Buongiorno a tutti, sono il maestro Matteo Zoldan e sono qui con il maestro Fide Nicolò Pasini. Benvenuto Nicolò per questa nuova giornata del torneo dei candidati che si svolge in questo momento a Ekaterinburg, in Russia. Sì, sono felice di nuovo di essere qui e stavo già guardando le partite nel mentre che sembrano essere sufficientemente interessanti alcune. Comunque direi che ci aspetta una giornata bella carica. Eh sì, abbiamo, siamo già sulla partita fra Fabiano Caruana e il cinese Ding Ligen. Eh, possiamo, visto che ci siamo collegati un attimo in ritardo, di questo naturalmente ci scusiamo con i nostri spettatori, possiamo rivedere un secondo come è cominciata questa partita. E nel frattempo salutiamo le persone che ci seguono già. Dunque un saluto a Silvio 06, a Makrinski, a Fila, il nostro moderatore, ad Ale Maraz. E vediamo come è cominciata la partita Nicolò, E4, sì. E5 eh, cavallo F3 cavallo C6, sono già soddisfatto che non sia una berlinese eh, A6 giù e giocano una spagnola Alfiera A4 è una delle due possibilità ehm, della, della spagnola ed ecco qui che condividiamo con Nicolò, così anche lui è allineato. Ok, ottimo. Fantastico. Dicevamo, una spagnola. Ehm, naturalmente su alfiere b5 è possibile, a6, è possibile anche giocare la variante di cambio con alfiere per c6. Qui si prende di d, in modo tale che il pedone in e5 non sia veramente in presa, perché su cavallo per e5 segue donna d4. Cavallo deve rientrare, donna per E4, il bianco in un colpo solo ha riperso il pedone di vantaggio ed è costretto a perdere anche l'Arrocco. Ma soprattutto il nero avrà poi la coppia degli alfieri. Non è stata giocata però Alfiere per C6, D per C6. Naturalmente, in questa posizione, il bianco di solito non gioca eh, cavallo per E5. Gioca Arrocco corto, gioca di 4, gioca di 3 hanno provato un po' di tutto, la linea principale però è non cedere l'alfiere e giocare alfiere a 4. Era Fischer, se non sbaglio, Ricolò, che giocava spesso alfiere per C6, no? Ah, sfortunatamente qua mi trovo impreparato, nel senso che su Storia degli Scacchi temo di essere una delle persone più ignorante che ci siano Ok, al mondo. ho chiesto la persona sbagliata. Sì, no, zero proprio. Eh, però quello che ti sto a dire è che sì, ultimamente non viene più giocata, eh, per vari motivi cioè, è molto raro vedere qualcuno ad alto livello che giochi il fiere per C6, non ci sono tante nuove idee. Cioè ci sono nuove idee ma per il nero addirittura. Ok. Quindi, <ride> Perfetto. Già Bu non era apprezzabile prima, adesso un po' Buono a sapersi. E in questa posizione il bianco può hanno provato anche a difendere il pedone in E4 giocando donna E2, la variante world oppure con D3. Però la linea normale è giocare a rocco corto, ora il nero deve scegliere se giocare la linea aperta con cavallo per E4, eh, a cui se non sì. sbaglio segue torre 1. Sì, sì, anche qui di nuovo ci sono tante linee, no? è una posizione molto, molto complicata, molto interessante. Certo. Oppure, e... come in questo caso, giocare okay. al fiere 7 e giocare la linea chiusa, il nero non mangia subito il pedoline 4 e naturalmente il bianco, visto che il nero ha chiuso la colonna, Adesso il bianco lo difende con torre 1 Sì, comunque sì, su cavallo per E4 in realtà D4 è la principale Però sì, anche torre eh, 1 Infatti ma... io ti ho detto torre 1, ma, eh, la, di... tra... ma la principale è D4 sono entrambe, Sono entrambe, okay. mh, in base a come ti gira puoi giocare una linea o l'altra ehm, Ok, sì, comunque questa in realtà è una delle linee tendenzialmente principali Siamo rientrati sostanzialmente in una spagnola con D3 eh, torniamo facciamo cioè la partita torre 1 uh, scusate alfiere 7 torre 1 sì. b5 attacca l'alfiere alfiere b3 Arrocco corto e qui il bianco ha scelto di giocare qui la mossa più giocata nel, credo sia c3 se non sbaglio no ma ce ne sono tante si può giocare con d3 giocando la lenta eh, a 4 Penso sia una comunque no. delle principali. C3 è la principalissima. C C3 è la principalissima delle principali. Eh, e... Però sia, sia D3 che A4 sono comunque abbastanza giocate. Poi D3 mi Sembra A che abbiano provato anche A3 e anche Cavallo C3 se non sbaglio. Sì, ma. le provano un po' tutte, ma mh, perché la posizione è super teorizzata e quindi certo. cercano sempre di tirare fuori qualcosa di nuovo. Comunque sì, A A4 diciamo che una è una delle principali e più o meno traspone con D3. Nel senso a che 4, ben d4, a5 per impedire che sia il nero a fare a5, d6 da parte del nero, ed ecco la d3 di cui parlava Nicolò. Ehm, C'è un motivo specifico, Nicolò, per cui cioè una volta che, che fai subito a4, poi tendi a non fare allora d4 oppure c3, tendi a fare più d3. Ma allora, sì, una volta che hai fatto A4, tendenzialmente si gioca per, per giocare sulle, sulle debolezze sul lato di donna e comunque si cercherà di fare d 4 però più lentamente in questo momento non è possibile comunque giocare d 4 immediata ci sono o comunque C3, ci sono vari alfiere G4 che sono un po' fastidiose, no? Certo, di 4 eh, cioè in realtà o... è possibile. Però sono, sono altre per linee Per esempio, di... alfiere G4 e, e questa, questa inchiodatura. È fastidiosa per il bianco Tanto che molto spesso Prima di fare D4 Il bianco gioca H3 Eliminando la possibilità dell'alfiere Di arrivare in G4 Qui però avendo scelto D3 L'inchiuratura non è così problematica Perché il bianco ha cavallo BD2 E attaccherà magari solo in futuro L'alfiere facendo H3 Ci sono molte similarità Con la partita che abbiamo visto ieri eh, Nicolò Sì eh, Oddio quale aspetta? <ride> quella quella sì, dove Caruana sì. era il nero e hanno eh? giocato l'italiana con C3 e D3. Ah sì 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 ok ok, ci sono sì abbastanza qui la differenza principale ovviamente sono il pedone in A5 e il pedone in B4 e tendenzialmente cosa succederà? Che quello che prende vantaggio tendenzialmente sarà quello che riuscirà per primo a mettere oppressione su uno dei due pedoni deboli oppure riuscirà a prendere un maggior controllo del centro questo almeno nel caso del, del bianco no? certo e dopo D3 il nero ha giocato alfiere E6 il bianco avrebbe anche potuto giocare cavallo B2 lasciando cambiare l'avversario però questo cavallo non ha esattamente in B3 la sua collocazione più naturale e la sua collocazione più naturale è andare in G3 dopo cavallo F1 cavallo G3 oppure andare in F1 e andare in E3, oppure andare in D2 e andare in C4. Dunque, su alfile E6, sì, diciamo sarebbe che fuori cavallo discussione cavallo farsi doppiare il pedone, e perciò di fatto bisogna prendere. Ok, cavallo BD2 in realtà è abbastanza giocata, devo dire. L'hanno è... provata, perciò. Sì, 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 penso sia la principale in realtà. Ci sono il nero prende. Delle partite di Kasparov. Ehm più che prendere, di solito giocano tipo donna C8, torre B8, queste mosse qua. Perché mm. eh, se prendi dopo Alfiere per B3, cavallo per B3. Sì. In sì. realtà, eh, questa casa B3 è molto bella per il cavallo. Cioè, è un po' strano, lo so, no? Ma so dicevi... io l'ho mal giudicata sotto questo, questo aspetto. Cioè, il cavallo sta oh, bene sì. in B3. Come dicevi tu, in realtà, il cavallo è un po' strano. Cioè, non, se, non, è, non sei abituato a metterlo lì, no? Mm. Di solito d3. però è una casa molto bella perché sostiene il pedonino A5 e comunque puoi quasi considerarlo un avamposto nel senso che è vero che è nella tua metà di campo ma comunque da lì il cavallo non lo cacci eh, sostiene molto bene A5 e siccome A5 è ben sostenuto B4 diventa più debole no? perché se il certo. nero non riesce mai a mettere pressione su A5 B4 viene esaltata un pochino la sua debolezza Ehm, ci quindi... segnalano intanto Nicolò che NVL sta giocando una cosa abbastanza strana Diciamo che il nostro obiettivo è raggiungere la posizione alla scacchiera di, di, di Caruana e di Ingrigen E poi ci sposteremo sull'altra sì. partita Comunque non è abbastanza strana, vi avviso <ride> è, Cioè è abbastanza conosciuta, però sì, ok Vabbè però Nicolò non tutti sono degli esperti teorici come te No, no, cioè. chiaro però è comunque una delle linee, diciamo, semi-principali. Poi, ok, si è smesso di giocarla per un po'. Evidentemente noi, nuovi motori hanno trovato qualcosa di cui neanche io sono aggiornato. Perché okay. non la guardavo da un po'. Però sì, esiste. Comunque per i nostri spettatori tenete sempre presente che noi, oltre a vedere,. E la, um, la partita che stiamo analizzando nella scacchiera più grande, vediamo contemporaneamente nel nostro schermo anche le altre, le altre tre partite. Perciò apprezziamo che ci avete segnalato. Ma siamo sul pezzo anzi, visto che siamo sul pezzo, devo andare, Nicolò, a recuperare le telecamere. Dunque, ti lascio un secondo la parola. In modo che tu prosegui. E io vado sì. a recuperare le telecamere. Sì, sì. Allora, vabbè, ok. Comunque, come stavamo dicendo in questa posizione, tendenzialmente il cavallo in. in come mitra stavamo in dicendo star, in questa posizione, tendenzialmente male, anzi, e, mh, decide invece di giocare al Alfier pre 6, che è un tipo di piano semplicemente diverso, no? Al posto che decidere di giocarla più lenta, decide di provocare un'altra debolezza. Ehm, sul, uh, sul. campo del nero, il, uh, il pedone 6. Mm -hmm. Ok, mh, dopo C3. Tendenzialmente cosa sta succedendo? Che eh, il bianco decide di liberarsi, o meglio dà la possibilità al nero di liberarsi della, tra virgolette, debolezza in B4, che comunque è un pedone che toglie parecchio spazio sul, uh, sulle case del, uh, del bianco, toglie la possibilità del, uh, dello sviluppo naturale del cavallo in C3 e quindi comunque non, uh, anche un seguito come B per C, B per C non sarebbe assolutamente negativo per il bianco. Prende semplicemente un maggior controllo della sua posizione. vedo um, che è stata giocata B per C, tra l'altro. B per C, B per C. e Ok, questa è sostanzialmente... Adesso non so se um, Matteo riesce intanto a muovere e i pezzi. Tra un secondo sono di nuovo eh. a disposizione. Devi avere un attimo eh, di eh, pazienza. Eh, sì, sì. Comunque niente. La posizione finale che abbiamo in questo momento è, diciamo che sembra semplicemente leggermente più comoda per il bianco, come è giusto che sia... Eh, diciamo subito fuori da, un, da una variante teorica di apertura eh, toccherà al nero tentare di equalizzare. Qui, se non sbaglio, ci sono state anche un paio di partite, ma veramente poche. Quindi, non, mi pare una cosa: di, una partita di spaschi una volta, ma per il resto non, nulla di, di spettacolare in questa posizione. E, estremamente interessante. Comunque però non. Non particolarmente movimentata, per adesso diciamo. Ed eccoci qui, ah l'immarcescibile Sigmund Spassky. Sì, eh, l'aveva giocata. Eh... No, era, era una citazione, Nicola, tu dovevi ridere Vabbè, perché era, no, la cita era una cit signorato. Era signorato. La citazione di, di un film. E, naturalmente, Spassky si chiamava Boris, è stato campione del mondo. E prima di, di Fischer, battendo Tigran Petrogian. Perdendo il match mondiale con Fischer nel 72, e eh, riusciamo. Intanto a passare sulle. Sì, riusciamo a passare. Allora avanti, rispetto a questa posizione, sì. invece, su Alfiere 6 il bianco ha scelto di catturare, e su C3, cioè su C3 sì, il nero, vai. ha scelto sì. di giocare Torre B8. Ah, ok, scusate, io allora avevo la posizione sbagliata Per qualche motivo io avevo visto B per C3 eh, No, okay, hai giocato sì. Torre B8 Torre B8 sembra estremamente più sensato, ovviamente Certo, eh, perché eh. prende la colonna aperta, no? Sì, più che altro evita che il bianco definisca immediatamente la struttura Lascia un pochino di tensione Che di solito è anche una cosa che si preferisce fare, no? Certo eh, cavallo, cavallo Bd2 Naturale. Torre B5 In questa posizione da parte di Ding e, oh, torre B5 sembra interessante, eh, particolare secondo me. nei tuoi file questa mossa? No, questa, questa roba non la non analizzo da un sacco. Quindi, onestamente, non, non, ho, non ho neanche questa variante completa. Cioè, ho semplicemente l'idea di altire per E6, C3 e ho mollato lì la linea. Perché, comunque, è una posizione molto tranquilla. Um, ed è un gioco più posizionale che, cioè non è un gioco concreto in cui c'è bisogno di analizzare mossa per mossa e trovare un piano spettacolare no? è una posizione interessante in cui entrambi giocano con torre b5 interroga già il bianco su cosa vuol fare per il pedone a5 perché è chiaro che adesso ha due pezzi che attaccano il pedone a5 è vero che è stata giocata di 4 Ehm, allora, e... tu dici che è stata giocata di 4, io confermo, sì. perché effettivamente è stata giocata dal, dal bianco di 4. Tempo sull'orologio, caruana un minuto. Scusa un minuto un'ora e 40 vuol dire che è in super preparazione. Come al solito, 14 mosse sì. senza mai scendere sotto l'ora e 40, che è il tempo di partenza. no? Perché vuol devo... dire che ha giocato con i 30 secondi o più veloce. Sì, sì, assolutamente. In più aggiungerei che in realtà questa è una posizione che Ding ha già giocato un paio di volte, eh, non so quanto recentemente, onestamente, eh, però vedo sul database che, che Ding qua si è già sfoggiato in almeno due partite. Eh, con altri top GM comunque, quindi eh, cioè top, magari non top top, però comunque a Sam Over 27 diciamo che lo, lo consideriamo. È un giocatore molto forte, già anche sì, vincitore se non sbaglio dell'Open di Reykjavik di un paio di anni fa. Esatto, quindi e direi forse, che probabilmente è probabilmente il sì. giocatore più forte del continente africano. Penso di sì, onestamente, non penso che si sia... Penso anch'io. Tra l'altro io, io l'ho conosciuto a Reykjavik perché quando sono andato a giocare lui era lì, ma non era l'anno in cui ha vinto. È anche molto simpatico. E, passiamo alla partita di Vascela Grave, poi torneremo su questa e cercheremo di capire meglio, sì. cari spettatori, perché non è così buono per il, per il nero catturare il in a 5. Intanto Nicola, tu preparati così eh, sei vero. pronto su questa domanda. Sì. Okay. Andiamo a vedere cosa, ha fatto, eh, cosa sta facendo il francese Maxime Vachelagrave contro un, un giocatore che è tornato prepotentemente eh, fra i candidati al, alla vittoria finale. Si tratta di Anish Ghiri che ieri ha vinto e ha agganciato il gruppo di testa. Sì, che prima stavano dicendo in chat che posizione strana, che posizione strana. Allora, ehm, vabbè, allora partiamo è... da qui okay. Nicolò. Questa posizione di partenza della siciliana aperta, sì, con cavallo C6, eh, cavallo il nero C6. decide di giocare E5, trattasi della variante Sveshnikov, Sveshnikov oppure qui... per i russi la variante Chelyabinsk. Ok, e qui decidono di andare per la Pelican, che è comunque abbastanza di, di moda, direi, dopo il campionato del mondo Carsen Caruana, no? Sì. Cavallo B5, cavallo per D5, per D... Uh, cavallo B8 però, però, però Nicolò qui le, come abbiamo visto l'altro giorno cavallo D5 non è l'unica mossa è possibile giocare no. anche alfiere G5 che è l'altra mossa principale no? è l'altra principale esatto e... cavallo D5 questa è forzante perché minaccia cavallo C7 con perdita della torre in A8 dunque il nero deve catturare cattura. Esatto, cavallo per D5 e per D5 e qua questa era una variante che appunto è stata riportata molto in voga eh, nel campionato Carson Caruana eh, perché prima in realtà non era giocata così spesso, eh, veniva abbastanza diciamo disdegnata dal bianco perché... Eh, si pensava che il nero equalizzasse abbastanza tranquillamente, però. Senti, ovviamente... Ma Nicolò, più cavallo B8 più cavallo E7? Perché le hanno provate entrambe, no? Ma allora, cavallo B8 è sempre stata considerata la principale. Eh, okay. Cavallo E7 è interessante che dopo C4 è quasi forzato fare cavallo G6 o comunque cavallo f5, okay, eh, questa, perché o facciamo vedere un pacco semplice, esatto, sì. perché se si gioca a 6, che sembra una mossa invece così naturale, si perde immediatamente, eh, dopo donna 4. E... Sì, questo lo conoscevo anch'io, perché adesso non può mangiare il cavallo, perché il pedone è inchiodato sulla torre. Esatto. E c'è un doppio con cavallo c7 che farà estremamente male. E c'è un o doppio. E l'unica mossa: una delle donne è l'unica mossa. Ci sono due mosse che parano il doppio, ma ne prendono un altro perché Alfiere di 7 prende D7. cavallo per di 6, matto come dice per Luigi scacco matto, matto affogato. E invece, donna di 7, ok, donna di 7, la D7. donna è, è inchiodata a sua volta sul re, cavallo per di 6. Sì, non diciamo è che è no. la scelta, Poi, puoi scegliere dove mangiare, se fare cavallo C7, mangiare in A8, se preferisci mangiare quella... No, ciò che devi fare prima cavallo per F7, se no c'è R per D7. Scusa, mi sono perso. Eh, hai fatto... D8. Eh, hai fatto prima torre. faccio, donna faccio per. prima cavallo per, per F7, hai ragione. Sì. Se no non mangi la torre. Cioè, vinci comunque, ma non vinci. comunque, ma questa è più forte. Cavallo per F7 e scacco. Re. Re via, di... donna per. Re, adesso cambio. Ora diciamo alfiere per. E adesso mangi la torre. Sì. Eh, non so se sia più forte mangiare in A8 o in H8. Probabilmente in A8, perché forse il cavallo ha forse, più forte. Forse, scatto. Però vabbè. Facciamo ah, così. Col vantaggio con... che hai. Non. Non. Non sì, eh, sì. ci possiamo con... in entrambe le linee. Ok, perciò abbiamo visto questo trucco. Non devi giocare a 6 devi giocare prima cavallo G6 o cavallo F5 in modo tale da portare l'alfiere in contatto col tuo pedone di 6. No? Adesso sì che una mossa come donna, come donna A4 non ti preoccupa perché fai semplicemente alfiere di 7 e ora non è possibile fare cavallo per D6 e se il bianco prova cavallo per A7 questo cavallo da A7 C7, non, non tornerà più. no? Perché okay, sì. rimane inchiodato sul, sulla donna in A4. No, vabbè, ma più che altro c'è la donna in presa, insomma. Assolutamente. E, e più in più, come diceva Nicolò, c'è anche la donna in presa, perciò perdete anche la donna. Ah no, infatti su, su C4, cavallo G6, non si gioca donna A4, certo. che è la, diciamo... Una cioè, oddio, si, si può giocare per l'amor del cielo. Ma dopo Alfiere di 7, la nuova principale è Donna B4. Cioè, questa è una delle idee nuove che hanno fatto. L'hanno cioè, provata Donna 4. Ma dopo Alfiere di 7, Donna, Donna B4. B4. Esatto. Diciamo, questa è stata una delle prime idee nuove. Adesso e non so qui quanto Qui il nero deve risolvere il problema di come difendere di 6 no? Sì, sì, ma mh, appunto questa è, tutt altra, un altra è tutta un'altra variante che è stata giocata, direi, largamente nel campionato Caruana-Carsen. E infatti stavo dicendo proprio questo, che se non sbaglio è stata giocata proprio nel campionato del mondo fra, fra Caruana e Carsen sì, e un paio di anni fa. È stata discussa in più partite, no. Mm -hmm. e quindi ok, sì, questa è diciamo, quella che viene considerata forse la principale al giorno d'oggi. Eh, mentre invece eh, Maxima ha deciso di andare per, uh, ok, dopo C4 è stata giocata a cavallo B8, certo. che è comunque, una delle principali, diciamo che, appunto, erano blu scelte. Mi quello chiedo... che dobbiamo far notare ai nostri spettatori è che è avvenuta una modifica della struttura pedonale, il bianco ha un pedone un avamposto, diciamo in D5, sostenuto dal pedone in C4. E ha anche un potenziale 3 contro 2 sul lato di donna. In compenso, il nero, però, soprattutto quando in futuro piazzerà un pedone in F5, avrà maggior controllo del centro no? della scacchiera. Dunque, sono due filosofie di gioco eh, abbastanza diverse. Qui il nero ha giocato al fiere 7, sviluppando l'alfiere in E7, e non perciò in, in fianchetto con, con G6. Sì. G7 Esistono tutte e due, se non sbaglio, no, Nicolò? Uh, penso di sì, onestamente non, la, la mia conoscenza di questa variante, devo ammettere che è sufficientemente datata. Nel senso che non, non la gioco da tanto. G6 penso possa perdere in realtà, però, eh, sai? Su G6 mi sa che C5 vince. Che è un po' la stessa della partita, ma migliorata nettamente a favore del, del bianco, no? Esatto, che l'idea è che se mangi c'è D6, no? Se mangi c'è D6 e poi la prossima arriva a cavallo C7. L'unica mossa per impedirla è cavallo A6. Eh, sì, ma Il sembra... Il bianco che... ha tantissimo compenso eh, però, no? Non so, non so se c'è qualcosa di concreto. Adesso se vuoi provo anche a mettermi C Però la cosa da far notare è che adesso non potendo giocare A6, perché in A6 c'è un cavallo, questo cavallo del bianco rimane e per lungo tempo in b5 salvo che il nero non giochi al fiere di 7 ma dopo al fiere per b5 ha un altro tipo di problemi quello del, del proprio reno mi sembra no. che tu abbia ragione sto cercando di capire se vinco ma forse vinco forzato uh, su g6 g6 mm -hmm. g5 di per c di 6 uh, linea di per c di 6 ok Uh, ok, cavallo a 6, ovviamente forzata. Penso. Forzata cavallo a 6. E qua forse vinco con donna a 4. Cioè di nuovo questa idea di donna a 4. Eh, diciamo al fiere di 7. Esatto, con l'idea che dopo il fiore di 7 ho donna e 4 e hai due pedoni in presa. E adesso donna e 4 attaccando il pedone in b7 e il pedone in e5. Penso dovrebbe vincere. Non vedo eh... molto. Sì, penso vinca. Devo diciamo calcolare. G7 calcare... per tenersi i pedoni in E5, donna per B7, il problema sì, è B7 che B7 adesso è, è attaccato per... il cavallo in A6, no? Sì, ci sarebbe volendo se vogliamo proprio metterci a calcolare cavallo B4, cavallo C7, Ref8, però penso che... Cavallo B4 che minaccia il doppio in C2, cavallo C7, Ref8. Ah, ma tra l'altro posso anche fare donna per A8 se voglio, no? Beh, sicuramente vince il bianco. Donna per a8, mangio con la torre. Deve ah. cambiare le donne per forza. Cavallo per a8. Ora cavallo c2, re di no, 1. Re di 1, cavallo per a1. E fai alfiere di 3. E adesso alfiere di 3. L'idea è che il cavallo non possa più uscire eh, da qui. Mentre la differenza è che non solo eh, il, il nero ha i pedoni come vedete. Pedone debole, pedone debole, anche case intorno ai pedoni deboli, un po' debole, ma il cavallo in C7 esce facilmente. Il cavallo del nero invece ha molto più difficoltà. Piano del bianco è quello di eh, togliere l'alfiere e poi giocare anche semplicemente o re e due e poi torre per A1, oppure re C1, re B1, re per A1. Sì, sì, ma sicuramente vinta questa roba. Dai, non Dunque c4, so alfiere so. 7. c5, super aggressivo il bianco. Di nuovo l'idea è che su di C c'è d6 che vince. La e differenza quindi... è che adesso l'alfiere è attaccato, perciò, non c'è tempo di fare cavallo a6. No. Quando no. l'alfiere si sposta, cavallo c7 scacco. Ref8, cavallo per a8. E il bianco ha guadagnato una torre intera. Esattamente, eh, ok. Tendenzialmente, mh, dopo c5, il punto di questa variante cioè quello che vuol far valere il bianco è che è riuscito velocemente a farsi un pedone passato, uh, spingendo in c5. Prendi in eh, d6 perché dopo eh, oh. cavallo a6, la minaccia di stavolta di prendere in c5 c'era da parte del nero. Esattamente, alfiere per d6, e qui sviluppa l'alfiere in c4. Sì. E si prepara ad arroccare corto. Esattamente, e tendenzialmente quello che sta dicendo il bianco è eh, io ho un pedone passato, eh, mentre il nero sostiene che il pedone passato è vero che c'è, ma è un pedone bloccato, uh -huh. eh, molto ben bloccato. Aggiungerei da quell'alfiera. Quell L'altra cosa è che in un futuro il bianco può anche togliere la coppia degli alfieri al nero. Sì, eh, però il nero in compenso per tutto ciò ha anche una forte maggioranza centrale, no? E eh sì, c'è il discorso di fare a Rocco Corto oh. e poi in futuro di giocare F5 e di prendere il controllo del centro. Eh, sì. Nel complesso mi sembra una posizione circa pari, ma con degli squilibri che possono sbilanciarla per dare un po' di margine a tutti e due i colori ah, per assolutamente, giocare per vincere. Assolutamente, non è... è quello che piace a noi, no Nicolò? Sì, ci si aspetta comunque una partita sufficientemente combattuta da qua magari non piena di fuochi d'artificio, ma diciamo che comunque eh, non sarà una partita noiosa. Spero. Intanto un saluto anche a Can Tremalato. Si presenti pure oggi. Teniamo duro in questa maratona che andrà avanti fino a martedì della, della settimana prossima. E ci sarà. Mi sembra sabato in poi. Sì, da sabato ci sarà anche la sovrapposizione con il Meltwater Champions Chess Tour. Dunque il Chess24 eh, farà la diretta dall'una alle 6-7 di sera dei candidati e poi da un certo orario del Meltwater Champions Chess Tour. Eh, <ride> I bambini prima di andare a dormire guardano se sotto il letto c'è l'uomo nero. NVL prima di andare a dormire guarda se c'è Caruana. Va bene, è eh, un, un po' una batosta la sconfitta eh, dell'altro giorno. E, sì. okay. senti, riproviamo a ritornare un secondo su Fabiano, e sì. poi dobbiamo andare a vedere anche la Wang Hao eh, Grishuk perché è una francese, anche quella molto interessante. Anche se mi sembra che sia una posizione super teorica, e dunque sono sicuro, Nicolò, che tu ci dirai che è tutto piuttosto ovvio. Più, più che piuttosto ovvio è tutto è stato giocato parecchie volte quindi Chiaro, d'altronde gli scacchi moderni sono così esatto. Allora, eccoci qua eh, Abbiamo lasciato torre B5 da parte del nero D4 del bianco che decide di non difendere il pedone in A5 Vito che si possa prendere quel pedone comunque no? C'è cioè donna certo. A4 che riprenderà materiale B per C3, B per C3 i per D4, C per D4. Allora, eh, facciamo due ipotesi, Nicolò, e poi cerchiamo una terza possibilità diversa. Torre sì. per A5. Ah, torre per A5, eh, direi che cambia tutto e faccio donna 4 e sta sicuramente meglio Torre bianco. per A5, torre per A5, faccio donna 4, attacco il cavallo. Mm, diciamo un'ipotesi e... di C5. Mozze, penso esatto, o C5 oppure ritiri il cavallo, che sembra veramente triste. Che uh, Sembra sì. veramente triste Perché se ritiri il cavallo Con per esempio cavallo B7 C'è cioè donna per A6 Il cavallo è nuovamente attaccato però, però penso che ci sia Ok sì scusami Stavo dicendo sulla linea con C5 Vai. Okay, qua, Sembra qua... più spontanea C5 Così la donna difende il cavallo E Dopo C5 però mi sa che c'è cavallo G5 Che vince no? Cavallo G5 non vedo, che attacca il pedone in E6. non vedo come puoi difenderlo. Quindi... E la donna del nero è impegnata a difendere il cavallo e di conseguenza non può difendere anche il pedone. E se provasse a giocare donna di 7, eh, il, il bianco semplicemente si mangia il cavallo e ha un pezzo. Di sì, sì, no, beh, penso che, penso che perde basta il nero qui, no? Ok, perciò cominciamo a scartare torre per a 5. Vediamo cavallo per A 5. Ok, cavallo per 5 è già un tu, po' più ambiziosa. Cavallo per a 5, onestamente, non ho, non ho nulla di preparato, cioè non so come risponderti. Uh, però mi sembra una mossa un, un po' strana, no? Perché comunque porti un cavallo a lato. È vero che hai preso un pedone, ma quel pedone lo rimangerò con calma perché tanto non puoi muovere il cavallo perché c'è sempre a 6 impresa. Non so, mi sembra un po', un, un, un po lenta, mi, mi sembra che dia un po' di chance al bianco. Qualche E5 magari mi sembra interessante a primo, a primo impatto. Ok. Ehm, Ad sì. esempio, E5 di per e, Immagino di per e, cavallo di 5, cavallo di 4. E5 eh, di per E. Di per E cavallo di 5. Cavallo D4 che attacca la torre in B5 e questa torre deve stare su questa linea per difendere il cavallo in A5, e su sì, torre forse C5, forse c'è tipo una patta, eh, torre B6. No, ok, torre C5 perde per cavallo per cavallo 4. Okay. No, no per cavallo per 6 e meglio ancora per cavallo per 6, certo per cavallo eh, per 6, eh, no, però forse se tipo una patta, se fai torre B6, torre B6. Uh, cavallo per E6. Uh, scusa, uh, torre eh, B6, faccio torre, B5, per A5. torre per A5. Torre per A5, scusami. Uh, cavallo C3. Ok. Cavallo per E6, cavallo per D1, cavallo per D8. Penso sia tipo una patta. Ok. Però se io in questa posizione invece che fare cavallo per E6 eh, faccio donna G4. Uh, C'è di 4. Ah, scusa, donna G4. Uh, ok, uh... potrebbe essere interessante no? Perché difendo... dovrò, fare, dovrò fare h5, è forzata h5. Ok, e a questo punto con la donna non ho case, devo per forza mangiarmi h5. Ma perdo il cavallo. Sì, mi lasci di 4 È vero che hai... restituisco il pezzo che avevo di vantaggio. Adesso devo st però stare attento perché ho questo alfiere non sviluppato. Questo cavallo ah. è in una casa un po' strana. Eh, no. Il pedone F2 è attaccato Siamo, siamo Però è posso vero fare che... un cavallo F3 Che dà l'impressione di risolvere la maggior parte Dei problemi salvo che non ci sia Un torre per F3 stra... no, no ma anche se sposto tipo la donna Tipo donna di 3 mi sembra molto brutta no? non, non ti muovi uh, Non, non sei sì, Penso che posso fare un alfiere E3 credo no Alfiere 3 stai, stai attento. È perché chiaro sa... che ah, alfiere 3 però c'è cavallo E2, Re H1 e adesso con Alfiere B4 mi becco... Sì ma Alfiere B4 torre mi becco B1... L'inspirata ai due pesi. torre B1 vince. Giusto. Dunque in questa posizione devo stare attento, sono già un po' in difficoltà, forse devo fare torre a 1 eh, per evitare alla fine di trovarmi. Su questa diagonale, no? con, eh, con l'alfiere che arriva qui, sì. sì, no. Ma sembra un. però si vede che il bianco non è, non è ben coordinato con i pezzi, no? Sì, sì, assolutamente d'accordo. Non, non penso che sia il modo giusto di, di giocare. Scusate se sono sparito, ma dovevo spostare. Vediamo se c'è qualche domanda da parte della nostra chat. Eh, Plaste 12. Okay. Tu non trovi il compleanno del signor Zoldan perché è stato cancellato da tutte le informazioni presenti sui, sui siti per mantenere la privacy visto che ormai ho una certa età e dunque eh, ci, ci tengo a. Eh, e poi perché sono senza tempo, dice l'amico Can malato. Scamorza Reale ci comunica che nel suo database. Ha tante partite di Ding e Lijen in questa variante con buoni risultati. Questo, sì, però, sì. è un'informazione è... che può essere letta in due modi. Da una parte vuol dire che Ding è esperto di questa posizione. No? Stiamo parlando di questa posizione. E Ding è esperto in questa posizione. Sì, quindi... no, non, non in questa posizione, esatto, intendeva, intendeva qua, probabilmente. Ma sì, ma questo l'avevamo già detto. Dall'altra, però, vuole anche dire che ovviamente Fabiano lo sa e si è sicuramente super preparato dunque eh, sì. non è arrivato in questa linea per caso, ci è arrivato perché voleva arrivarci assolutamente, ma comunque cioè, buoni risultati dipende da cosa intendi perché mi pare che abbia sol tipo solo patte. qua, no? Cioè, ha... Okay. ne ha una con Grishuk che vabbè, chiaro che è un buon risultato patta con Nero, però comunque in teoria è più forte di Grishuk quindi, cioè, boh Buoni risultati, tra virgolette, eh, non so se ha qualche vittoria, ma non me le ricordo onestamente. Va bene, senti, Nicolò. Eh, torniamo sulla partita di Maxim. Così poi cerchiamo di andare a vedere quella di Wangao. Oggi abbiamo deciso che quella che probabilmente tratteremo meno. Eh, o non tratteremo a seconda di quanto tempo abbiamo, è la Neponashi Alexienka, perché sembra la meno interessante come posizione. Sì, 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 sì. vai. Allora, torniamo alla, alla partita di Vascela Grav, eh, Li abbiamo abbandonati in questa posizione. Il nero ha giocato l'ovvia a rocco corto. Il bianco ha giocato l'ovvia a rocco corto. Cavallo C7 ci sta per... Cavallo C7 ci sta assolutamente per portare un cavallo dal lato in una posizione un po' più centrale e eliminare questo cavallo in B5. Ora sì, il bianco sta pensando, deve prendere una decisione. Ma cosa quale ti dicono? Mangi in C7, mangi in D6, lasci il cavallo in B5 e te lo fai mangiare, oppure ri rientri col cavallo? Ah, l'unica che non farei è rientrare col cavallo. l'unica okay, C3... che non faresti, per esempio, è il cavallo C3 che rientra col cavallo. Sì, sembra estremamente passiva. Arriva una F5 rapida. Il cavallo in C3 comunque non, non fa molto di più che in B5, no? Perché. Sono d'accordo. È perché non hai la casa E4 e comunque cioè quel cavallo anche andando in E4 comunque voleva mangiare qualcosa cioè, no? se è... la fai forse no. l'unica idea potrebbe essere giocare F4 con l'idea di cercare di provocare E4 per poi riposizionare il cavallo in E2 e poi andare no, in D4 sì è, è troppo lenta non ci credo cioè in D4 comunque ci voglio mettere l'alfiere assolutamente. Eh, assolutamente anche perché qui arriva subito alfiere C5 e sì, sì, su sì, cavallo sì. D4 adesso eh, hai, ti trovi con questo cavallo inchiodato non è tanto sano, no? il nero ha delle idee di fare B5 no, no, no. ma mangiare, penso, penso che qua per, perda anche esatto dopo certo. B5 penso che perda il bianco il... invece eh, alternativa no a... le, due, le tre mosse che sembrano sensate mangin sono... C7 ma questa a me sinceramente non convince molto Nicolò perché Cambi un cavallo in C7 senza essere forzato e permetti lo sviluppo della donna. Che tipo di vantaggio Sono... hai ottenuto? Non Sono d'accordo. E l'unica argomentazione che posso fare a favore di cavallo per C7 è che la donna in C7 non è messa così bene. Perché la donna in realtà vorrebbe andare in E7, secondo me, ma e... ci andrà. Nicola, perché quando il Bianco arriverà cia, con la torre cia, in C1. Cia, cia poi la donna si sposterà in E7. Chiaramente, quindi è un compromesso, cioè io sto guadagnando un tempo perché la, ti faccio finire la donna in C7, ma poi la metto in E7, eh, però ti sto cambiando un cavallo che in realtà non volevo cambiare, quindi diciamo che è l'ultima mossa che considererei delle tre. L'altra, che forse è la prima o la seconda, diciamo che siamo più o meno alla pari in realtà, è o cavallo per D6 o alfiere G5, che sembrano le più sensate. Beh, sì, diciamo che con i principi... Eh, alfiere G5 è una mossa interessante da esplorare Soprattutto vedere che cosa succede dopo F6 eh, Però per sì. i principi base uno di, dovrebbe dire Ho il cavallo attaccato, tolgo la coppia degli alfieri al mio avversario E poi cerco di giocare per valorizzare il mio alfiere di case nere Contro il cavallo in C7 del, del nero no? Sì, diciamo che quello che, che fa fare alfiere G5 è che se io qua facessi Alfiere e 3 nella posizione corrente. Ok, dunque, torno alla posizione. No, no, questa qua, questa qua. Questa qua ah, questa qua finale, ok. E qua io faccio cavallo per d 6, dono per d 6, alfiere E 3. Che certo. è più o meno dove voglio mettere l'alfiere, mm -hmm. sospetto. Eh, il nero non farebbe F5, mosse del genere, ma semplicemente metterebbe pressione sul pedone D con torre di 8. E mi ritroverei in una posizione, forse un pelo scomoda. Uh, forse posso fare donna b3 o donna f3 non mi è chiarissimo però se io includo alfiere g5 f6 cavallo per d6 donna per d6 alfiere 3 eh? quindi stessa identica posizione ma avendo messo dentro f6 sì. e la diagonale è chiaramente più debole no? E certo faccio la tua proposta e faccio D5 alfiere in g5 il nero non mi mangia o potrebbe ma io se lo fa io gli mangio di 6 se invece giocasse F6 che sembra un miglioramento, io mangio in D6 e dopo donna per D6 ritiro l'alfiere in E3. E adesso sì. su torre di 8 la differenza è che donna F3 sembra interessante perché ho indebolito la diagonale di Alfiere di Casa Chiare e per esempio cavallo per D5 può okay, arrivare un per torre 5. Eh, scusa, dopo torre di 8 farò, penso, donna F3, sì, e cavallo per D5 non la puoi proprio fare, mentre prima magari era da calcolare, adesso è, è, perde in una e basta. Cioè, torre di 1 e fine, no? Eh, sì, il nero ha ancora alfiere 6, però... Non mm. ehm, ci di... credo mai nella vita, faccio, faccio una mossa stupida. Ma Forse alfiere B3 per per non avere l'alfiere in presa. Ci, il il problema del nero è ora come fare a liberarsi da questa inchiodatura, perché il piano del bianco è molto semplice. Il piano del bianco è mettere una torre in D2, poi raddoppio le torri e ti mangio il pezzo in D5. No? Diciamo che cominci spostando il re, a questo punto torre di 2 e qui sei nei guai perché sta arrivando questa, no? Sì, sì, no, ma non ci credo mai, anche perché anche da... se fai torre di 7... Su torre di 1 e su torre di 8 il tuo problema è che la donna è davanti alle torri, perciò cioè, è vero che hai 1, 2, 3, 4 difensori, ma il bianco ha 1, 2, 3, 4 attaccanti, però avendo la donna davanti il bianco non si deve preoccupare, mangia semplicemente e sulla presa mangia di torre e adesso sul, sulla presa mangia di torre. Sulla presa il bianco rimane con donne e alfiere contro due torri e perciò gioca per esempio H4 e ha una posizione vinta. Voto per G4 se posso scegliere però sì. Sì 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 forse hai ragione perché è meglio mettere il pedone sul, sul, sul bianco che lavora meglio con, con l'alfiere di caseniere. Sì e poi ho qualche G5. Poi ho idea ovviamente di G5 e rompe la struttura. Comunque è la posizione vinta perché donne e alfiere contro due torri e donna e alfiere molto più forte. Sì, sì. Ok, ci siamo addentrati, perciò molto in profondità in questa posizione, Anish sta ancora pensando. Domanda: secondo te, Nicolò è preparato su questa linea specifica? Perché è parlato sulla linea, sicuro? Oh, ma sulla linea onesto, specifica? A essere onesto, penso che la sua preparazione si sia fermata a C per D, alfiere per D, cavallo 6, cavallo C7. Ma penso che non abbia guardato molto di più, onestamente, c'è una linea che non promette grosso vantaggio per il bianco, concettualmente non dà nulla di che, quindi o c'è un'idea incredibile che i nuovi motori hanno trovato, che ne so, un H4 spettacolo, cose del genere, ehm, oppure penso che la generale comprensione di questa linea è che il nero sia a posto e che bisogna un attimo semplicemente capire dove mettere i pezzi, però non, non, okay. diciamo che non sembra rischioso. Va bene. E, mh, a questo punto direi che possiamo abbandonare un attimo questa partita, sure. nell'altra, quella di Fabiano Caruana contro Ding Ingligen dopo Donna C8, Fabiano si è eh, finalmente fermato e sta riflettendo lungamente su cosa giocare. Le mosse candidate sono sicuramente un Donna C2 con pressione sul cavallo in C6. Potrebbe essere interessante fare alfiere A3 con l'idea di fare i 5 perché con l'alfierina 3 c'è il pedone inchiodato, sul, sul, eh, inchiodato fino a un certo punto eh, sull'alfierina 7 e infine che cosa ancora oltre a queste mosse ma sinceramente Poi, non vedo contatto. tantissimo di altro no? guardare i 5 forse donna i 2 potrebbe essere un'altra idea ancora ok, cioè le mosse normali saranno E5, sarà torre A3, sarà alfiere A3 come dicevi, torre A3 mi piace onestamente okay. sembra, sembra abbastanza tipica il cavallo è pronto ad andare in G5 la torre si sposta sul lato di Re um, sembra più interessante cioè onestamente andiamo sembra andiamo a vedere a questo punto Nicolò la partita fra Grishuk e Wang Hao anzi per la precisione Wang Hao e eh, Grishuk allora, eh, ripartiamo dall'inizio è e 4 E6 Per chi non la conoscesse Questa è una difesa francese e D4, il bianco occupa il centro D5, il nero reagisce al centro Cavallo C3, la mossa più classica Contro eh, la francese Poi naturalmente è possibile giocare anche il 5 La variante di blocco E per D5 la variante di cambio Che gioca sempre l'icolò No, non è no. vero. Non, <ride> non, non, non dire bestemmie, <ride> Lo sapevo che ti saresti offeso per questa cosa. Cavallo D2, la variante Tarras, che gioco io. Alfiere D3, la variante interessante, che gioco anch'io. Alfiere D3, la variante che non mi piace, ma Nicolò dice che è interessante, dunque potrebbe anche esserlo, che gioca lui. E infine, Cavallo C3, la mossa giocata in partita che è. La più classica La francese quando è nata Le due mosse più giocate dall'inizio Sono state i5 la variante di blocco E cavallo c3 la variante classica Il sì. nero non gioca al fiere b4 la win hour Che io ritengo a livello personale La win hour non è la, la posizione che vorrebbe giocare Grischuk Perché Grischuk è uno che si lamenta sempre Del fatto che che palle ci sono ci sono i motori. Che sbatti tutti sono super preparati, eccetera. Quindi magari entrare in una posizione di prettamente di preparazione in cui è il motore che ti fa vincere la partita, non è non il suo stile di gioco. Assolutamente, Quindi cavallo F6 super aspettata. Cioè, eh, nel momento in cui giocano francese con cavallo C3, Grishuk non giocherà al fiere B4. Certo. Dunque, se mi capita di giocare con Grisciuc, vado anch'io di cavallo A3 perché sto tranquillo e tanto non farà caso... Alfiere B4. Nel tuo caso, magari ti, ti giocherà Alfiere B4. Ah, sì, nel, diciamo... nel mio caso, invece, lo fa. Sì, diciamo che Alfiere B4, quando, de quando deve essere un, una sfida di preparazione, come con. Uh, con allora, diciamo, ma lui che ne sa del... che io non posso essere super preparato. Hai ragione, però diciamo che l'assunzione generale è che un 2002, adesso non so quanto lo hai, Meno, so. attualmente meno, però diciamo, diciamo, facciamo finta di un 2002. E... Non sia largamente preparato. Esatto, non sia largamente preparato. Ok, cavallo, okay, F6 cavallo di 6 e 5, cavallo di 7 e qui la variante, potremmo chiamarla variante Anand, no? il bianco invece che fare F4 che è la mossa normale seguita da cavallo F3 e successivamente dal fiere D3 eh, oppure dal fiere E3 eh, gioca cavallo C2 qual è l'idea di questa mossa un po' strana? che la posizione è chiusa al centro e che il bianco vuole sostenere il pedone in D4 con la mossa C3 e Infatti su C5 il bianco gioca C3, nero fa cavallo C6 e il bianco, qui io conoscevo anche G3 da parte del, del bianco. Sì, ci sono tanti modi di giocarlo. Tanti modi di giocarlo, gioca addirittura F4, perciò crea una super, super barriera pedonale al centro, chiaramente a scapito un po' dello sviluppo. Questo è quando dici voglio fare proprio tutto, 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 certo. solo che a scacchi a volte non è possibile e forse glielo dovevano spiegare e... <ride> perché donna di due, da quello che so, non, non è buona, quindi... Cioè, non so Pensavo se... Dicevo siamo... che Grisco si... avesse giocato la francese per sorprendere perché continua ad usarla, beh, continua ad usarla perché parte del suo repertorio e l'ha adottata eh, largamente nel, nel passato, no? E comunque... A questo livello la francese non è giocatissima, però ogni tanto salta fuori. Cosa ne dici Nicolò? Ma direi che la francese è una di quelle aperture che sono giocabili, il bianco ha tanti modi di entrare in posizioni con leggero vantaggio, e quindi sarà il bianco ad avere la maggior scelta, diciamo, e il nero è pronto a soffrire. Okay. Ehm, con il compenso di avere tendenzialmente una struttura pedonale es estremamente squilibrata che gli permette di controgiocare, quindi in realtà cioè di non soffrire, è soffrire, ma con delle chance di vittoria esatto, eh, senza entrare in posizioni, magari di gioco estremamente aperto. Quindi ha una posizione con chance di vittoria in cui si soffre un po', ma gioco chiuso, non è una siciliana, per dire, no? Dove cioè, ti metti un cavallo f7 cavallo f3. E qui no. il nero sì, decide di contestare è che... Cioè, ok, sì, vai avanti, giusto, le due mosse. Decide di giocare F6 e attaccare la catena pedonale del bianco non solo alla base con C5, ma anche alla punta con F6. Alfiere 3 il bianco non prende e eh, sviluppa l'alfiere. E poi... Se potesse avere questa alfiere in D3 avrebbe quasi la formazione ottimale. No? Eh, purtroppo per lui non sarà così semplice e dunque per far entrare in gioco in questa alfiere o sposta il cavallo dai 2 oppure gioca G3 e poi questa alfiere andrà in G2 o in H3. Sì, Più sì. la seconda che non la prima. Eh, arrocco corto, e... Arrocco ecco corto G3, e donna B6 donna b6 e qua ha giocato donna d2 che dalla da mia memoria alquanto scarsa devo ammetterlo ma eh, da, da quel che ricordo eh, è sbagliata, è, cioè, è un'imprecisione allora, qui la mossa normale sembrerebbe essere alfiere g2 no? Uh, qui la mossa normale dipende da quello che intendi per mossa normale eh, se non sbaglio è donna c1 donna eh, o c1 donna Donna B3 è stata giocata, mentre donna C1 è interessante. Eh, il problema di donna D2 è che su C per D4 non puoi fare C per D4. Beh, certo. C per D4, C per D4. Perché c'è F per E5 e ti ritrovi in mutande. F per E5. Adesso questo cavallo è sospeso, dunque non puoi prendere col pedone F per via di torre per F3. Devi prendere col pedone D, Devi ma prendere. potresti 5. prendere col cavallo Sì, ma si ripete una situazione abbastanza simile. Diciamo. Dopo cavallo per 5, cavallo D per 5. No, Sì, cavallo D per 5, mi pare. E adesso eh. se prendi col pedone F, non arrocchi mai più, no? Se prendi col pedone F, perdi comunque perché c'è Torre F3 e ci sono problemi. Poi Assolutamente, indipati. non arrocchi mai più, ti arriva Torre F3 compressione su, su questo alfiere. L'idea Se... è che su alfiere G2 eh, fai cavallo per E5. Cavallo per E5, ragazzi, questo è il tatticismo alla base di Torre F3. L'idea è che non potete il bianco non può giocare alfiere per F3 per cavallo F3 col doppio alla donna e al re e eh, non può prendere col pedone D per via di torre per E3. E il nero guadagna un pezzo yes cioè in realtà recupera il pezzo che ha dato però e... il problema è che la posizione risultante del bianco è disastrosa perché ha perso un pedone ha perso il pedone centrale e, e qui è... è pronto il nero a mangiarsi anche il pedone in 5 sì. diciamo che comunque la mossa più giocata è donna B3 e... okay, adesso arrivo su quello Riccardo. D per E5 di per 5, Alfiere C5. Hai le case scure. Di per sono... 5, Alfiere C5. Il nero è costretto a catturare. Eh, si. Sì, non per non c... fare, Giusto per far vedere, non può fare cavallo E di 4. Ok, eh, questa è una mossa 3... importante da vedere. Non può fare cavallo E di 4. Che è la mossa che vorrebbe fare. Esatto, perché c'è Alfiere B4 e abbandona. Perché c'è Alfiere B4 con inchiodatura della donna sul re. È dura ragazzi, è dura questa posizione. Tutto da che cosa nasce? Tutto nasce dal fatto che il bianco è indietro di sviluppo e il nero ha dei tanti tatticismi aggiuntivi nella posizione perché il bianco gli serve una posizione dove con la sua retratezza di sviluppo ha dei problemi. Ha dei problemi con il re, ha dei problemi con la regina, ha dei problemi con l'alfire f1 e il cavallo in f3. Ha dei problemi di, di vario tipo. Eh, cosa le due mosse più. mi stava partendo un cosa che fa molto, fa molto salento quando molto finalmente certe. sarò lì fra circa un mese. E, um, dicono, okay. Le due mosse più spontanee sarebbero o difendere il cavallo e preparare l'arrocco con Alfiere G2, oppure fare, scusami, al posto di donna di due oppure no, okay, fare no. donna b3 scartiamo okay, prima donna, facciamo no, vedere no, il perché no, non va bene no, al fiere g2 perché g2, purtroppo no, questo povero cristo rimane indifeso ed è chiaro che partono i tatticismi contro l'alfiere e 3 che okay, non sono neanche molto difficili da trovare magari, magari ci metto prima c per d ma ci sarà b2 in presa c'è cioè. b2 in presa e ci metto dentro un c per d4 Giusto per portare dentro l'alfiere in gioco, no? Esatto, così l'alfiere si apre Donna per D, donna per B2, torre B1, anche alfiere B4 scacco. No? Donna per B2, e ora su torre B1 c'è alfiere B4 scacco. Re F2. Eh, Re F2. Ci Va sarà bene, qua. Su Re F2, vabbè, farà donna. donna forse può fare anche donna per A2. Probabilmente, non lo voglio. Dire. Donna per A2, e ora vedete che questo cavallo è inchiodato. Questo cavallo fra poco sarà inchiodato. Sì, eh, c'è F per E5 alla prossima. So. Alla prossima c'è F per E5. La scatola si apre e il nero entra un po' da tutte le parti, no? Sì, sì. E... Comunque... Io penso che, che l'idea sia C per D, cavallo E per D4. Dunque, e... scusami... Ehm... Alfiere G2, C per D, Cavallo... E. No, 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 non Alfiere G2, eh, okay. donna di... Ok, la No, volevo don... far vedere che sul Cavallo E per D4... Ah, c'è B2 impresa, C'è cioè... B2 impresa allora, e poi ma... ci sarà impresa anche i 5. Perciò... No, c'è cavallo per, cavallo per D4 e hai perso subito, no? Perché su Alfiere per donna per B2 c'è G2 impresa. Cavallo per D4, su Alfiere per c'è donna per B2 e c'è G2, in presa. G2 in presa. Esatto e poi mangerò in E5 qualcosa, no? e... diciamo a rocco corto. Ma sai e... che forse mi convinceva di più in, in questa posizione? Eh, su cavallo per D4. Ma se mangio prima in E5, non ti piace? Uh, sì, devo calcolare il cavallo per E6, D4, che è quello che più o meno no, succederà. No, scusa, cavallo per E6, faccio donna per ah, E3. Scu scu scusa, scusa, no, mi, eh, sì hai ragione. Mi stavo, pe stavo pensando la con la donna in D2, che è quello che succederà in partita, immagino, no? Eh, sì, e perché l'idea qui è che cerco di aprire il più possibile. Sì, no? Sì, sì, sì. sì, sì chiaro. L'unica scoperta <ride> che mi dà fastidio è questa. Questa è una scoperta fastidiosa. Perché no, l'alfiere no. attacca la donna e il cavallo attacca l'alfiere in E7. Ah, qua donna per B2 sarà, sarà un donna diverso. per B2. Questa infatti era la mia idea. Attacco l'alfiere in G2. Bianco fa cavallo per E7, scacco. Oppure per il fiere C5 anche, eh? anche quella è molto, molto semplice. Sì, vero. Cavallo per E7 e comunque. Adesso un eventuale cavallo per E5, no, ma c'è G2 impresa. Cioè, G2 impresa non si può fare perché c'è G2, deve giocare a rocco corto. E a questo punto, mh, probabilmente E4. Mangio in F4 e faccio E5. Mangio in F4, è un pedone. Ah, anche, anche, anche quello è vero, anche quello è vero, anche 4. Però questa lascia aperta poi la casa di 4 per il cavallo, si. Sì, esatto. È per e forse F4. è meglio, a parte il fatto che con donna per C3 attacco che questo sì ma tutte vanno bene Matteo, dai. vanno bene tutte e allora ritorniamo alla posizione di partenza nicolò la mossa più logica in questa posizione visto quanto ci dà fastidio la donna in b6 e il fatto che non abbiamo tempo di fare b3 o torre b1 che peraltro sono mosse abbastanza tristi tu mi suggerivi donna b3 sì, donna B3 è la più giocata e penso che common knowledge sia donna 6, a questo punto la posizione è poco chiara. Il nero non vuole cambiare le donne, anche se potrebbe esistere anche questa possibilità, presa, presa, presa in D4, ma il bianco. In questo caso, mangio di pezzo però. Faccio mangio cavallo di pezzo per con D4. cavallo per D4, e, e sulla questo... presa in E5? Sulla presa in E5 c'è 6 in presa. Mangine 6 col cavallo E adesso sull'eventuale torre F6 Ah, torre F6 c'è cioè cavallo C7 C'è cavallo C7 che attacca la torre e Torre anche B8 le... Cavallo per D5, abbandono Cavallo per D5 Attacca la torre in F6 L'alfiere in 7 Disastro, adesso sì che la posizione si apre Gli alfieri diventano fortissimi Soprattutto il bianco ha l'iniziativa E senza le donne Il re non è un fattore di debolezza anche perché poi in un attimo andrai a rocco corto o andrai in D2. Va bene, dunque, donna B3 sì. sembra più spontanea quella che suggerisci tu. Fare donna sì. A6. Sì, qui penso ci siano state un... forse una o due partite. La cosa divertente però... di questa posizione, Nicolò, è che ci sarebbe una scoperta di cavallo. Ma, ma cavallo... non ha casa per scoprire. <ride> ha solo una casa per scoprire, che però è abbastanza schifosa. Cioè la casa C1. Ok, non sono così d'accordo sul fatto che sia schifosa. Nel senso che cavallo D3 in generale è una bella casa per il cavallo, però sì. Beh, però con la donna in B3 non vuole. Potrei... Sì, no, chiaro, chiaro, chiaro. Eh... Su, su questo siamo tutti d'accordo. Però intendo in generale cavallo di 3 Qui D3. non so, penso che faccio donna A5 e adesso aspetto la tua cavallo D3 e poi ti faccio C4. Mm, non ti saprei dire, sai. Onestamente, donna 6, cavallo C1. Non l'ho mai analizzata, a essere onesto. Penso che tu possa fa anche fare C4 volendo, cioè, già in questa posizione qui: sì, perché tanto B5 la vuoi fare. Eh, sì, sai, è se... possibile. Anche se io, sono sempre un po' refrattario come idea. Mi, ha mi hanno insegnato da piccolo che quando fai C4 nella francese, nella maggior parte dei casi perdi. Eh, ma è un motivo molto concreto, no? Perché adesso devi fare donna C2 e, e, poi ma e mangio in E5 Mangi in E5 Deve mangiare di forza di cavallo Perché il cavallo è sospeso eh, Non penso, penso tu debba mangiare di D in realtà Perché se mangi di cavallo mi apri troppo le linee Eh sì, se no devo mangiare di D Però quando mangio di D E su D alfiere C5 tipo Sono, e... sono d'accordo, alfiere C5 L'alternativa è cavallo C5. Sì, al, sì pensavo al fiere C5 perché penso di, di cambiare il cavallo, però sì, anche il cavallo C5. E, però anche donna A5 devo dire che a me piace, piace perché, ehm, anche ten, donna A5, Tengo la posizione flessibile. E adesso questo pedone in C3 è inchiodato dalla donna sul re, No, no vabbè, ma è, è chiaramente orribile. Tutto ciò, ciò. ok. Però andiamo a vedere donna di 2, perché adesso se tu mi dicevi che donna di 2 è scorretta... Ma... Non è che è scorretta, è che c'è questa linea con C per D. Adesso sì. devi mangiare di cavallo, perché come abbiamo detto prima, mangiare di pedone non va bene. Mangi di cavallo. E qua dopo F per E5. Sì. Eh, cavallo per E6, cioè D4. Penso. Eh, sembra un casino. Okay. E ora super casino d4 da parte del Nero. E Chiaramente, non adesso non sarebbe una buona idea mangiare in f8 perché il Nero mangia in E3 attaccando la donna. La donna si deve spostare, e a questo punto si rimangia in, in f8. Forse così. E il Nero ha due pezzi per la torre. Ha anche preso il pedone e Ha un re un po' più al sicuro. Minaccia la presa in f4. No, no. Sta okay. da Dio no? Sta da però... Dio. E perciò su d4 non no, prendi d4... frodo È forzata, credo. Che o ritiri l'alfiere in f2. Sì, o in g1. Non so quale sia la cosa giusta. O in g1. Oppure prendi in d4. Ma se prendi in d4, ah, prendi in d4 ti sì. arriva l'alfiere b4, ti inchioda la donna sul re no? Esatto, no, no, ok, devi fare o alfiere f2 o g1. E sembra come minimo un casino, ma sembra un, un casino di quelli che vanno molto facilmente a favore del nero. Questa eh... potrebbe essere l'evoluzione naturale di questa posizione. Comunque, Grishuk sta pensando, secondo me è uno dei motivi per cui sta pensando è che si sta chiedendo. Perché il mio avversario ha giocato Donna di 2 che ha una cattiva reputazione? Che cosa può aver preparato? Ha fatto un errore? Ha sbagliato? O ha, ha inviato un no, magari... una esatto. sorpresa? Esatto, magari i nuovi motori dicono che qua è tutto a posto. Non okay. ne ho idea. Purtroppo non, non, non ho ancora. Non vedo francese da, da epoche. E... Boh. Però questa posizione non sembra, non sembra piacevole. Eh... Ok, abbiamo un po' trascurato poverini nella nostra chat, dunque andiamo un'occhiata sì. a che cosa ci dicono. Ehm, risalgo un po' più indietro perché mi manca tutta una parte. Innanzitutto saluto TheVerse995 e Yonno12. Eh, ringrazio tal de ital eh, no, tal de ital per l'abbonamento Gra prime grazie a sostegno del canale italiano non possiamo che essere eh, contenti del, del, della tua sottoscrizione caro amico e ci dice mad carl sempre detto che i cinesi devono limitarsi a giocare a Xiangyi e agli scacchi cinesi ok a Adibate ci dice Cosa ne pensate di Wang Gao, Nonostante sia di altissimo livello E quello che finora ha commesso più errori Possibile dovuti a una scarsa preparazione no, Mi ma... sembra un giocatore Un po' in eh, un In evoluzione In evoluzione tu dici sì, non è che ha giocato tanto tra i top, uh, non è, diciamo, sicuramente il più abituato. Ottimamente a... i suoi risultati eh. sono stati assolutamente. Assolutamente. Però secondo cioè, me. Perché Cup, secondo te? Perché sta facendo un lavoro per cambiare lo stile di gioco? Ma scusa, era già fortissimo prima. Lo chiamavano la muraglia cinese, Eh ma c'è cioè, cioè bisogno. Vuoi certo vincere punto di più. O... Probabilmente sì, ma comunque è un... Uh, come dicevo, secondo me non è uno di quelli che è più abituato a giocare a questo livello, no? è, un, è anche uno di quelli che fa spesso tornei open relativamente. Quindi c'è un po' di differenza rispetto agli altri. Che, okay, eh, a parte... Ha anche il problema ah, che in, per i giocatori sì. cinesi è tutto più difficile, visto le restrizioni con, in cui esatto. vivono. E l'impressione è che lui, con l'ascesa la, la, di Ding di Ligien, è stato un po' messo da parte dal, dall'establishment. E dunque lo, rele lo relegano un po' a giocare di tornei come dicevi tu. Un po' meno importanti, perché sì. eh, mh, è difficile che vengano invitati più di un giocatore cinese eh, di torneo e lui per essere invitato avrebbe bisogno di salire di rating, non che abbia un rating così basso, eh, perché ha 2763 è il problema, però è sempre spettato, la concorrenza. È, è relativamente stato un po' escluso, cioè non ha avuto magari risultati molto importanti di vittorie di, dei pochi tornei top che ha fatto e quindi non è mai stato preso magari seriamente, tra virgolette, cioè nessuno dice che è scarso per l'amor del cielo, però non, non è tra i più quotati, diciamo, no? E a questo, a questo livello penso che la popolarità sia molto importante, perché è quello che ti fa ottenere gli inviti ai tornei. Esatto, Scamorza Reale è stato, è stato sgridato dal Nightbot, devi tenere presente a Scamorza Reale che il Nightbot è un personaggio difficile. Certe volte... E sgrida anche senza motivo. Magari non gli è piaciuto il tuo, il tuo nickname e ti, ha, e ti ha cazzolato. Allora, secondo voi Fabi è ancora entro la preparazione? Mm, difficile dirlo. Non credo proprio preparazione e oh. preparazione. Non credo, però non si sa mai. Eh. Con Fabi boh. non si sa mai. Vedo che è stata giocata al Fiere a 3. Io ripeto che avrei giocato torre a 3 tutta la vita, ma. Eh... Diciamo che mi fido più di Fabi che di me. Quindi, eh, fino a lì viene così. E dopo il fiore a ah, tre. Boh. Mi dicono che la Murella cinese non era Wang Hao, ma era invece Wang Yu. Io mi ricordavo fosse Wang Hao. Però di magari modo. mi sbaglio io, eh. Non sono esperto di tutto ciò. Allora, che... io vado un attimo ad acchiappare la mia tazza di caffè che a questo punto mi reclama. Vi dico solo che in questa posizione. Non ha ancora mosso il nero, sta pensando, in questa posizione, incredibilmente, ehm, dopo la mossa al Fira 3, che io avevo pronosticato, Nicolò e eh, ci tengo a dirlo che l'avevo inserita in una delle mosse possibili. Sì, eh, sembra... il, il nero ha pensato lungamente e alla fine si è pappato il pedone a 5. Diciamo che sembra più papabile, adesso esatto, mangiarsi quel pedone. Ci sta. Eh, perché ci sta. la linea di prima non sembra più così interessante. Adesso è 5, forse fa cavallo di 5, immagino. Ma sai che io credo che, che, che Caruana sia ancora in preparazione, sì. Ah, può essere, però. Ascolta, ha un'ora e 40 sull'orologio. e eh... Ha giocato al fiera... L'unica mossa su cui ha pensato mi sembra sia stata proprio Alfiera 3. Oh, oh no, forse... ma sicuramente, sicuramente sarà in preparazione. La mia domanda è come vuole proseguire questo tipo di posizione? e eh vabbè, ma Nicolo basta che attendi un po' e prima o poi lo saprai. Attenderò con ansia. Era so <ride> che La differenza rispetto a prima è che la linea con i 5 non funziona più. Perché adesso fa cavallo di 5 basta il nero e 5 del bianco, e... cavallo di 5. E se ne sbatte, diciamo. Ehm, Sempre parte... detto in modo papale, papale. Esatto. E... E... Mm... Non so se sap... qui un cavallo, cavallo, un cavallo ma E4, un cavallo, ma, ma su un cavallo 4 il nero a cavallo C4 che sembra una mossa interessante. A cavallo C4 mi sa che ti becchi torre C1. Ma mangio in A3. Eh, ce cioè, cioè, l'ho presa in D6 così forte vediamo torre c1 io mi mangio un pezzo tu prendi di d6 con il pedone e per d e per d no vabbè sembra un disastro questo per il nero però il cavallo tanto è intrappolato non, non va vale da nessuna ecco, parte questo è il punto fondamentale della cosa che il cavallo è intrappolato non posso giocare al per d6 perché prendo il doppio sono sì. costretto a giocare diciamo al fire d8 Ok, il fiere di 8, diciamo donna A4 riprendo il pezzo. Donna A4 e... e questo è il problema. Cioè il fatto che ora perdo il cavallo, no? Sì, sì. Ho un pedone in più e basta. Esatto. Dunque non è una buona idea giocare. Ehm... C'è da vedere se c'è qualche. Mossa magica tipo cavallo F4. E magari mi dai matto, però. Dunque su cavallo, cavallo e 4, forse giocare donna di 7. Donna di 7? Sì, sembra logica. Cioè, Beh, mi tolgo dalla colonna C sì, sì. e difendo il pedone di 6. Sì, 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 perfettamente d'accordo. Sembra, okay. sembra e perfettamente ora io ti lascio, Nicolò, la posizione invece alla scacchiera della partita che è un inglese che però da un inglese è rientrata eh, in qualco, forse più in una rete. L'unica che non abbiamo visto. Questa, esatto, no? tu mi racconti un po' ai nostri spettatori che cosa ne pensi di questa posizione e io sono subito di ritorno. Sì, a um, boh, primo impatto sembra una tipica posizione andata un pelino storta per il nero. Perché vabbè, si può venire semplicemente dallo sviluppo che il bianco ha tutti i pezzi fuori, il nero ha una torre in A8, un alfiere in C8 che non giocano, ha questo cavallo in B6 che ho un po' sospeso. Ad esempio ci potrebbero essere delle idee con cavallo B5, sparo. E, e... vedo un po' di problemi concreti per il nero, non mi sta, non mi sta esaltando a primo impatto. Ehm. Uh... Ma se qui tocca al nero. Tra l'altro, ok, meno male. Perché sennò era abbastanza tragico. E, mm, non, non so esattamente cosa dovrebbe fare. Perché se tentasse di sviluppare i pezzi, ad esempio, con Alfiere D7, sembra la più logica, penso che donna B3 o donna B1 creerebbero parecchi problemi al nero. Eh, la donna in C7 è debole, il cavallo in B6 è sospeso. Eh, sono troppi punti deboli, penso. Non, non, non mi piace per niente, non so dove sia andata storta, ma qui sicuramente qualcosa è andato storto. Eh, dovrei rivedere la partita, ma mh, sfortunatamente non sono io quello con il controllo del, della scacchiera, quindi dovremmo aspettare Matteo. E non mi piace per niente mm, proprio, proprio per niente non, non saprei neanche cosa consigliare per il nero È interessante magari qualche E5 Per uh, sostenere che il cavallo in D4 è relativamente mal piazzato Però c'è cavallo F5 che è gratis ehm, E dare l'alfiere sul cavallo sarebbe follia Pura, semplice follia perché i pezzi del, pezzi del bianco sono troppo attivi. Magari è interessante la linea E5, cavallo F5, alfiere per donna per cavallo C4, con idea che c'è sia B2 che, che 3 in presa, ma penso che il nero non possa mangiare in B2, quindi se sposto semplicemente l'alfiere, tipo alfiere G5. Ho seri dubbi che ci si possa permettere cavallo per b2 ci sarà tipo torre per D8, cavallo D5 o cavallo di 5 subito eh, Non so se puoi far vedere Matteo al volo no visto che sei riuscito a tornare Se ci sente Matteo? Non so se sono mutato io o se non mi sente lui. Io non sono mutato, mi confermate dalla chat. Boh, vabbè. E... Ah no, ok, era senza, era senza cuffie. Ok, ci senti Matteo? Adesso sì, scusami okay. ma dovevo sbrogliare le cuffie perché eravamo, erano arrivate a essere a un livello incredibile. Allora, innanzitutto volevo far vedere un altro ai nostri spettatori, poi ascolto quello che hai da dirmi eh, Nicolò. Vai, vai, vai. Ehm, come sono i precedenti della giornata di oggi dei giocatori? Questa è la situazione e per quanto riguarda i precedenti gli accoppiamenti odierni c'è solo una partita fra napolnici e Alexie yenka eh, Wangao 2 a 1 con grishuk giri conduce 4 a 3 con Vascela. grave 24 patte devastante devastante eh. esatto modello match mondiale fra Kasper e, ah, no, io, e voglio... 3 parola 2 condice di conduce ding contro Fab... contro fabiano e tra l'altro ha vinto la partita di questo torneo di andata. Sì, beh, io continuo a puntare su Anish, non me ne frega niente per il resto. <ride> ehm, ok, ti volevo chiedere: ok, qua la mia opinione almeno è che il nero sia in mutande, più o meno sia sì, cioè, in mutande, cioè, ah, completamente sì. andata. Non capisco come possa essere buona, cioè o c'è qualcosa di concreto perché i pezzi del bianco sono tutti troppo attivi, il nero non ha ancora sviluppato due pezzi, eh, il cavallo in B6 è molto loose, non vedo chiari modi, cioè ogni volta che la donna si sposta il cavallo è in presa, ci potrebbe essere qualche cavallo B5, idee del genere, la donna del bianco si sta per spostare o in B3 o in B1 e ci sono veramente un milione di scoperte. E, quindi l'unica opzione papabile che vedevo per il nero era E5. Okay. L'unica concreta almeno per provare a risolvere i problemi. Però mi sa che perde, se, cioè perde, diciamo, si prende cavallo F5. Certo. E ok, adesso Alfiere per F5 è orribile, ma penso sia forzata. Perché credo, certo... credo, credo anch'io. Ok, potresti tentare Alfiere F8, ma onestamente... Sembra... potresti provare al fiere f8 sì ma tipo sposto, sposto la donna e troppi problemi secondo me ok quindi o oh, al fiere g5 addirittura al fiere g5 no al fiore g5 sicuro è molto più forte no 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 sì no 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 Quindi penso. Di fare no no Donna per, per f5. f5 e adesso rit ritornare in e 7 con l'alfiere. Sì, no, ok. A questo punto eviti proprio di fare alfiere f8, no? Sì, però ti ho fatto spostare l'alfiere dai 3 in g5. Così Ehi. questo cavallo. Ok, ok. Stavo guardando una variante leggermente migliorata di questa, che è senza fare alfiere f8. Era fare alfiere per f5 subito. Donna per f5. E l'unico controgioco che vedevo era cavallo c4. Così? Eh, con l'alfiere in e 7 ok, perciò cavallo F5 alfiere per F5 ora mi proponi alfiere per F5 che appunto era la mossa di cui parlavamo all'inizio donna per F5 e, e, pensavo e al adesso cavallo C4, C4 però onestamente... perché il cavallo mangiando in E3 attaccherebbe la donna in F5 esatto però onestamente penso che dopo alfiere G5 non, almeno non credo che il, uh, che il nero possa mangiare B2 a primo impatto sembra, perde, sembra perdere. Insomma. Cavallo per B2 ci sarà cavallo di 5 Ci sarà torre per D8, seguita da cavallo per D5. Veramente troppe mosse. Torre per D8. Puoi scegliere. Quindi mi sa che deve giocare, deve giocare, mi sa, donna per D8. Sì, forse cavallo di 5 subito è più forte, ma penso che tu vadano bene. essere più precisa. Giocare, giocare cavallo di 5 subito un attacco alla donna c7 e attacco alla donna c7 e attacco al fiore 7 e attacco al cavallo f6. Sì, puoi scegliere, cioè, forse c'è anche il doppio se vuoi aggiungerlo, che se fa tipo donna, che ne so, c8, no, donna c8 no, se fa tipo donna d7 c'è anche cavallo b6. Quindi se vuoi proprio aggiungere il... Ok, il perché... A parte che c'è cavallo per f6, no? che vince comunque, ma in più se vuoi metterci un altro tatticismo, c'è il cavallo c'è cavallo b6 dopo aver mangiato in d7. Certo. Ah, prova Donna per adesso, puoi mangiare di cavallo perché c'è il pezzo in e7, devi mangiare di torre. Cavallo per f6 e via. A casa proprio Cavallo per f6 scacco. O ancora meglio prima per f6, ma torre per d7 e quando mangi g 5 poi per d7. Sì, cioè, ragazzi, che botte, che botte. Eh, sento un'ambulanza, veduto eh, è. Mh, <ride> Ho chiesto di non farle passare qui mentre ah, no. io faccio le trasmissioni, ma. Eh, stranamente, il ministero del, della sanità mi, mi ha detto che la cosa non è possibile. Ok, <ride> comunque, sì, mi sembra, mi sembra onestamente che. Kirill sia in una posizione orribile Certo Proviamo eh. a rivedere come ci è arrivato In questa posizione orribile Gio Nepo gioca C4 L'inglese Cavallo F6 Adesso i top giocano quasi tutti questa linea qua uh. ehm, Invece okay. no, Alexeyenko no. eh, Gioca cavallo F6 G3 E6 Alfiere G2 D5 Cavallo F3, D per C4. Questa è una reti? Um, sì, sì. sì la definirei sì, una reti. Donna a 4 scacco, cavallo B di 7. Sì, donna per C4, A6. Era donna... possibile, mm. presumo, fare anche alfiere di 7, no? Penso siano possibili entrambi. Cavallo B di 7 mi sembra più naturale, onestamente. Che, con l'idea di su donna per C4 di fare alfiere C6. Sì sicuramente mettere questo cavallo in D7 Già che ci sono ci metto anche C5 Guarda però sì Ok E invece gioca cavallo BD7 Donna per C4 A6 Sembra normale Vuoi fare donna vuoi C2 fare C5, Donna C2 C5 C5 naturale Cavallo C3 Penso che sia un pelino forse incoerente Nel momento in cui mi gioca alfiere E7 nel senso che stai facendo tutte mosse di sviluppo sul lato di donna per riuscire a fare b5, forse è il caso di concludere, quindi di fare donna c7, b5, alfiere b7, e poi sistemarti sul lato di re, visto che comunque non si aprirà immediatamente il lato di re, no? Arrocco corto, arrocco corto... Fiore 7, ok, arrocco corto, arrocco corto... Questa d4 sembra un'ottima mossa... Infatti, eh. il bianco cerca di far valere la maggior facilità dei suoi pezzi di entrare nel centro no? Penso in che particolare il problema classico del nero in questo tipo di posizioni che assomiglia molto anche al gambetto di donna accettato sì. è il fatto che l'alfiere in c8 ha difficoltà a essere sviluppato sì. sì, sì, sì. questo però che... sembra addirittura migliorata sì. perché il bianco molto spesso nel gambetto di donna accettato ha l'alfiere in e2 lui invece ha alfire in G2, perciò la sua pressione sulla diagonale è ancora più forte. Sì, assolutamente. Scuso un attimo che ho una comunicazione dalla regia. <ride> ok. Mi fanno presente che la super lega è già tramontata. Ottimo. ma noi non abbiamo avuto neanche il tempo di parlarne perché non era un argomento scacchistico e, e invece vedo che stanno arrivando le prime iscrizioni da... al torneo del Salento e questo <ride> mi fa piacere e fra poco andremo di spot visto che parliamo di Salento, il sito è finalmente online con dentro quasi tutto, manca un... ancora qualche ah. inserto grafico, ma per il resto c'è quasi tutto Matteo. D4, presa in D4, cavallo Aspetta. per D4 donna C7 mi è arrivata una comunicazione importante. Sì. Ehm, che se vai a mossa 15 in questa partita. Eh, ehm... Adesso ci arriviamo. Torre sì? di 1. Torre di 8. Alfiere 3. Ci siamo quasi. eh, Cavallo B6. Sei convinto di questo cavallo B6? Per niente, onestamente. Ma come ho detto, non è che il nero stia anche bene. Qua. Però sì, diciamo che questa è proprio mossa forse c'è cioè, cos'altro fai sembra la mossa più naturale no eh, forse lo devi mettere dall'altro lato però cavallo b6 ok cavallo b6 non mi piace ripeto il lì. problema però è che b6 se non b6 puoi fare b5 b6. o b6 l'alfiere non esce se l'alfiere non esce la torre non va in c8 se la torre non va in c8 la donna non può andare in b8 e dunque sei incastrato con tutti i pezzi forse come dicevi tu cavallo f8 Idea torre a c 1 fare alfiere di 7. Idea quando il bianco toglie la, ehm, la donna. Qui però ti manca sempre un tempo perché dovresti già avere la torre in, in C8. Perché ora <ride> il bianco minaccia a cavallo di 5. Dunque, qui eh, che fai? Devi togliere la donna. Il problema è che dove la metti questa donna? Forse in A5. No, perché hai il problema che perde il pedone B7. No, no, ma ci sono troppi Dunque ci sono, ci sono veramente problemi enormi. E come dicevo, quello che fa la differenza fra questa posizione e quella del gambetto di donna accettato è che questo signore è su questa diagonale e impedisce la spinta B5 o B6. Cavallo B6, torre AC1 e 5 è stata giocata poi. Eh, sì, è stata giocata E5. a cavallo F5. Esatto, è che e che mi ha riportato. Non ha preso in F5, ha giocato al F8. No. Ecco, mi... però tu eh... mi volevi dire qualcosa sulla posizione alla quindicesima mossa? No, sì, no dimmi tutto. lui ha preso in F5. Scusami? Lui ha preso in F5. Lui ha preso Ma... in F5? Sì, ha preso in F5. Okay. Ma su al F8, che era quella che stavamo analizzando prima, al G5 che... Proponevo ovviamente è un, cioè, tendenzialmente una buona mossa va tutto bene, no? Mm -hmm. eh, però eh, mi è arrivata la comunicazione Dal mio coach, che a quanto pare cavallo per G7 è una mossa molto forte che vince. Ragazzi! Cavallo per G7. Chi di noi senza essere motorizzato oppure senza essere molto forte e focalizzato solo su questa partita riuscirebbe a trovare cavallo per G7? No, no, no. Che mossa, ragazzi! Devo chiedere tra l'altro se l'ha trovata col motore o se l'ha vista lui. Eh, e okay, cerchiamo di capire che... qual è l'idea. Sì. Allora, il punto mm. è che se uh, alfiere per G7, adesso mm. c'è cavallo E4 che vince. Cavallo E4? E il punto adesso è la che... donna è sospesa. Ma la il problema è, è che su torre è Donna sospetta. per C2 Arriva torre per D8 scacco E ora su Alfiere okay. F8 Arriva cavallo per F6, F6 scacco sì, sì, sì. E poi Re mangiati. G7 Torre per C2 eh, Già che C6 fai cavallo E8 scacco Scusami, Hai ah, ragione G. più precisa Cavallo E8 scacco Re diciamo Poverino non so dove Diciamo G6 Torre per C2 e alla fine il bianco ha incassato il materiale di ritorno, ma guardate come sono piazzati i pezzi del nero. No, ok, questo è un disastro, ma ehm, probabilmente torre per D1 sembra la più naturale, no? Perché è scacco e toglie uno dei pezzi dalla presa. Dunque, prima che tutto questo cominci, torre per D1 scacco. Donna per D1? Sì. No, no, dopo cavallo E4, cioè alfiere per G7 e eh, alfiere per G7 cavallo E4. Ok, però potevo giocarla anche subito. Comunque, vabbè, alfiere per Va, per G7, qui però se vuole il bianco potrebbe essere lui, ma ok, fa cavallo E4. Cavallo E4. cambi in D1 con scacco. Donna D4. per D1. Donna per D1. Così la torre adesso... attacca la donna. Esatto, adesso il punto è che il cavallo B6 è in presa, no? E ora e il cavallo di 6 è preso. Quindi, l'unica mossa possibile è cavallo c4, no? cavallo c4. Ma su cavallo c4, torre per c4. Torre per c4. E c'è donna di 8. Continuano i fuochi pirotecnici da parte del bianco, donna di 8 scacco. E come al è... solito, lo vedete, il colpevole di tutto questo è lui perché se l'alfiere non fosse in C8 la torre difenderebbe il suo re. Invece così, alfiere F8, cavallo per F6 scacco, re G7 e ora qui forse è cavallo H5. Boh, penso sia indifferente. Sicuramente. E... Se vuoi se la mossa più forte è alfiere H6, se stai cercando la mossa più forte. Wow. Continuano, beh, questa però era più più Trovabile non più so facilmente, se, il so, dia è... re per H6, sparando. donna per F8, scacco. Sto sparando, non so se sia davvero la mossa più forte, ma potrebbe esserlo. Potrebbe, potrebbe esserlo, perché l'idea è che adesso il Re su G5 si becca donna G7 e su Re... No, devi fare Re G6, Esatto, unico... e su Alfire E4. Adesso, adesso... Stavo cercando il matto, sì, stavo cercando se c'era un matto. Forse non c'è però. Quindi forse, forse, forse o non funziona. Oppure forse al posto di Alfiere 4 devi fare un'altra mossa. Tipo. Tipo non lo so. Tipo donna di 6 No, Non lo so. Non lo so, onestamente. Ok, forse non funziona Alfiere H6. Però, come dicevamo, c'è anche la possibilità in questa posizione. Anche la possibilità di non fare assolutamente nulla, di lasciare il cavallo in, in F6 e di giocare al fiere 4, per esempio, in questa posizione. Aspetta, alfiere h6, re per h6, donna f8, regi 6, secondo me ci deve essere qualcosa, però. Vabbè, però... Ah, eh, no, no, semplice, semplice, scusami. Eh, alfiere h6, re per h6, donna per f8, regi 6, cavallo e 8. Aspetta, alfiere h6, re per h6, donna per f8, regi 6, cavallo e 8. E ti becchi matto. Cioè, non, non puoi difendere le scure. Se mi fai donna C1, me ne frego e faccio alfiere F1. Certo. Perché tanto sarà matto dopo. Donna C1, alfiere F1. E ora il nero deve cercare di non prendere matto in questa posizione. Sì, ma Penso non sia possibile. Semplicemente tu dici e... che tipo faccio e... alfiere H3. Eh la minaccia è eh, H3, donna G7, donna F6. e Re, Re F5. E ora non cavallo di 6 perché il, il, il re scappa indietro e qui probabilmente vince addirittura il nero, ma donna f6. No, unica... don, donna f6, re 4, cavallo di 6 e sarà matto da qualche parte. Cavallo di 6, re di 5. E 4 scacco. E 4 scacco. Sarà matto da qualche parte. Re c5. Non mai la vita che non è matto. Donna per il 5 scacco. Uh, sì. O cavallo per b7 anche. Perché così forse mi scappi in c6. Con cavallo per b7 ti tengo tagliato. Questo sono d'accordo con te. Molto meglio non far scappare il re nella sesta e spingerlo verso um, invece il, il centro. Re di 4. Donna di 6. Donna di 6. Questo è matto. No, perché c'era per 4 Ok, però ci siamo ormai. Cavallo C5. Cavallo C5. Forse. Re F5. Ah, no, scusa, Donna di 3 è matto in una. Scusa, sono rimbecillito io. Ah, no, no. vedi che c'era Donna di 3 Mi sembrava l'occhio, infatti, che ci fosse. Scusate, scusate. Ok. No, eh, leggo in chat Mad Carlo che dice matto in F3, ma non è matto perché c'è Re di 4. Va bene. Dunque, linea pirotecnica con cavallo per G7 che ci viene segnalata. Lo possiamo dire? Il nome deve, riman deve rimanere sconosciuto. Questo, questo suggeritore di cavallo per G7 è Avetic Grigorian. Avetic Grigorian, ok. Con cui, cui lavoro. Okay. Eh, tendenzialmente la maggior parte del tempo. E su re per G7, invece, perché non è finita la linea in realtà. Certo, re per G7. Eh, allora quindi eh, Fier 8 cavallo per G7, re per G7. C'è cioè Donna B3 che attacca il cavallo in B6. Sì. A questo punto eh, non hai modi per difenderlo. Quindi lo devi per forza spostare. No? Sì, diciamo devi che cambio prima una Torre in D1. Ok, torre per D1 se vuoi mettercela. Allora, puoi però fare. Qui forse c'è cavallo per D1. Cavallo per D1 e perdi il pezzo immediatamente. E perdo il pezzo perché adesso la torre attacca la donna e la donna attacca il cavallo. Ah, Dunque non posso quindi... neanche cambiare la torre, devo fare cavallo di 7. No, cavallo C4 forse, no? cavallo di 7 sembra... sembra perdere con uh, cavallo di 5, cavallo E4, simile a prima, no? Uh -huh. Ah, no, no, scusa, scusa, è bella. Hai ragione. Eh, facciamolo vedere, eh? Perché volevo di... cercare di, e4, di avere cavallo... la torre difesa, no? Cavallo e4. Sì. E non hai case per continuare a difendere la torre in D8. Quindi, tipo, donna, fare B8, donna B8. Cavallo per F6. Cavallo per F6, F6 o... Non può mangiare di cavallo perché perde la torre. E su re per F6, vabbè, sarà matto. Tipo, al su G5, Cavallo so. per F6, il re per F6. Alfiere g5 sarà matto, a fiducia. Alfiere certo. g5 scacco, re per g5. Donna, donna per, per f7. E ora minacciamo h4 e f4. che sarà matto. E pare proprio di sì. Perciò grande mossa, ma in partita. Ma in partita non è stata giocata al Fire F8 e dunque non c'è stata la possibilità di, di, di testare se eh, Nepo avrebbe giocato cavallo per G7. Perché il nero ha giocato al Fire per F5. Donna per F5. Sì, che era quella che commentavamo prima, ma come dicevamo... E ora nel... sono fermi in questa posizione. Eh, ci credo. Non saprà che mossa fare. <ride> Semplicemente sono finite le mosse. Eh, cavallo C4 fa alfiere G5 Se fa tipo G6 sposto la donna Tipo in F3 che attacca anche B7 eh, Cambio in D1. in D1 Cambio in D1 Cambio in D1 anch'io Con la torre Penso di cavallo in realtà Dipende di da okay, no. di cosa attacchi, attacchi la donna no. Io devo spostare la donna e vado tipo in D6 Uh, Qui però, forse al Fiere eh, C5. Boh, volendo c'è un pedone impresa. Volendo c'è un pedone impresa. però eh, al Fiere C5 no. sembra interessante. però al Fiere C5 c'è donna D2. Eh? Ma mangiatelo il pedone in presa Matteo. No, io sono ah, d'accordo. Sono, sono d'accordo perché questa donna D2 è spiacevole. Adesso devi tornare indietro e ti becchi, donna E1 scacco al Fiere F1. E, le, oh, la, la, e la situazione ancora, sia molto complicata. Se vuoi ancora essere più materialista, puoi, fare, puoi proprio cambiare i pezzi. Puoi fare alfiere per b6 e donna per e5. No, non mi piace più. Alfiere per b 6 anche a me piace di più. Alfiere per b7. Mi tengo la coppia degli alfieri, questo cavallo lo lascio sospeso in b6. Sì, sì. Okay. No. Tipo torre b8. No, vabbè. Posso, mangiare, vabbè. Anche, posso mangiare anche a 6. Puoi fare quello che vuoi, penso. Ok. Eh, Beh, uh... sempre, è sempre bello quando uno può fare quello che vuoi. Tra l'altro, qui. Ah no, torre C6, penso non la posso fare perché c'è in... per... donna per D1. Una... Penso che tu possa mangiare in A6. Penso che tu possa fare alfiere per B6 e, f... e proprio vincere subito. Cioè, così. Perché cambi tutto. Torre B8, alfiere per B6. No, no. Ah, torre ecco. Per B6. Questa intendevi. Alfiere per B7, torre B8, alfiere per B6. E adesso anche torre C8, no? A questo punto Donna, donna per, 6, per, per, B6. per B6 Va bene e Torre C8 torre, anche torre per C8 Donna per C8 scacco E alfiere F8 eh, vabbè. E, no. e qui alfiere per Più. la 6 E cavallo E4 e Oh, ma è tutto difeso. Diciamo E3, no? No, ma non serve. È difeso. F2, ah, è vero. F2 è difeso. Hai ragione. Allora a questo punto faccio alfiere di 3. o Alfiere C4. Anche o alfiere C4. O anche alfiere, o no, alfiere o C4. Anche... Cavallo di 6. Don... No, non cioè mi piace più. Alfiere C6. Cioè va bene. D3. Comunque va bene. Comunque va bene anche quella. Va bene. Comunque anche alfiere C4. Perché su cavallo di 6. Cioè, donna a 6. Gioco: Donna. 6. Ah, no, c'è cioè cavallo. Ah, sì, sì, sì va qui, bene. Cavallo bene, per... Donna per C4, donna per C4. Oh, e il non finale posso. è ottimo per il bianco perché due pedoni di vantaggio e cavallo contro alfiere. Donna e cavallo sono tendenzialmente più forti di donna alfiere. Ok, in questa posizione, naturalmente, Alexienka che ha già 28, solo 28 minuti sull'orologio contro un'ora e 23 dell'avversario sta pensando perché non sa cosa fare. No, ma qui è stato proprio un. Uh, penso un Ragazzi, il Nepo la porta a casa, il che vuol dire che metterà automaticamente pressione sugli altri, cioè su Anish Ghiri, sì, su Enviel sì, sì. e su Fabiano, perché è chiaro che riguadagna eh, del vantaggio nei loro confronti, no? Sì, direi andiamo a vedere Anish, perché a questo punto è anche probabile che. Eh... Andiamo a vedere e... Fabiano con dei... Sì, importante. Perché è la partita dove ci sono state più mosse. Dopo Alfire A3, il nero ha deciso di mangiarsi il pedone A5. Donna il C2. bianco ha fatto donna C2. E a questo punto il nero ha giocato C5. E vabbè, nel qua... tentativo di prendere un po' di spazio per i propri pezzi. Qua sarà di nuovo E5, cioè adesso è... è proprio telegrafato, no? Eh... è telegrafata secondo Nicolò e 5 sì nel senso che siamo sembra... sei preoccupato dell'entrata del cavallo in d5 no è che sembra la mossa più naturale a parte che se mi fai cavallo d5 subito mi sa che perdi dopo hai perdino devi fare prima di perè penso sì ok eh, di perè di perè eh, scusa di perè cavallo perè e... mm... boh Sembrato. Però Nicolò ti faccio altre due proposte Una è Vai. torre AC1 Che sembra un'altra mossa piuttosto spontanea sì. E l'altra è donna A2 sì. Con l'idea di fare pressione sul pedone E6 Di preparare eventuale cavallo G5 Dunque uno è donna A2 Come prima mossa E l'altra la vet... è torre e... AC1 Come Naturalmente mosse... sembra interessante anche la tua E5 Sono d'accordo Presa in E5 e... Penso che siano stili di gioco semplicemente diversi. No? Sì. Uno, uno vuole fare tutto e subito e l'altro prepara i pezzi. E boh, allora, sì. Manu Panda ci dice che Carsen suggerisce D per C. D ma, per C? Per capire, ma oh. proprio in questa posizione esatta suggerisce eh, il Super Magnus suggerisce eh, D per perché, C ma perché la vuole giocare positional? Vuole fare D per C, D per C e cavallo C4. Vuole giocare D per C, D per C, cavallo C4, cavallo per C4, donna per C4. Sì, vuole proprio mettersi. però hai un pedone. Hai un pedone, ok, sono d'accordo che positional, positional eh, c'è compenso niente. tutto Penso. quello che vuoi, però hai sempre un pedone in meno, no, compenso pieno, sì, sì, sì. Però non, più del, non per essere in vantaggio. Ehm, sono quelle posizioni in cui, nel momento in cui ti cade il pedone, sei, sei sono messo... Sono d'accordo. Se il bianco riesce a far cadere velocemente il pedone, e poi si trasforma in una posizione di vantaggio. Però il nero Carlo. gli renderà il compito difficile, no? Non è facile Carlo, Ci può stare. Sembra una, sembra una variante interessante. Ok. Eh, um... A meno che non abbia anche un'idea più concreta, magari. Uh... Tanto mi sono giocato le telecamere e non me ne sono neanche accorto, Nicolò. Non posso che scusarmi con i nostri spettatori. Però voi non mi avete detto niente. Ok, mentre io metto a posto le telecamere. Eh... Andiamo un secondo in spot, visto che sono le 2:50 e non abbiamo non abbiamo ancora mandato, dunque il nostro sponsor opera. Read up. So so It's all for you. Read up. It's all for you. Read up. Keep your ear to the ground. Talking about freedom. It's the best show in town. Best show in town. Freedom. Well, well. freedom. Freedom. So fresh, so new. Freedom. It's all for you, it's all for you. Freedom. Keep your ears to the ground. Talking about freedom.

Eccoci di nuovo con voi, intanto abbiamo recuperato le telecamere della partita fra eh, Nepognaci e Alexienko, un Alexienko che si vede chiaramente dalle immagini quanto sia consapevole della, eh, della sua cattiva posizione alla scacchiera. E... e vorrei dire che Caruana ha seguito il mio consiglio. Caruana con... ha seguito il tuo consiglio: non ha seguito il consiglio di Carsene, ha seguito il consiglio di Nicolò. Io avrei giocato donna e 2 o torre a c1. Nicolò voleva giocare e 5. Carsene voleva giocare d4 per c5. Da quanto ci hanno detto in, eh, in chat, e, e alla fine l'ha spuntata la mossa di Nicolò e 5. Sì, diciamo che comunque era l'idea che. Su... Cioè, era lì da molte mosse, no? Era lì... certo. cioè, Volevi farla a e 5, stavi cercando il momento giusto. E effettivamente. No, per sì. prima cosa, cerchiamo di capire perché è sbagliata fare cavallo di 5 senza cambiare. Eh, perché, perché il nero, pre... il bianco, prende il d6 e su alfiere per d6 ha tutta una serie di mosse che sono uno di va... più devastanti dell'altro. Innanzitutto, qui vedete improvvisamente arriva cavallo g5 un attacco al pedone H7 e con attacco al pedone E6. Sì, diciamo che cavallo E4 sembrava la più naturale, però cavallo G5 effettivamente. Beh, cavallo G5 sembra la classica mossa killer, no? Adesso sì, devi sì, fare il sì. G6. No, io stavo guardando il... cavallo E4 che comunque attaccava l'alfiere. Cavallo per E6, ma anche torre per E6, sono tutte mosse molto, molto forti. Forse il cavallo per E6 è più forte ancora perché attacca anche il pedone C5. E... Naturalmente dopo i per di 6, alfiere per d 6, c'era la possibilità anche di giocare D per C5 direttamente. E su alfiere per C5, giocare torre C1. E adesso questo alfiere è inchiodato sulla donna in C8. E di nuovo il, il nero ha i pezzi, un pessimo coordinamento, è pieno di debolezze. È in arriva cavalli 4 di, di Nicolò. È in arrivo al fiore per C5 che guadagna il pezzo, si può giocare cavallo cavallo no, cavallo G5. È l'unica che non si può giocare perché fa entrare in gioco la torre. Ok. Eh, dunque, bisogna giocare su E5 di per e 5. È già stata giocata la scacchiera? Eh, sì, no. è già stata giocata perché sì, cosa è, è successo? Che? Il nero ha mangiato in E5. Ha mangiato in C5, in C5 ok, che era l'altra opzione. E il bianco poteva prendere in, C5, in E5 con la torre, che era interessante, poteva prendere col cavallo, esatto. poteva giocare torre a C1 e inchiodare il pedone sulla donna. Alla fine ha scelto su D per E5 di prendere in C5. Sinceramente a me come gusto piaceva più mangiare in E5, però... Ognuno ah, poi ha i suoi gusti. Penso vadano bene entrambe, no? comunque il pedone in c5. Sì, però non mi piace il fatto che adesso il Nero può giocare cavallo c6 e usare il pedone c5 per chiudere i suoi problemi sulla colonna c. Boh, ma cavallo per 5? In realtà, fra pochi Ananda non si è ritirato. Se glielo vuoi dire tu che... che è ritirato oppure che si deve ritirare, ma lui non si è ritirato. E, yeah. e gioca ancora e ogni tanto piazza ancora qualche zampata. Chiaramente col passare del tempo, ehm, salvo annunci clamorosi che non, che non so io, eh, ma degli ultimi giorni, a me non risulta che sia ufficialmente eh, ritirato. però, no, ehm, no, ok. Ma dopo cavallo, non ti piaceva, certo? Nicolò, per esempio prendere in, in E5, lo so, di cavallo? Sì, 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 ma andavano bene tutte, ma mi piace anche quella che hanno giocato. Ti piace anche quello che hanno giocato? Cioè di per C, cavallo, cavallo C6, cavallo per 5. Quindi eh... cavallo D5, e per esempio Torre ac 1 Una cosa di questo, di questo tipo, no? Io non sono per le posizioni complicate, Matteo. Quando, quando vedo un pedone in presa io lo mangio. No, d'accordo. però, siccome tempo. hai dato. Eh, sì, però non mangi l'altro. Anch'io quando sono per un pedone in presa, solo che io avrei mangiato questo. Ma mangio entrambi. Di non allora, tu vuoi fare cavallo C6 su cavallo C6, vuoi fare cavallo per e5? Sì, ma su cavallo per e5, C'è cioè cavallo per e5, torre, torre. per e5? Basta, sì. E adesso dici che ti tieni il pedone in C5 e che fai pressione sul pedone in, in, in E6. Beh, effettivamente hai le tue ragioni, eh. No. In più, cioè pedoni pari in realtà, però. No, sta bene il Bianco. Scusami. Cioè... Sì? Qual è eh, ehm, sì, sembra di sì. Ok, forse c'è qualcosa. Ok, attenzione. Grishuk Ha mosso. Ci dicono. È rinvenuto. Dal no, ma soprattutto, sì. Ma ragazzi, ha pensato qualcosa come 30 minuti, eh, 40 no. minuti? Eh, sì, vabbè. Ma Grishuk lo sappiamo come è fatto. Cioè... Uh, ha pensato 30-40 minuti e poi addormenta... ha preso in D4 Che non è la mossa che però avevamo suggerito No, no, sì, sì, sì è questa cioè, È questa, questa, questa aspetta prima. che mi confondo Ah, non so cosa abbia... Cioè, ah, che... sì, 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 perché abbiamo detto, mi stavo confondendo io Che abbiamo detto che su cavallo per D4 vogliamo mangiare in E5 E su cavallo per E6 vogliamo fare D4 Sì, cioè, ma Grishuk ha fatto così, cioè... Se, se... ma io sono, no, sono d'accordo con De Ferze ma soprattutto sai perché perché una riflessione lunga ci voleva ma oltre un certo tot di tempo alla fine che cosa vuoi pensare cioè, non è che c'erano mille linee con il, con il nero eh? e per un giocatore di quella forza calcolare le due o tre linee che, che devi calcolare in dieci minuti massimo un quarto d'ora le hai calcolate non c'entra niente ragazzi cioè, se, se Grishuk non pensasse come pensa sì. sarebbe 100 volte più forte Però il problema è che pensa così Cioè è uno ah, ecco. dei suoi difetti Come eh, Che ne so ehm, Ghiri magari Aveva il difetto di essere poco concreto eh, Caruana è un po' scarso Blitz eh, Rispetto che a tempo lungo eh, Ognuno ha dei difetti eh, Grishuk ha una pessima gestione del tempo Se Grishuk non avesse questa gestione del tempo Sarebbe 2850? No però Non sono d'accordo però Sarebbe più forte, però non sarebbe più forte di Carsen o di Caruana. No, saremmo lì però. Saremmo... Ma, secondo me no, però vincerebbe qualche partita in più sicuramente. Il problema principale di Grishuk è la sua gestione del tempo. Ma, certo. nel Ma io lo cui... capisco perfettamente perché io ho avuto una, un cattivo time management per tutta la mia vita scacchistica, e sì. eh, però proprio per questo mi permetto di criticarlo perché so poi quanto pesa questa cosa nel proseguo della partita. Perché poi quando si troverà... Fra 10 mosse nella posizione importante, poi avrà 5 minuti. E ovviamente, per quanto sia forte, eh, questa cosa avrà un suo impatto. Non sprecare sarà delle partite vinte e pa o, o anche patte con, con Carson perché era in Zaino folle. Sì, sì, comunque dicono sarà l'età in chat, ma non è a parte che ha 37 <ride> anni, cioè, eh, ma comunque non è l'età perché faceva così anche prima. E... Sì, è proprio il problema. Come diceva: di pensare, cioè, um, vai in e via. Come diceva Jonathan Rosen nel suo libro I sette peccati capitali degli scacchi. Mai letto bellissimo, sei un ignorante. Mai letto un libro di scacchi, <ride> eh no. quindi possiamo okay. eh, eh, però non dire queste cose, Nicolò. Perché poi Fanno sei detto. fuorviante nei confronti di, di quelli che ci seguono allora il suo libro Vabbè. i sette peccati capitali degli, degli scacchi lui dice che se voi acquisite uno di questi peccati e non lo deradicalizzate de velocemente poi questo peccato diventa parte della vostra routine e diventa molto difficile eh, toglierlo in futuro e infatti per esempio è stato così per me con la gestione del tempo cioè è un problema che mi porto dietro da sempre se non fossero arrivati gli orologi digitali Forse non sarei neanche passato maestro. Eh, poi, invece, grazie agli orologi digitali, col fatto dell'incremento, per me è stato un vantaggio per come gioco io. Eh, perché poi, ovviamente, quando tu vai in Zaino e hai l'incremento, eh, te la puoi cavare meglio che se invece ci vai senza. Perché il problema di chi pensa tanto è che tu gli puoi dare tre ore e lui userà 2 ore e 55, gliene dai 4? Userà 3 ore e 55, gliene dai una? Usa 55, cioè usa sempre tutto il tempo quasi di riflessione. che viene. Perché è proprio un, una metodologia di, sbagliata di approccio alla partita. E tutte queste cose le dico contro di me, visto che è uno dei miei problemi principali. Io ho il problema opposto. Se penso più di 5 minuti, è già strano. <ride> e quando penso più di 5 minuti, sbaglio mosso. <ride> quindi Bravo, From Eternity. Come sciare? Se impari male, sci sempre male. E infatti, io quando mi dicono il perché un giocatore dovrebbe prendere un istruttore all'inizio della sua carriera, faccio sempre l'esempio dello sci. E voi andate a sciare, dovete imparare a sciare, vi lanciate giù dalla montagna sulla base dei suggerimenti dell'amico e di un tutorial sullo sci, o vi prendete un, un maestro di sci che vi dà un'impostazione corretta? È chiaro che nell'altro rischiate anche la vita, mentre a scacchi no, però è anche vero che se acquisite delle cattive. Ehm, dipende, eh, sei un piccolo bambino slavo, rischi la vita nel <ride> <ride> Sì, sì sì, eh, sì, sì. Allora, ci chiedono quali sono i sette peccati capitali. Allora, io mi ricordo sicuramente quello, quello che è più il mio, che è il perfezionismo. Nei, nei sette cap peccati capitali c'è il perfezionismo. Poi, un altro dei peccati capitali del libro è volere, cioè volere troppo dalla posizione quando la posizione non è in grado di darti tutto quello che tu vuoi. Uh, un altro <ride> chi ha scritto Lussuria, viene bannato dal, dal, dalla chat. Eh? Io non so chi l'ha scritto, ma chi ha scritto lussuria viene bannato dalla chat. <ride> e, allora, uno è volere, uno è perfezionismo, uno è materialismo. Essere troppo materialisti a scacchi è sicuramente un, un peccato. Perché gli scacchi non sono solo la somma di quanti pezzi ti mangi durante la partita. Okay. Siamo a tre. Ce ne Contatto. sono altri quattro pezzi, sono importanti assolutamente. Ogni pedone conta, e... sì. Vabbè. A verità materiale, dentro nel materialismo, Siamo... materialismo, perfezionismo, volere. E... Forse faccio prima di andare a prendere il libro sì. E... Sì, sulle partite, intanto. Allora, in questa posizione non stanno muovendo. Adesso è il turno del bianco di farsi un pensatone su che cosa fare, visto che può mangiare, di cavallo E di cavallo F e di pedone C. Bo. Va bene, e... o no? Cioè, nel senso, cavallo E è l'unica. Qui è stata so... giocata cavallo C4. Sì. La partita fra Negone C'est -5. 5 come ci immaginavamo e a questo punto è arrivata al fiere G5 e adesso il nero sta di nuovo pensando e ha 10 minuti perciò non è che c'ha moltissimo da pensare perché... mai nella vita che può mangiare in B2 mai, mai. fondamentalmente non può è mangiare più in più. B2 mai no non ho idea di cosa cioè, dovrà abbandonare a breve Sì, però non... Non sono d'accordo con te nel senso che non lo so forse torre per D1 eh... Torre per D1, torre per D1 e via. Torre per D1, non cavallo per D1. Cavallo per D1. Oh, entrambe. P Minaccio V3. Sì, vabbè, farà donna di 8, e dovrei tornare in C3. Sarà uguale. Ah, anche questo è vero. E allora per essere uguale, mangio, mangio in D1 con la torre. Ah, si, sì, pensavo faccio torre per d1. Comunque mi sembra ancora la sequenza più, più ragionevole no? in questa posizione. Sì, ci farà e adesso. Tipo... Il problema è che su cavallo per b2, che è la mossa che vorremmo certo. fare, faccio torre c1 e torre c1, torre c1. E adesso di nuovo c'è la minaccia di cavallo d5 che è devastante. Il nero deve togliere la donna, diciamo che fa donna d6. Boh, mangio in f6 e farò mangio cavallo. in f6. Adesso diciamo che fa donna per F6. Faccio cavallo di 5 comunque fa cavallo di 5. e Qui c'è il grandissimo sì, però non era scontata questa cosa. Prima nicola. C'è il grandissimo tatticismo che su donna per F5, c'è cavallo per 7 scacco Re F8, cavallo per F5. Questa è una cosa molto importante. Questo tatticismo all'interno della posizione, se invece di mangiare in F6 di donna, mangiava di alfiere faccio comunque cavallo di 5 probabilmente no non lo so Se realtà... cavallo e 4 Non lo so non lo so cavallo e 4 donna e 6 Forse mangio in f6 Adesso mangio forse... in f6 Ah ma forse mangio semplicemente in Mangia un... di g o mangia di donna mangia di g Non lo so Matteo così mi sta piacendo di meno onestamente Ma faccio voglio giocare questa alla fine ma... Non ti piace? Sì anche così però, però scusami, non so, se io... Cambio in E6 faccio torre C2 Tu non vai col se... cavallo per forza In, in A4 okay, Aspetta però aspetta, aspetta, aspetta. E Adesso aspetta. mangio B7 Aspetta però scusami se fai cavallo E4 Donna E6 cavallo per F6 G per F Al posto di donna C2 fai donna H5 Per favore Cioè se la giochi così almeno fai donna H5 Cioè questa questo momento per... cavallo per F6 Cavallo per G per Fai donna H5 Donna H5. fai alfiere h3 Beh, anche questa ha anche questa il suo perché perché ci sono no, no, idee okay. di fare alfiere 4 che sono risolutive e si sì, col... alfiere 4 alfiere h3 insomma hai tante, tante idee di attacco no? okay. eh, non mi piace cioè non giocherei così io mangerei in b7 e basta col cavallo ancora in c3 col cavallo ancora in c3 così in questa posizione qua mangeresti sì, in b7 è in perfetto diciamo che fa torre b8 Uh, ok Penso di poter spostare di... il cavallo Tipo cavallo E4 adesso Fai adesso cavallo E4 dopo esserci, esserti mangiato il pedone Sì Donna Ascolso E6 donna donna 6. E Poi mangerò in E6 tipo. Mangi in E6 F per E6 E a questo punto E di... Torre C8 penso vinca Perché ho due, hai due pedoni in presa alla fine Sì mi piace Torre C8 Torre per C8, alfiere per C8 e ora oltre alla struttura migliore ho impresa aggiungi questo, a, questo aggiungi su una cavallo per F6 in mezzo dopo torre per C8. Mm, io preferirei invece Arcieri contrari. Torre C8, torre per C8, cavallo per F6, così evito gli arcieri contrari. Eh, donna per E6, F per E6 alternativa, no, 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 andava bene, donna per E6, F per E6, torre C8. No, no, ho capito, sto guardando no. le alternative. Alternativa faccio invece. Mangio in A6. Oppure scusate, sì, faccio torre C6, non mi puoi mangiare B7 perché faccio torre C8. Scacco Re F7, cavallo di 6 scacco. Re 7 cavallo per B7. Dunque, sì, 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 l'alfiere sì. è, è intoccabile e adesso ehm, minaccio alfiere per a6 che fai diciamo che fai a5 L'unica cosa che non mi piace è che è chiaro che è un finale che è vinto e anche Adesso del... mangio in e6 di nuovo non puoi giocare eh, re eh, f7 perché faccio sì puoi giocarla ma faccio torre b6 e adesso minaccio alfiere f5 alfie... no su re f7 farò alfiere di 5 subito So, anche fare al fine di 5 subito ah, ma vanno bene tre e due sia questa eh, ma con l'idea su torre di 8 si è che aggiungi anche la Fai minaccia torre 3. per F6 con doppio scacco ehm, uh, oh, un grande che ce li hanno scritti pensare, perdere l'attimo volere, materialismo, egoismo smarrimento e perfezionismo esatto Okay. Bravissimo, grande Liber Civis e grande anche. Aspetta, chi è che ce li ha scritti di sopra? E grande anche Dodu 31. Va bene, ragazzi. In conclusione, questa posizione sembra vinta in tutti i modi da parte di, eh, di Nepognaci. Sì. Vedremo quale modo sceglierà. Eh, il nero ha scelto di cambiare in D1 e il bianco ha mangiato di cavallo okay. e sulla presa ha Mangiato in D1, ha mangiato il cavallo e, e ha fatto Torre di 8 e ha fatto Torre di 8 e il bianco ha preso in F6 Fiere per F6, al fiere per F6 sarà penso forzata. E adesso quasi... gli spara per prima cosa al fiere 4. Eh, sì, certo, cioè, adesso per non puoi giocare per G6 per perché la perdi l'Alfiere. E mo' qui che fai? Eh, gli lasci mangiare a 7 <ride> fai Re F8 tipo e preghi. Perché così poi su... hai anche il cavallo sempre inchiodato, eh? Sì, sì, ma cioè... fai tipo f 8 così su donna per H7 forse puoi fare G6. No, non puoi perché, Nicola, non puoi perché hai la donna sulla colonna. Ah, e c'è cioè fiera per G6, sono un imbecille. Un... No, sì. no, ma figurati, sì, ma so. vuol dire però fa ridere il fatto che sì. non puoi comunque fare G6 e qui vabbè. Non puoi spostare la donna perché perdi il... Ah però il cavallo in D1 è in sospeso perciò puoi No l'idea di... esatto L'idea era che magari B3 non funziona più Perché ho qualche tatticismo certo. Però diciamo che faccio torre per C4 Torre per D1 Regi 2 E questa posizione Il bianco ha eh, Pedone di vantaggio E il nero ha anche altri problemi Oltre al pedone di vantaggio Perché è chiaro che con gli alfieri di case contrarie Bianco certo. ha un attacco fortissimo sì, sarà matto più che altro, no? Cioè. Sì, forse Re7, magari non subito, ma Io... eh, rischi, cioè, un... vivi veramente Punto malissimo. A... No? Punto anche a un matto rapido qua, mi sa, no? Uh, qualcosa tipo Torre C8. <ride> Va bene, facciamo la consueta gag. Ciao, Femimor. Benvenuto. Non è che tu puoi pensare che io sto a salutarti con tutto quello che devo fare contemporaneamente ai commenti. No, sto scherzando. Eh, grazie per essere arrivato anche oggi. E stavamo analizzando, dunque, non, non ho letto la chat, ma è un piacere salutarti. Salutiamo anche. Big Genius e Fiolbe e naturalmente Juston Adriano e Alessandro. 01789. Bene. Eh, no, comunque, qua secondo me forse ti do davvero matto. O meglio, mi, mi mangerò un altro pedone no? perché faccio Torre C8 con Idea Donna G8, certo, con Idea Donna G8 e poi quindi devi fare Torre D8 perché sennò abbandoniamo, devi fare Torre D8, sono d'accordo. E farò presa, presa e mangerò in B7. Presa, presa adesso. Se mangi di donna, perdi anche B7. E se mangi di re, perdi comunque B7, ti informo. E se, se so. mangi di re, se mangi di re ho donna G8, re 7, donna G8, re 7, donna C8. perdi comunque C8? B7. O B8? Se sì, scegli tu, ok, puoi mangiare B2. Ah, oddio. C'è B2 impresa. Scusa, sono. sono... Beh, sono... però aspetta, bisogna vedere se non prendi qualche, qualche matto. Eh, perché donna C7, Re 8, unica Alfiere per B7. Qui sei lanciato per prendere matto. La eh. uh, cosa che non bisogna fare è esagerare. E alla fine farsi scivolare l'avversario fra le dita sì, come sì, sabbia sì. di una Cressidra. Sono d'accordo, sono d'accordo, però sì, sì, sì. sì sono... Ok, comunque alla scacchiera è stata giocata la nostra Fiere 4, dunque possiamo essere orgogliosi di, di tutto questo, Nicolò. Boh, sì, ma Fiere 4 è la mossa più ovvia, cioè è il doppio. No, che... Fabimor, non mi puoi fare un commento così. <ride> eh sì, però il tempo sull'orologio d'orologio di Alexienko deriva dalla posizione, cioè è andato a star male subito. Poi naturalmente ognuno può malignare quanto vuole sul, sul fatto che entrambi siano russi. Io, però, preferisco credere semplicemente che è capitato in una, nella linea sbagliata. Poi non sapremo mai la, la risposta, ovviamente. Va bene, sentiamo, andiamo a vedere. NVL contro, ehm, contro, Anish Giri, perché questa partita è molto importante noi li abbiamo abbandonati dopo cavallo C7 il bianco ha giocato subito cavallo per D6 donna per D6 donna F3 che era okay. una delle nostre proposte anche questa Nicola ha anche proposto alfiere G5 invece che l'immediata cavallo per D6 B6 con l'evidente idea di fare alfiere B7 o alfiere A6 torre D1 alfiere B7 Alfiere G5. Qual è l'idea di questa mossa? Vuole impedire Torre D8 e vuole obbligare il nero a fare F6 per fargli indebolire la posizione e poi portare l'alfiere in E3. Ma il nero, mh, stranamente, non cade nel tranello e fa H6. Alfiere H4. Sì, riporta l'alfiere in G3. L'idea però... di fare Alfiere G3 e fare pressioni qui, sempre per cercare di obbligare l'avversario a fare F6. E creare debolezza sulle case bianche da questa parte. B5, alfiere B3. Cavallo A6. Qui forse era possibile provare anche A5. Ma penso che il bianco avrebbe giocato semplicemente A3, dando dello spazio a questo alfiere. Oppure forse addirittura A4. A4. Idea B per A4, torre per A4, e poi trasferire magari la torre da questa parte sembra un po' più naturale cavallo A6 donna E2 fa pressione sul pedone B5 e sul pedone E perché pedone e. No, quando ci sarà e in questa posizione la mossa Ghiri direi bianco un po' meglio Nicolò cosa ne pensi? sì sufficientemente anche se sembra estremamente più comodo il bianco sì, ancora chiaramente da giocare, però bianco un no, po' chiaro, meglio. No, chiaro, non sto dicendo bianco vince, però no, sto certo, dicendo. No, certo, però bianco un po' meglio oh, perché il nero comincia ad avere un po' di debolezze. Il, il cavallo in A6 momentaneamente fuori gioco. L'alfiere B7, da una parte fa pressione, ma dall'altra, se questa pressione non diventa vincente, è tagliato fuori dal gioco. E il e 5 è un'altra debolezza latente a meno che non fai F6 ma se fa in F6, F6 può arrivare in futuro alfiere C2, donne 4 no no, sembra sembra assolutamente bianco un po' meglio eh, sembra assolutamente più comodo e ora vi portiamo a vedere, cari spettatori Wang Hao contro Grishuk il no, bianco dopo C per D4 ha scelto di mangiare di... col cavallo Beh. forse questa è una di quelle che ci aspettavamo meno, la più normale era mangiare col cavallo E Invece ha scelto di mangiare col cavallo F. Sì, non l'ho neanche calcolato più di tanto, cioè sembrava semplicemente strano, no? Uh, è uguale, tra l'altro, posso fare F per E, cavallo per 6 di 4. Ci chiedono ah, perché il Nightbot fare... lo scrive in italiano, ma l'abbiamo comprato straniero e non parla solo inglese e dunque ce lo dobbiamo tenere così, Medcarl. La differenza è che in questa linea puoi mangiare C per D4, no? Quindi F per 5, Cavallo cioè, per 3. Però la differenza è che adesso su Cavallo per D4 il bianco può giocare C per D4 perché su Alfiere B4 c'è Cavallo C3. Ma non sono neanche convinto che sia buono. Eh, non intendo mangiare. Ma in... Il bianco secondo me ha problemi nella maggior parte delle linee. No, ok, e... ma intendevo. Eh, no, tu hai fatto Cavallo per D4. Io dicevo F per 5. Cavallo per 6. Allora scusami, eh, Cavallo F per 5. Che è la linea di prima no? Beh, ma questa è quella sì. eh, sembra la mossa che ci aspettavamo che giocasse in partita invece lui ha fatto cavallo Vabbè, c5 è, è diversa è diversa ti sto cioè perché adesso che ok ma fai f per 5 f per 5 eh, cavallo per 6 si sì. d4 si sì. e adesso la differenza è che d4 lo puoi mangiare perché non hai il cavallo in f3 hai il cavallo in 2 e quindi su fiere certo, b4 c'è il solito discorso b 4 c'è sempre il cavallo me, C3 ma non fai FRB4 qua okay. secondo me fai F per cinque, eh, scusa, e per uh, D4 e hai un sacco di compenso ma veramente tanto compenso ma non ne dubito Nicolò l'importante era far capire la differenza fra mangiare col cavallo E e col cavallo F ah sì 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 quello ok no è... tu dai sempre per scontato che tutte le persone eh, seguono le cose anche no, senza no, esplicitarle no, 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 invece rinque, questo... ci sono persone allora che ci dia seguono dia... di livello diverso e magari non per tutti è così, è così chiaro no? comunque sono d'accordo con te che ci sia assolutamente compenso mi sembra Adesso... molto interessante non so perché non l'abbia giocato cioè, okay, infatti ti dico, io mi sarei aspettato che in questa posizione giocasse f per e5 sono sembra... rimasto molto sorpreso che abbia scelto invece di giocare cavallo c5 F allora, può essere, 5, può essere che sia una decisione... Cavallo dovuta, per 6 può, può essere che sia una decisione dovuta al tempo. Nel senso che per D4. Tempo. Su C per D4 qui che cosa proponi? Di mangiare Ma, il D4. D, e per D, e, per D, e per cavallo 6, penso, per D4. Al okay. C5. E C5. E, oh, sembra sembra brutta, eh, La prossima faccio cavallo F6, io, tutti i miei pezzi sono molto attivi. Sì, sì, sì. Dovrei provare tipo a rocco lungo perché Esatto, corto... una delle faccio. cose che bianco potrei provare è a rocco lungo, l'altra che potrebbe provare è fare alfiere G2 e eccetera. Sì, no, G2 non credo molto onestamente. Sì, perché sai cosa mi spaventa molto? Finire con il re sulla colonna della, sulla, scusa, sulla diagonale dell'alfiere nero no? sì, Con più i neri, di... torre 8, sacrifici in D4 Sì ma è che se fai alfiere G2 Faccio subito cavallo F6 Secondo eh. me Certo perché e adesso cavallo... minacci cavallo, cavallo G4 E, e cavallo D5 eh. Ma soprattutto cavallo G4 Esatto. E ora su arrocco, arrocco corto Su arrocco corto avrà cavallo G4 Cavallo G4, G4. E, 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 e ovviamente va a togliere Il difensore del cavallo e questo cavallo non si può mai spostare, perché qui. Sia... Ok, po potrei fare tipo torre di 1, ma faccio torre di 8. Oppure prima mangio in 3, poi faccio torre di 8. La sostanza è quella, no? Mangio in 3, no? donna per 3, torre di 8. Sembra vincere il bianco il nero. Scusami, non, ovviamente non il bianco. Anche al G4 è interessante. Anche al G4, torre di 8 sembrava semplicemente mangio un pezzo in una, no? Sì. Ah però è Alfiere per C6, allora metti prima cavallo per D4, scusami. Eh, no, c'è cioè Alfiere per C6 che salva la situazione, quindi fai cavallo sì, per C6. Sì, stai sempre male, perché sì, poi, però... poiché poi sarai legatissimo con tutti e due i cavalli inchiodati. Sì. Ah, però già Comunque, che ci sono tu mani... dici io faccio cavallo per D4, cavallo, cavallo per... per D4, ora faccio semplicemente torre di 8 e ho tre pezzi che attaccano il cavallo in D4. No, ok, non potrà arroccare corto, dovrà arroccare lungo, farà comunque cavallo F6 il nero. E sembra tutti i pezzi estremamente attivi. Parecchi problemi per il bianco. Sembra una decisione forte a gioco pratico. Non so se poi sia buona a gioco. Nel senso, se la metti sul motore, magari dice vantaggio bianco. Non lo so. Sì, però secondo me la chiave di tutto questo è che concettualmente è sbagliato portare il re. Da questa parte, per i motivi che dicevamo, sì, 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 sì. l'unica sì, linea sì. che può funzionare sì. se non funziona quella vuol dire che la posizione è cattiva. E eh, fare arrocco lungo perché in un colpo solo difendo con un pezzo in più il cavallo in D4 e non mi vado a trovare col, col re su questa diagonale molto pericolosa. Sì, però comunque faccio cavallo F6 e hai certo. comunque questi problemi secondo me. Sì, però... la differenza è che adesso, per esempio, posso provare a fare alfiere G2, così tengo D5, e eh, su cavallo che... G4... Sai qui... che ti sei preso di nuovo cavallo... Pe... ti sei preso non cavallo G4, ma alfiere G4, come dicevi tu prima, e mi sa che perdi comunque. Eh, alfiere G4. Sì, mi sa che perdi uguale. Se vuoi mettici prima cavallo per D4, non so se sia meglio o peggio, però il senso è quello. No, secondo me non hai neanche il tempo di fare Alfiere G2. Se c'è qualcosa no, che ti no, non salvi... hai il tempo di fare Alfiere G2. Sono d'accordo. Però il fatto che, non... che tu non abbia il tempo di fare Alfiere G2 è, è un problema. Sì, devi... se ti salvi, ti salvi con una mossa al posto di Alfiere G2, che non è facile da trovare. Non so quale sia. Però cioè, voglio hai... dire, devi fare H3. F5, H3. No, su, su tutte queste c'è Cavallo E4. Quindi sarà ca... tipo Cavallo C3. E pregare, ma pregare tanto perché okay. cavallo C3 almeno ha l'idea di cavallo. Dunque bisogna C3. essere credenti in questa posizione, ok. Sì, sì, e sì. tornando a noi, F per 5 sembrava un'idea molto interessante, ma Grishuk non la pensa come noi e ha giocato invece col nero cavallo C5. No, sai che non credo che non sia che non la pensa come noi, credo che la pensi esattamente come noi, ma credo che si sia accorto del suo tempo. <ride> ed effettivamente quella posizione sacrificare un pedone con ai 10 minuti sull'orologio forse non è una scelta tendenzialmente saggia no vabbè non commento eh, ma, vabbè. Non nel, ma non nei tuoi confronti eh. perché sì, poi perché... perché dici ci si è messo da solo però... eh, certo ok so, il no, bianco no. prende in f6 e okay. questa mossa mi piace ma penso che fosse forzata perché adesso eh, sì, è vero che lascia entrare l'alfiere, però nello stesso tempo rende la posizione un po' più bloccata. No? Sì Comunque sì. Questa, linea, questa linea col bianco a me fondamentalmente non piace concettualmente. Cioè, a me l'idea di rigiocare con tutti questi pezzi sempre in arretratezza retratezza di sviluppo è una cosa che mi fa prendere un po' di angoscia. Ma sono tendenzialmente d'accordo con te, però sembra andata bene. Ok. Tu cioè, sei, sei fiducio... molto peggio. Sei, sei fiducioso. Beh, so certo, potevamo andare molto peggio se invece di giocare cavallo C5 mangiava in E5. Sì, sì, esatto. Cioè, e qui via... mi aspetto, diciamo, un alfiere per F6. e... Anche G per F è interessante in questo tipo di posizioni, sai? Anche G per F potrebbe essere interessante. Però, ok, diciamo alfiere per, giusto per fare una mossa normale. E sta per arrivare cavallo e 4, quindi dovrai impedirla in qualche modo. Ah, ma c'è anche donna per B2, ecco, ma stavo, stavo proprio volendo far vedere. Stavo per far vedere ai nostri spettatori questa cosa. Su una mossa come alfiere G2 che blocca cavallo e 4. Il nero ha questa risorsa tattica. Donna per B2. Con idea su donna per B2, cavallo di 3, re di 2. Cavallo per B2. E questa è una bellezza. Perché poi la prossima arriva a cavallo C4. Sì, magari non fare il re di 2, esatto. Certo, sembra... magari non fare il re di 2 e andare, però è fai un po' triste andare anche in F1, eh. Cavallo eh. per B2 e, e qui se il nero fa in tempo a giocare E5, la vedo brutta per il bianco, eh. No, no, chiaro, Su, o alfiere per o G per, non so Forse quale... Forse qui col bianco devi fare F5 tu, perché se gli dai un tempo e il nero fai E5... Il eh, fatto far... che non puoi mai mangiare di F perché si apre la colonna dritta sul Re? Ah, perché c'è il fiere per D5. D5. Eh... eh sì, l'idea di F5 è quella di che, che se mi Bombe fai prendi F5, qui, prendo F5, qui F5 e qui adesso faccio... la partita cambia perché poi ho una bellissima no, casa. No, faccio cavallo C4 su F5 probabilmente. Su F5, cavallo C4. Ok? Diciamo che faccio il A H6 e ti attacco la torre che non avevo visto perché sono scarso. Uh, Intanto ho... i nostri amici in chat si sono scatenati nel discutere la situazione di Nakamura, che chiaramente è vero, avrà sicuramente dei contratti Però per, stream... è buono. per streamare sì. e oltre a questi ha anche un, pa un parco di, di persone che lo seguono spaventoso. D'altra parte ci sta un mercato americano e quello inglese, diciamo di lingua anglosassone, il più grosso del mondo, lui è più, fra i più forti giocatori del mondo. Si impegna anche tantissimo perché pensate che comunque fare ore e ore di streaming ogni giorno è pesante, eh, ragazzi. È pesante. Io vengo da due giorni di 6-7 ore di questo torneo di candidati e vi assicuro che comunque la sera uno quando finisce è stanco. Eh? Ok, anche perché poi i contenuti, ok, noi adesso commentiamo questo torneo. Perciò il contenuto è il torneo, ma quando non hai i tornei da, da commentare, i contenuti devi anche crearli, devi anche comunicarli. È vero che poi hai delle risorse economiche che ti permettono di mettere insieme una squadra di persone che ti lavora su questo, però comunque la squadra poi la devi coordinare, eh? non è che la puoi abbandonare a fare quello che vuole, tu la devi guidare. Perché sei tu che sei la persona che è il riferimento di quella situazione. senti Nicolò: Alfieri B2 non mi ha convinto tanto. Ho una proposta alternativa. No, vabbè, devi chiaramente fare qualcosa. La fare cavallo B3, probabilmente. Che ti faccio è questo cavallo è troppo pericoloso. Lo inchiodiamo con cavallo B3. Sì, no, chiaro, qualcosa del genere di fare. No ma comunque in realtà quella linea sembrava parecchio incasinata E non sono convinto che fosse chiara Cioè an anche fare quello alfiere G2 non era così male Cioè forse a sto punto mangio di alfiere in, in F6 Così sono più attivo con i pezzi Così F5 Fabibor si propone per diventare il mio manager Grazie Fabibor. Quando strapperò il contrattone E eh, allora potrò permettermelo Ti terrò presente come mio manager Cavallo B3 comunque ragazzi è la mossa che mi piace di più perché cerchiamo di inibire eh, questo cavallo dall'arrivare in E4 e in D3. Aggiungo che se il bianco fa in tempo a sistemarsi poi la, la situazione cambia perché appena riesce a giocare al fire G2 e a raccare corto, ehm, adesso che non c'è più questo discorso qui, o anche a roccare lungo in certi casi, la questione cambia poi. Eh. C'è una linea interessante secondo me, se fai Alfiere per al posto di G per. Esatto, sono d'accordo con Zasala27, che dice che quando non ci sono eh, tornei da commentare, il contenuto sei tu. Però è anche vero che se il contenuto sei, sei tu, ti richiede un impegno ancora maggiore, no? Perché vuol dire che ci devi mettere un'energia ancora maggiore. Perché vuol dire che il tuo show sei tu, e dunque non hai neanche un contenuto esterno. Allora, la posizione live, ragazzi, è diversa perché loro sono indietro di una mossa. Noi siamo un pochettino, siamo andati un filo più avanti e in questa posizione abbiamo analizzato due mosse col bianco. Una a cavallo B3 e una alfiere G2, ma su G per F6. Invece il nero, nel frattempo che noi analizzavamo G per F6, ha fatto alfiere per F6, che era la mia proposta originaria. Sì, e eh, volevo dire che qua esatto c'era questa linea interessante, cavallo B3. Cavallo B3 come prima, sì. E qui ehm, devi fare cavallo 4. Cavallo, cavallo 4, non cavallo per B3. Cavallo per B3 faccio A per B e stai malissimo. Fai A per B e stai malissimo perché su donna per B3... Che non avevo neanche considerato onestamente, ma sembra un pochino rischiosa, fiducia no? Beh, sicuramente è rischiosa, certamente, su questo non c'è dubbio. Ah, ma la, perdi, ma in la una. perdi la donna con torre A3? Cavallo C1 la perdi in una, scusa. Ah, ok, perché... Torre A3, no. A torre A3 la... c'è donna C4, invece cavallo C1, cavallo C1 La, la Fiere in... controlla questa casa. se eh, si sì, sì, la perdi in una, scusate Allora, eh... cavallo per B3 è fuori discussione perché poi ti tocca rientrare con la donna e stai peggio. Eh... Ma anche torre A3... Ma fai cavallo E4? Eh, cavallo 4, cavallo... Eh, scusa, alfiere per b6, cavallo per d2. Sì. Um, alfiere c5. Cavallo per b3. Eh, stavo guardando cavallo per f1, ma sì, anche cavallo per b3 penso sia possibile. Con la torre, mi sembra... Allora, ehm, cavallo per b3. A per eh, b3. Mh, aspetta, devo... Aspetta, 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 non è chiaro, non è chiaro uh, Forse posso fare alfiere per F8 Io capito, ma alfiere per F8, cavallo per A1 Alfiere C5 back e Alfiere il cavallo... C5 back, cavallo e... C2 Re di 2 Re di 2 e tu dici che il mio cavallo non esce, perché sennò avrei un pezzo in più Esatto, esatto, no, sto, sto, stavo Beh, guardando allora Aspetta, allora lascio il, la mia... in A... lascio il cavallo in A1 e cerchiamo di far uscire questo cavallo e 5 uh, Ok um, Lo mangerò Lo mangerà E anch'io lo mangerò Cavallo No? Cavallo no? Non mi uh. sembra cioè questa posizione per il nero male, perché nell'ipotesi peggiore riperdo il pezzo. Sì, no, hai ragione, ok, allora eh, torno indietro. Fiere per B6, cavallo di 2, Fiere C5, cavallo per B3. Ah, vabbè, ma faccio A per B, hai ragione, sì, stai male strutturalmente. Esatto, va. quello che volevo dire di proprio questo, Nicolò, sì, che sì, il sì. bianco fa A per B3, e il nero diciamo che fa torre E8. E sì, sì, il bianco ottiene una struttura pedonale superiore in questa posizione, no? Sì, assolutamente. Alfieri e... 2 ha gli alfieri che giocano di più. Scusate, sì, no, stavo, stavo cercando di uscire di un materiale in più, ma non avevo neanche materiale in più se mangiavo il cavallo, quindi lascio stare. No, scusami, sono e... diventato di, di, dislessico nelle frecce. Ecco, ha ah, eh, gli alfieri che giocano di più. In più sì. con questi pedoni, in futuro ci sono idee di fare B4-B5, con questi pedoni controlla il centro avversario e il suo obiettivo è tenere sotto controllo il pedone di 5 per impedire che venga fatta i 5. Se il nero non fa i 5 l'alfiere in C8 non esce, se l'alfiere in C8 non esce rimane passivo e il bianco sta meglio. Ad esempio B4 e sono pronto a fare a Rocco corto. Sì, è interessante invece fare F1 corto. al posto di Cavallo per B3. Allora, Cavallo per F1? Ehm, ok, Cavallo, cavallo per, per B5. C5. Alfiere C5. Cavallo per F1. Cavallo per F1, Alfiere per F8. Alfiere per, c per C5. Per F8, scusami. Ok. Perché adesso okay. Perché adesso fai il... cavallo E3. Perché c'è il doppio? Perché c'è il doppio? Okay. Re di 2. Mm. Ma c'è il okay. cavallo C4, hai perso un pezzo. Quindi no, infatti stavo pensando di spostare l'Alfiere. Semplicemente no? Alfiere, Alfiere C5. Qualche... Ok, Cavallo sì. C2. Cavallo 3 diciamo F2. F2 Sì. cavolo per A1, A1, torre per A1 e c'è penso E penso sia circa pari. Sì, eh... il bianco, 6 cioè, pedoni. Cattissimo. Il nero, 6 pedoni, tre no. pezzi per sì. parte. L'unica differenza bianco... è che il nero ha la coppia, no? Sì, però, è... però la coppia, ma anche l'alfiere cattivo. E il bianco esatto. ha un spot in D4. Esatto, e per, per, per attivare la coppia dovrebbe fare E5, ma E5 vuol dire pedone isolato in D5 e eh, con, con già il blocco in D4, no? Quindi dovrebbe essere più comoda per il bianco. Sì, sono d'accordo con te, giocabile, forse più, più giocabile, cioè con, più semplice da giocare per il bianco. Ok, okay andiamo a vedere. È... Eh Nicola, no? andiamo a vedere com'è andata la Neponiaci Alexienka. Ok, sì, però volevo solamente dire che essendo quella che, che quella è cavallo B3, che sì. è anche la mossa più forte, penso il bianco, cioè più naturale, sì. eh, no? eh, vuol dire che probabilmente il bianco dovrà giocarsi un finale, che non è, cioè tendenzialmente non è quello che voleva fare. Però, vabbè, per come è andata la partita, probabilmente è anche accettabile giocarsi un finalino. Circa pari, leggero bianco. Ma di quale stai parlando? Di questa qua Grishuk Wangao? Beh, ma hanno ancora tanti pezzi. Per arrivare al finale ci vorrà un po', no? Eh, ma è, è quasi forzato. Lo cavallo B3. Quasi, quasi forzato. No, è, penso sia forzato. In ma realtà, poi no? non è esattamente un finale. È quel tipo di posizione a metà fra il centro partita e il finale. Sì, ok, ci sono due cavalli, un alfiere e una torre a testa. Va eh bene. Esatto. Però scusa, no. se pensi che il bianco su F per 5, secondo noi andava a star peggio, andare in quel finale mi sembra che gli dà di gusto. Eh, penso che sia circa pari eh, quel cavallo B3, cavallo E4, eccetera, eccetera. Eh, forse leggermente più comodo per il bianco, ma non è quello che probabilmente vorrei ottenere col bianco fuori da un'apertura. No, no d'accordo. Però quello che intendevo dire è che se in questa posizione il, il, il nero. Invece che cavallo C5 di prende 5 per 5 sicuro che secondo me minimo pari slash leggero nero eh, appunto, perciò gli è già andata bene. Che, che, sì, che sì, comunque l'avversario gli abbia fatto cavallo C5. Cioè, gli, assolutamente mi va già di gusto così, sì, sì, sì. Sì, d'accordo, d'accordo. Ok, andiamo a vedere la Nepognaci Alexienka, sì. l'abbiamo lasciati su Alfire E4, uh -huh. È da notare l'attacco sul lato di re donna a5 cavallo c3 re f8 cavallo d5 b5 donna per h7 C? torre per d5 Torre Alfiere per d5, d5 eh, donna di donna... 2 torre per c4 B per C4 ed E4. E4 donna E4 per B2 e 4 sembra un po' strana. E4 sembra una mossa un po' strana perché siamo in alfieri contrari. E l'ultima cosa che vuoi fare è indebolire le case scure. Ed E4 indebolisce molto la casa F2. D'accordo, però lui voleva assolutamente tenere l'alfiere su quella diagonale. Sì, stavo guardando a tipo donna H8. A... Che finisce Ovviamente in Ovviamente non poteva così, giocare, no? lo diciamo per tutti: non poteva giocare in questa posizione eh, alfiere per c4 e4. perché c'era donna c1 scacco. Ora g2 donna per c4. Certo. Dunque ha fatto e4, e ora vuol giocare donna h5 e indebolire le case dell'avversario. No? Sì, quello che dicevo è che forse può fare la stessa cosa partendo senza e4, quindi donna h8, ecco qua. Meglio ancora delle, della mia idea di donna H5 perché così, ehm, esatto, è, è in rete di matto il, il nero eh? e la donna sembra un po' tagliata fuori, esatto, esatto. Il nero deve scegliere se prendere matto per cercare di tenere il pedone C4 oppure cercare di parare il matto. Ma dare il pedone C4, ma probabilmente dovrà parare il matto in qualche modo tipo donna. B5 Slash donna B6 Una delle due devi farla no? Mm, sì Cioè o difendi, o difendi la casa D7 O difendi la casa C7 C'è poca, poca scelta penso Quindi una Al delle due per C4? Mm, sì Probabilmente sì fire Perché adesso per da una parte attacco il pedone A6 Dall'altra Continuo a tenere sotto controllo il pedone F7. Che, che è uno dei miei obiettivi principali. No? Ah no, però ti sei preso donna B1 e donna per e 4. Eh? Ahia, yeah, questo è fastidioso, non l'avevo vista, e... non l'avevo vista. Donna B1 scacco. Adesso mi tocca giocare al fior F1. Mi pecco donna per e 4 e donna per A6. Nero deve, è ancora peggio anche in questa, eh. no, Però eh, qui posso, ha delle chance posso di pattare. Mangiare in 2 posso mangiare in a2, così mi tengo anche il pedone, mi tengo anche il pedone. Così già meglio, meglio ancora questa. Questa decisamente meglio ancora, ovviamente donna per a6. Donna eh. per a6, alfiere per a6, questo finale è patto. Anche qui bisognerà giocarselo però no, sullo stesso è lato, con, con, con i ne pedoni messi in questa formazione, col pedone H, è patto. No, ma non lo giochi neanche. Poi tra l'altro, fai... scusami, mi sono dimenticato una cosa, fai... il pedone H promuove su casa nera. Tra l'altro. Dunque c'hai anche questo discorso qua, dunque lo tra patti in scioltezza. Però, 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 in questa posizione, invece che fare alfiere per C4, cioè alfiere per C4 posso farla. No, vabbè, puoi fare. Puoi no, fare scusa, doc... volevo dire. No, no, ho sbagliato. Non, non la faccio, eh, faccio donna per C4, o puoi anche fare re G2, o puoi anche fare H4. Così poi metti il re in H2. Ma sai che mi sa che, che la posizione è esattamente quella che si, che si è verificata? Se... comunque un pochettino secondo me Nepognaci ha sprecato, nel senso che sta ancora molto meglio. Però c'erano delle, delle linee più dirette. No, no, no. Dai, no. Va. Non sei convinto? È, è completamente vincente. Anche perché adesso si mangia F7. Quindi... Sì, su questo sono d'accordo. Oddio, quando mangia F7 poi si aprono le case nere anche sull'altro lato. Eh. Sì, no, forse no. sono troppo, troppo pretenzioso. Questa linea va già super bene. No, no. Mangio F7 e vincerò. Eh sì. C'è solo da vedere se riesci a cambiare le donne in qualche modo e a entrare in alfieri contrari. Certo. Ci chiedevano perché rete di matto. Rete di matto perché se non rientri con la donna, diciamo che fai C3. Eh, C'è cioè donna C7, donna c C'è cioè donna F7. C7, Re 8. Ok. Al C6, Re F8. Donna C8, Re 7. Non Donna di 7, Re F8, donna E8. Il trucco in questi casi è che bisogna dare il primo scacco con la donna, possibilmente su una casa nera, e poi fare intervenire l'alfiere a finire il lavoro. Sì, su una casa opposta al colore dell'alfiere. Sì, in questo caso su una casa, cioè non è una casa nera, sempre, è una casa nera perché qui abbiamo l'alfiere bianco. Ah, l'alfiere nero sarebbe una casa bianca. Perciò, come ha detto giustamente Nicolò, sulla casa opposta rispetto al colore dell'alfiere. Tu mi sgridi di solito dicendo che non, non sto attento. Ah, no, no, bravo, bravo, sei stato bravissimo. Un saluto a Enrico Gorgoglione, ciao Enrico. Bella. Abbiamo appena mat mattato Alexienca, però la partita non è andata in questo modo. Eh, donna per C4, donna B5, dicendo, ok, puoi vincere il pedone, ma devi andare in finale. E il bianco dice, no mio caro, io in finale non vado. Di donna nuovo C7. proposta di... 5 Puoi vincere il pedone F7. Ma devi andare in finale e vedete che saggiamente il nero non ci va in finale. Eh, basta. Scusate, il che... bianco non ci va in finale. Sì, ma è finito adesso. E adesso su donna di 6? Su donna di 6 o donna a 7, e mangio, mangio a 6 anche? Donna a 7, ref8. No, ref8, donna per F7 matto. Donna per F7 matto. Devi fare donna di 7 di nuovo, no? devi fare donna di sette nuovo e la differenza è che finalmente posso mangiarmi il pedone senza e infatti abbandona ok adesso possiamo vedere il momento in telecamera in cui Alexienka decide di abbandonare eccolo qua tende la mano all'avversario spiegazioni post partita tipiche classiche spiegazioni post partita di nepo classica faccia di nepo come dire Vabbè, ma con la posizione che avevi dove volevi andare? Mi fa morire le facce di Depo, ti giuro, mi fanno morire. Eh, ma ha anche ragione. No, d'accordo, avrà anche ragione, ma quella lì la sua faccia classica. Ma lui non lo fa con cattiveria, eh? No, no, ma è, è, lo, è proprio lo fa così, cioè, il concetto è proprio quello che lui vuol dire, eh? vabbè, ma dove volevi andare con una posizione così? Dove volevi andare con una posizione così? È solo che non riesci a dissimulare questa cosa, no? No, ma assolutamente. Ma viene proprio naturale, cioè non ci puoi fare niente. È, è, è spontaneo, cioè dici, ma dai, ma... No, ma ci sono altri giocatori che lo fanno capire meno. Lui proprio li si legge... Gli si legge in... Lui e Carson li si legge in, fro in, in fronte. E cioè, proprio è esplicita la cosa della serie, vabbè, ma sei stato massacrato dall'inizio alla fine, dove volevi andare con una posizione di questo tipo? E, per esempio Fabiano è meno esplicito in questa sua... Eh, Fabiano è... Ma è proprio un comportamento diverso, no? è proprio più... Beh, ma perché gli europei dimostrano più le emozioni e i russi comunque... È... Poi bisogna dire se uno la Russia la considera eh, come matrice europea oppure no. Però i russi, per esempio, vengono considerati piuttosto simili agli italiani come tipo di carattere. I russi sono piuttosto eh, emozionali, che sono, è un popolo che, che eh, esprime le, le emozioni. No? L'americano nasce già con, fin da piccolo, gli viene inculcato questo fatto eh, un po' del del political correct no? Sì? che da una parte sono brutali in certe, loro, in certe loro espressioni no? perché gli viene inculcato il fatto del vincere, del non c'è niente di male a dire sono il migliore e tutto. Dall'altra in altri tipi di situazioni invece hanno questa base un po' di finto perbenismo per cui eh, certe cose non, magari non si dicono o non Beh, si esprimono fino forse. in fondo. Vabbè, discorso chiuso. Eh, perché so, so, so che sono sempre discorsi pericolosi comunque questi <ride> e vado a rimettere a posto le telecamere eh, come mio dovere devi avere il cambio adesso no? sì perché sono urca siamo andati pure lunghi io non mi sono eh. mica accorto ah no ma Nicolò il cambio lo facciamo alle 16 perché no, avremo okay. ospite speciale Sabino Brunello uff uh. Sì, ci viene a oh. trovare il grande maestro Sabino Brunello, che ringraziamo, e vediamo un attimo su, sull'orario: secondo me sarà da noi intorno alle quattro e mezza. Ok, dunque, aspetta che passiamo sull'altra partita perché, perché rimanere su questa? Andiamo su Fabiano, che siamo stati distanti un po'. Sì, tra l'altro, Fabiano senza tantissimo tempo, eh, perché. 28, 3, 28 minuti, 23, siamo alla ventitreesima. Non è ancora un tempo problematico, ma non, ma non è neanche che può, che può sciallare. Io intanto verifico cosa mi dice Sabino. Sì, comunque vedo che non si è mangiato il pedone, non subito, almeno con Cavallo per 5. Ha preferito mantenere la pressione con Torre 4. Ci sta, eh, semplicemente potrà mangiarlo dopo, suppongo. Mi Se hanno segnalato più. le nostre analisi di prima. Sì. nella la linea con cavallo per E5, cavallo per E5, torre per E5. Sì, c'era cavallo G4. C'era cavallo era... G4. Sì, che ma è una patta, probabilmente. Che era fastidiosa. Sì, ma è tipo, è, è tipo pari secondo me. no? Perché ti salta C5, ma alla fine c'è donna, donna B3 o donna 2. Non so quale delle due. c'è 6 debole e A6 anche. Quindi è, è una patta eh, Però sì. Me ne sono accorto anch'io dopo. Ehm. E qui invece. Boh, leggero, leggero bianco. Sembra estremamente più comoda. Non sarà facile per, per il nero sbrogliarsi, penso. no ehm. Bisogna capire anche cosa vuole fare il bianco, però. Perché il nero sta cercando di tenersi il pedone in più. E, e un pedone in più, un pedone in più. Questo va, va sempre detto. Però non so qualche H4, qualche G4 sembra un po' scomodo. La posizione è nero l'alfiere in F6 non è così solido, cioè non ha una posizione così stabile. No? Ehm, ad esempio G4. Um, su cavallo D4. Penso di poter mangiare semplicemente di fare tipo G5, tipo cavallo per D4. Um, torre per d4 g5 e su alciere per g5 torre per 5 dovrebbe essere anche questa circa pari suppongo oppure al posto di g4 forse qualche h4 ehm, però ok non è così ovvio in effetti la posizione se il, se il nero riesce a tenersi quel pedone in più si inizia a discuterne potrebbe anche diventare velocemente vantaggio, vantaggio nero eh, bisogna essere precisi con entrambi i colori semplicemente. Forse... No, donna C4 non va bene perché forse mi fa donna D7 e mi cambia le donne dopo. Mm. Riciclare il cavallo non posso. Su Alfiere B2 c'è cavallo B4 e penso di perdere. Su donna 2 c'è cioè sempre donna d 7 no, questa G4 probabilmente punto per, punto per questa G4. Però non è semplice, devo dire. Eh, perché anche la linea che abbiamo fatto vedere effettivamente era solo probabilmente pari. Quindi per niente è chiaro? Forse ho esagerato a dire che era più comodo per il bianco, man mano che la vedo, sembra sempre un pochino più difficile. Ok, interessante comunque. Ma sono due pedoni in più anche se c'è un'impedonatura? Sì, hai ragione. Mirparks, però appunto, sono due pedoni in più molto fittizi. Il, il bianco comunque ha un buon controllo delle case chiare è andato per H4. Io stavo guardando più per G4, ma sì, penso che una delle due, comunque, fosse, fosse The way to go. Che lo ho. Eh, sfortunatamente eh, in questo periodo sono attorno ai 2225, tipo 30 adesso non so esattamente perché ho perso un'ottantina di punti. Mh, ehm, in sessione esami, tipo, non è andata benissimo. Avevo altro per la testa. Eh, però normalmente eh, tra i 2270 e i 23 ti direi. Eh, H4, H6 giocata a lampo, ci può stare. Ok. E penso okay. che seguirà G4, no? Sembra anche la più, più logica. E Mi dicono che il computer dà un leggero vantaggio nero può essere, però aggiungerei che è una di quelle posizioni in cui non mi fiderei così tanto di un computer non estremamente forte. Perché sembra esserci molto compenso posizionale. Io tendenzialmente lavoro su questo tipo di posizioni, non è così semplice. Io punterei comunque per uh, tendenzialmente pari, e, um, con forse più possibilità per il bianco, perché se prende una buona iniziativa sul lato di Re, probabilmente il nero dovrà fare un paio di mosse scomode. Però sì. Ok, non, non, non dico che il bianco sta meglio, assolutamente. È andato per torre 3, che mi sembra un po' strana. Però può essere che sia Ma interessante. Mi sembra abbastanza strana. Eh... No, ci, cioè in realtà ci sta, no? Perché probabilmente vuole fare tipo una cavallo G5, una qualche magia sulle chiare, oppure un donna G6, cavallo D2, cavallo... No, cavallo D2 non si può fare perché c'è cavallo D4. Eh. Però qualcosa del genere, no? Posso eh, esprimere la mia perplessità nei confronti un po' di torre 3. Eh, non, beh, è mi faccia, non è che mi faccia in, impazzire. Ci sta, io sarei andato per G4. Per io mantenere... sarei andato per torre G4. No, no, G4. Ah, tu per G4. Beh, G4 era interessante. A me piaceva invece torre G4. Torre G4, però non c'è niente che stai davvero attaccando, no? No, d'accordo. È un po' lose, è una mossa che fai, ma non crei niente. No, però quando arrivo in, G in G6 con la donna, poi minaccio donna per H6, e lì comincio a minacciare anche cavallo G5, magari dando il pezzo. Che poi recupero perché attacco la e 7. Mm, ok, um, e se faccio tipo donna di 7 cosa volevi fare, donna G6? Forse sì. Forse sì, donna F7. Su donna per H6, forse ho qualche 4 qualcosa del genere. Però ok. Non, non è così 4... semplice neanche quella, non è, non è così no, semplice non, non è neanche così. Se... Anche quella non è così semplice. Sono d'accordo. Eh, quindi accetto anche la tua torre G4. Anche se G4 sembra proprio la mossa tipica. In queste. Posizioni. Beh, G4 sembra molto interessante. Perché ovviamente se faccio G... se arrivo a fare G5. E faccio togliere l'alfiere dalla diagonale Poi ho sia delle idee di, di prendere in E5 Ma anche delle idee di fare G6 poi dopo Sì io come dicevo volevo fare prima G4 Ma penso che sia uguale onestamente cioè, in ogni caso il piano è G4 G5 no? e... O almeno siccome ha fatto H6 sicuramente è uguale e... e dopo G4 non mi è chiarissimo cosa debba fare il nero a Essere onesto, onesto, ho sbagliato. Eh, ho riportato sulla partita. Sì, G4, perché poi è anche la mossa che comunque mette l'avversario nella condizione di decidere che cosa fare. Perché non è che può esatto. Cioè, esatto. Cioè, se una... fa una mossa passo tipo donna di 7, probabilmente posso fare già G5. E se mangi, mangi e fai alfiere 7, o cavallo per 5. Colo per torre per È come minimo pari. Forse più comoda per il bianco, um... ok. E invece in partita ha scelto torre 3. Cerchiamo torre di capire 3, Nicolò di capire qual idea. è l'idea di torre 3, perché non è chiaro: allora, G4 scusami, comunque... ho scelto torre 3. Ma in questa posizione, no, ok, può essere che G4 sia comunque nei piani e vuole avere qualche idea di torre G3 dopo o torre H3. Cioè giocare, vuole... giocare G4 adesso. Sì, tipo. Ah, è stata giocata torre di 5. Ha giocato la scacchiera in questo momento torre di 5. Ok, sì. Io penso ancora G4 onestamente. E può essere che il punto è che adesso magari ha qualche extra con torre G3 dopo torre H3, non lo so. Però sa un po' di perdita di tempo, eh, io. Sì, non sono. Non sono tanto convinto sull'idea sull di torre 3, come dicevo prima. Quello che però mi incuriosisce molto è che cosa sceglierà di fare adesso. Ma penso sempre G4, non hai altro da fare. Cioè, è, è la sua. Che la fai subito o la fai dopo mi interessa poco, però... Eh, allora però però è meglio farla prima. Non è detto, non è detto. Può essere che il suo argomento sia che la torre in D5 è peggio che in D8? Cioè non lo so. Mm... O, forse la aspettati. o forse il suo argomento è che la torre in E3 è meglio che in E4? Anche, anche. Oddio, nella linea principale che sarà tipo una G5 che ti arriva e mangerò in E5, Dunque, mi sembra... In una... conclusione, io e Nicolò scommettiamo adesso su G4 come prima opzione. E io invece da solo, perché questo non lo so, scommetto invece se decide che non si vuole lanciare su G3. Un'altra mossa interessante poteva essere, al posto di torre 3, fare una cavallo H2 con idea cavallo G4, no? In questa posizione. No, senza torre 3. Esatto, qua. Sì, in questa posizione. Sì, sì, sì. Sì, sì sono d'accordo con te, anche questa era interessante. Penso che il nero o cavallo D4... O donna di 7, sono le due case. Sì, cavallo G4, e donna G4. Donna C4 viene naturale. Ehm, Cos'altro? Beh, certo che il nero. Comunque è ben centralizzato adesso. L'arrivo, però, del cavallo in G4 è fastidioso. C4 sembra più naturale di tutte. Probabilmente, forse donna d 1 per e qui passare forse h 5 per impedire l'arrivo del cavallo in G4. Sì, esatto, per questo stavo per dire. Forse anche donna D1 al posto di donna C4, così non puoi. Non Ma puoi neanche... come Mad Carl, tu li avresti fatto giocare in stanze separate. Una delle cose più belle di questi torri di scacchi è proprio quando aumenta la pressione perché uno vince, eh, devono giocare invece tutti nella stessa stanza. Eh, perché è giusto che uno sappia come vanno gli altri, e poi perché anche dal punto di vista del thrilling eh, è meglio che, che giochino tutti nella stessa stanza. Okay. Beh, Dunque bianco, scusami sì. Eh, sì. Questa è la posizione della scacchiera Fabiano sta, sta pensando Che cosa giocare Peraltro a 14 minuti Nicolò E siamo alla 25esima Perciò vedi che que questo secondo me è uno degli aspetti più importanti Cioè E eh, siccome la posizione tenderà a complicarsi Quello può essere accadde. uno dei motivi per cui vuole evitare G4 È eh, che tenderà a complicarsi il sì, fatto sì. di avere 14 minuti per fare 15 mosse. Sì, sì, quello è uno dei motivi per cui si potrebbe voler evitare G4 assolutamente. Però eh... il problema è che, ok, non ci sono tante altre alternative. Io vedo due possibilità alternative a G4. Una è fare donna G6 e l'altra è fare G3. Però, il problema di G3 è che devi pensare quale sarà il tuo piano se non fai G4. Ma no, penso che vada giocata. Ma se mm. la deve fare, la deve fare un po' velocemente perché, più aspetta e peggio, peggio è. Sono tendenzialmente d'accordo. È praticamente in zaino. Sì, però tieni presente che con i 30 secondi di incremento a mossa. È in zanota e non è in zainot. Dipenderà molto da com dalla complessità della posizione. però siccome la posizione pare andare verso la com la il complicarsi, eh, i 15 minuti possono essere un tempo che, che ha un suo, un suo peso. Passiamo alla um, ghiri MBL. Passiamo eh, alla, alla Wangao Grishuk. Ok. Allora, eh, Wangao ha fatto effettivamente cavallo B3, come avevamo proposto noi. E su cavallo E4 e ha fatto su cavallo donna. A4 noi avevamo proposto, prima di mangiare la donna. E, e, e basta, donna. non avevamo altre proposte. Invece certo. lui ha tolto la donna e ha giocato donna D3. Ok, mm, donna C7 sembra effettivamente mossa. Non e dico. donna C7 è la risposta del nero Va bene, questa mossa è abbastanza scontata In questa posizione E ora eh, eh, Nicolò La, 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 la domanda che, che, do, che dobbiamo farci è Arrocchiamo corto o arrocchiamo lungo? Perché mm. se vogliamo arroccare lungo Lo possiamo poco. fare anche subito No, 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 no Se no, invece si... vogliamo arroccare corto Dobbiamo fare prima il fiere G2 No, no, no Si arrocca corto e basta Si arrocca corto e basta A parte che il fiere G2 attacca un pedone su questo sono d'accordo. Dunque, io anche se volessi arrocare lungo, farei, comincerei comunque col fare alfiere G2. E infatti, e... alfiere G2 è appena stata giocata. E il nero ha replicato con cavallo di 6. No, ma qui comunque... adesso ti, invece ti rifaccio la stessa domanda: arrochiamo no. corto o arrochiamo lungo? H corto, si arrocca corto, figurati. Sì, lungo un... sono d'accordo con te perché se noi arrocchiamo lungo cerchiamo di spiegare ai nostri amici perché la pensiamo in questo modo A Sempre se cavallo b4 e penso abbandoni ah devi fare donna b1 unica esatto. eh? e... 5 con idea alfi f5 non sono convinto che non abbandoni però ci arrivi, ci arrivi vicino sì ma poi c'è una questione se noi arrocchiamo lungo diamo immediatamente colpedone in C3 la, il, il re che finisce sulla colonna C diamo immediatamente dei punti di attacco al nostro avversario infatti poi Nicolone ha trovato subito uno cavallo sì, B4 attacca la donna, donna penso donna, che aband... cavallo B4 donna B1 e 5 donna B1 E5 dici? Sì. E5 ok. Sembra Ah f... no, il fiore C5 un... Ah il fiore C5 Alfiere C5, ok. Eh, Alfiere però il le C5 potrebbe dare un discreto fastidio. Eh. Ok, ok, però. Cioè, ok, qui c'è. Ok, qui c'è al C5, va bene. N non sono neanche. Sì. E poi era da vedere. Sì, Alfiere C5, è forte sì, sì. sì. Ok, però se non posso non fare i 5, comunque stai malissimo. Eh, Soprattutto um... il problema di come liberarmi del cavallo B4, visto che eh, devo fare A3. Cioè, diciamo che il nero faccia per ci esempio. Sarà qualco, ci sarà qualcosa di concreto. Diciamo forse. che il nero faccia per esempio al fiere di 7. No, ma fagli fa fa a 5 a 4 e dagli mott. Anche forse. a. 5, qui il bianco può fare a 3. E qui forse possiamo anche pensare oh, di fare può, a fiera donna, 4. Anche donna C4, forse. Donna C4. Okay, A4 anche a 4 sembra interessante. Così sulla presa in B4, mangiamo in B3, torre di 2 Qui posizionalmente, ragazzi, arriva di tutto, eh. Uno, due, tre. Sì, E la posizione salta. Dunque, a Rocco Lungo è fuori discussione. No, 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 e no. mentre no. noi abbiamo fatto tutti questi giochetti, i nostri avversari... Non i nostri avversari, i nostri giocatori... Hanno giocato cavallo di 6 alfiere F2, non ha arroccato corto, ha fatto alfiere F2, sì, perché voleva evitare cavallo C4. C4. Voleva evitare cavallo C4 con tempo, no? esatto. Però adesso comunque il pedone B2 lo dovrà difendere lo stesso, sì. Però non, perdo, cioè non, non devo fare alfiere C1, non devo così. fare alfiere C1, questa è la differenza Falco perché su, su a rocco lungo, in que, rocco corto in questa posizione. Cavallo C4, adesso ti tocca giocare al Fiere C1. Se giochi questa linea, ehm, devi. Ma. Forse. Fiere. Sì, puoi giocare al Fiere C5, però gli concedi un tempo gratis per fare, per fare torre di 8 torre 8. Che comunque arriverà due tempi in realtà, perché arriverà B6, anche che ti capisca, adesso la... devi comunque difendere questo pedone. Esatto, e arriverà B6, arriverà B6 e... dovrai e... tornare e... indietro. A6, e quindi... adesso arriverà al a 6. E hai regalato due tempi se non tre al, al tuo avversario. Dunque, in molto giusto di idea, fare cavallo. Eh, di non fare a corto e di giocare prima al F2 cavallo C4. Adesso però, diglielo, devi decidere come difendere il pedone B2. Torre B1. Ok. È la mossa antipatica che uno non vorrebbe fare mai, ma bisogna essere pratici. No, quindi... non è vero, non è così antipatica, Torre B1, dai. Eh, Certo. Hai chance dopo per un, in un futuro B4. C'è cioè sempre non vedo tengo... delle idee con alfiere di 7, alfiere 8, alfiere g 6. Un po' lenta, però alfiere di 7, alfiere 8, alfiere di 6, boh, sì, ma no, non ci credo. Va bene. E... Un... e comunque dicevo che torre B1, se uno ne potesse fare a meno, la... ne farebbe a meno. però bisogna essere pratici. È un po' quello che diceva Roso nel suo libro I sette peccati capitali. Non dobbiamo essere noi che ci. E che ci imponiamo la posizione dobbiamo seguire il flusso perciò la posizione richiede torre B1 e noi facciamo torre B1 ma se, se fai alfiere di 7 poi ci sarà cavallo C5 dai non, sì. non tro, troppi tempi, troppo lento beh, sì però posso anche pensare di dare l'alfiere di case chiare eh? come? nel senso che fa, quando fai il cavallo C5 se te lo attacco mi devi fare il cavallo per D7 e eh, cosa dopo fai? D6? eh boh mangio in D7 e, e qualche D7. alfiere H3 forse ho oh? si sì, poi faccio torre eh, A, A, A e 8 io sì, pure arrocco semplicemente comunque sono d'accordo con te che forse il nero C5 farebbe il 5 diventa debole quell'alfiere ti serve in realtà no è vero e pur essendo cattivo è come l'alfiere dell'est indiana pur essendo cattivo nonostante tutto fine dei serve. buoni pezzi. Perché difende i pedoni? Difendi. Va bene, senti, spostiamoci a vedere Caruana. Perché ragazzi, è arrivata G4. Giocata in questo momento. Era nel senso, alla scacchiera. Era anche G4. G4. Qui, da adesso in poi, come dicono nel film Matrix. Adesso, cara Alice, di cose strane ne vedrai parecchie. Perché adesso la posizione acquista un livello di conflittualità più alto, no? Ma e anche cui... qui doveva scegliere tra pillola rossa, guarda la realtà, e fai G4 oppure pillola blu rimani ignorante, e fai G3 e aspetti, fondamentalmente, no? Vedi quanto è profonda la tana del bianconiglio esatto, fai G4 e vedi quanto è profonda la tana del bianconiglio. E perché adesso è chiaro che la posizione si sbilancia il bianco crea delle debolezze nel suo campo facendo g4, ma nello stesso tempo eh, vuole respingere indietro in particolare Fire f6 del nero e creare attacco sul lato di re. Sì, no, ma tra l'altro Allora vedete... Grischuk che mossa è? Comunque non ha fatto torre b1 Nicolò, perché gli stava anticipato la torre b1, ha fatto donna c2. Eh, comunque, vedo delle idee interessanti. E' alla diciottesima. Di mentre Caruana, di Caruana è alla ventiseiesima e ha 17 minuti. Sì, su quella di Caruana, vedevo delle idee interessanti. Magari con 2 G5, Torre H1, Casino. Sì, effettivamente ci dicono. Ma non era a 14 minuti. Ma sai che è vero, prima va a 14 minuti. Ha fatto una mossa e adesso 17. è a 17. Com'è possibile? No, era 14 Grishuk, no? Tu dici che ci, mi siamo confusi, era 14 Grishuk? Eh? Penso di sì. Ok. Allora, vi ricordo che intorno alle 16.30 è in arrivo il grande maestro Sabino Brunello, che sicuramente ci inonderà di varianti, perché è un po' come Nicolò, sono, sono dei grandi analizzatori move my move, sì, solo che uno è forte, l'altro no. Esatto, solo che uno è forte e l'altro no. Sta a voi giudicare secondo voi qual è quello forte e quello un po' meno forte. Eh, io la risposta ce l'ho, ma non punto su di me. Ok, eh, anzi, fammi dare un'occhiata se ci sono notizie da Sabino. Sì. No, per ora non ho nessuna notizia, ma io devo prendermi l'acqua, dunque vado a prendere l'acqua e vi abbandono un attimo. No, Sabino, una cosa che, che ha, che um, può, può piacerti o non piacerti, è il fatto che è sempre molto um, sulle sue, tra virgolette, di, di valutazioni, no? Cioè, non è, non è mai sicuro, dice potrebbe essere, ma non lo so, eccetera, eccetera. Eh, eh, molto spesso è una cosa positiva negli scacchi eh, a volte è negativa però eh, e un'altra cosa che secondo me Sabino ha è un sacco di posi positività eh, nel senso che quando guarda una posizione eh, tende sempre a forse non so se sopravvalutare ma comunque a, a vedere più positivi più positive le sue idee che di nuovo è una cosa che può essere vista in diversi modi. Eh, alcuni potrebbero definirla mancanza di oggettività e potresti vederla come un problema, però in realtà è anche una grande forza perché eh, sei sempre positivo, non ti deprimi mai, e comunque sei sempre più convinto che le tue idee abbiano, abbiano effetto. Tra virgolette, no? eh, sono diversi i modi di vederla. Può essere una grande forza o una grande debolezza relativamente come la, la guardi evidentemente per lui è più una forza visto che è arrivato a 2560 il cavolo che è arrivato e boh qua arriverà g5 alla prossima penso no mm, non so neanche bene cosa fare col nero non è, non è chiaro Uh, ah, donna e 8, vedo che è stata giocata sulla minicam. È stata giocata donna e 8 con idea. Che se adesso ti faccio G5, cosa vuole fare? H per G, H per G um... alfiere di 8, alfiere 7 non penso al alfiere 7 sembra un po' strano faccio re 2 torre torre h1 e sembra esserci tanta attività forse vuoi fare alfiere d8 re g2 cavallo d4 con l'idea che su cavallo per d4 e per d torre per c'è donna h5 anche se sembra molto rischioso il punto è che non puoi fare cioè puoi fare torre 8 ma dopo re f7 però fa paura raga, fa, fa tanta paura. Non ci credo mai. Ci sono idee con donna E4. Vero che c'è sempre G5 in presa. Uh, boh, non lo so. Bella comunque. Non è per niente chiaro. L'idea di donna H5 era nell'aria. Però, però non è chiara come sia la valutazione. Eh, cosa ne pensate dell'entrata di alcuni scacchisti italiani in un team sport come Clash? Secondo me, finalmente sta iniziando ad espandersi il mondo degli scacchi tra i giovani. Eh, sono parzialmente d'accordo, mm, relativamente, nel senso che eh, gli scacchi sono sempre stati per giovani, mai stato uno sport uh, tra virgolette per vecchi. Ehm, L'entrata in un team come Clash uh, dipende. Dipende, nel senso che vabbè, tutti quelli che sono dentro al team tendenzialmente sono tutta gente che conosco bene, sono miei amici. L'unico che non conosco molto bene è Alessio, gli altri cioè, comunque li conoscono un po'. E, con Danilo, da Dani l'ho anche preso lezioni eh, per un periodo, e, bah, felice per loro, nel senso che comunque è divertente streamare secondo me. Eh, però sì, come, come dici tu Fila sta diventando un po' mainstream E, e soprattutto è una cosa che si esaurirà Secondo me eh, Nel senso che adesso siamo in covid time Ma finito quello La gente non starà a guardare gli streaming eh, Giornalieri di scacchi Cioè Sì, ma solo chi non ha niente da fare Cosa ne pensate del GM Andrea Stella e della probabilità Ascolta Nicolò eh, ti sì. blocco prima che esprimi qualsiasi non eh, opinione Non intendiamo esprimere niente su questo argomento. Okay. È, un so... argom è un argomento che preferiamo non trattare assolutamente. Non, non mi sarei espresso. Eh. E comunque vi ricordo ragazzi che la chat comunque è un posto pubblico, dunque prima di scrivere eh, eh, termini come truffa bisogna sempre stare. Eh, bisogna sempre stare attenti e pensarci bene perché poi la chat rimane e ci possono essere persone che lo leggono e che possono prenderla non bene dunque io vi consiglio di eh, ehm, anzi magari se puoi rimuovere il commento fila io penso che sia eh, a tutela di tutti è meglio eliminarli quel paio di, di commenti eh, non perché ce l'abbiamo con nessuno, ma perché dal nostro punto di vista non è un argomento che è il caso di trattare durante la diretta. Però la rimozione del commento è soprattutto a tutela di chi l'ha fatto, perché vorremmo evitare che ci fossero eh, problemi per, eh, per i termini usati. Dunque... In privato si può parlare di tutto, in pubblico un po' meno. Ok, vediamone andare avanti perché, ragazzi, la posizione è molto interessante. Tra l'altro non mi ha convinto, sai, Nicolò, Regi2, mentre tu facevi eh, il tuo so, discorso. Prima, però era una variante estremamente incasinata. Non fare... lo so, perché Regi2 sì, sì e no. E aiuta in realtà, eh? Cioè, why not? Why not? Eh, non lo so. Uh, why not? Ma forse Donne4? Ma Donne... non lo so, No, ma il G2 è... Cioè, L'idea era di fare torre H1 comunque, no? Quindi certo. sei felice di certo. vedere il G2 sulla scacchiera. La domanda è se il nero abbia un'intermedia perché a differenza di prima faceva G5. Cioè, il prima il, il, il bianco faceva G5 in una. Era, cioè, non poteva evitarla il nero perché la faceva in una. Certo. E, ehm... Però poi arrivava questa donna H5 che era un po' fastidiosa effettivamente, infatti stavo analizzando una linea ma ho mollato perché era troppo incasinata. Eh, a differenza di prima hai un tempo extra, nel senso che torre H1 la fai gratis relativamente. Mm -hmm. eh, però però c'è anche da dire che bisogna a questo punto chiedersi se il nero può in qualche modo evitare G5. Eh, cioè se ha una mossa un modo o qualcosa che eviti g5 prego lo faccia e me lo, me lo io faccio. non vedo nessuno perché non vedo perché l'unico modo per evitare g5 sarebbe o giocare 4 però non mi sembra una buona idea dare questo pedone no. perché apri la posizione per l'avversario a questo punto poi dopo ti salta anche 6 no e la seconda possibilità per evitare g5 è fare tu g5 però dopo sì, h per g5 torre h1 h per g5 e a questo punto torre h1 sei già lanciato per beccare matto in h7 donna f7 e a questo punto torre h6 eh, no. con minacce di, vedevo... di torre g6 di torre 1 e torre h1 e non stai certo bene no Dunque... l'idea che vedevo era di fare h5 al posto di g5 sì. E il punto è che adesso su G5 sì. mh, il bianco non apre più la posizione. Perché... Perché era al... G per H. Adesso... Ok, è vero che hai messo dentro G5 e che riprendi il pedonine 5, però allo stesso tempo la posizione non si apre. E quindi c'è da chiedersi chi poi diventa più attivo dopo l'apertura della posizione. Perché è vero, G5, alfiere D8, cavallo per 5, eh, alfiere A5 tipo. Lo mangi il cavallo? Non penso. No, fai alfiere fiera no, 5, anche secondo me. Fai alfiere fiera 5. Se lo mangi, lo mangi di donna, Sì, esatto, esatto al fiera 5. Correi eh, 2 per non farsela mangiare. Corre 2, c'è cavallo di 4, però, cavallo di 4. Però faccio. Funziona? Non lo so. Faccio donna G6, hai la donna impresa cambi la ah, donna, mangio col cavallo mangi E2 faccio no, ma non, cavallo non, E7 non cambia, scacco, f 7 mangio non, in D5 prendi D, D, E, mangio il cavallo ma non, ma non cambio le donne faccio tipo torre B8 ok tu mi dici che in questa posizione su donna G6 non cambi le donne, fai torre B8 Questo effettivamente adesso. Però io ho la torre attaccata. Però ho migliorato la mia posizione. Perché innanzitutto non è più un doppio, no? Perciò ora sposto la torre. Ah, vabbè, sì. No, ok. Ma tra l'altro hai una magia, forse puoi fare to esatto, torre B2. Beh, poi... Non è che sia una gran magia. Torre B2, se mi mangi la torre, ti mangio la donna. E no, ovviamente okay. se mi mangi la donna, prima mangio il biotto con scacco, e poi mi mangio la donna. E qui, vabbè, ho la qualità. La qualità eh, in una posizione dove la torre okay, è fortissima, stavo... no? sì, sì, sì. sì, sì okay. no, ma no, la okay. tua H5 è interessante, Nicolò. Detto questo, no, no, ok, ok, ci sta. Eh... Detto questo, il nero potrebbe anche, eh... c'è donna G6, comunque, ma comunque è un po' difficile per, per il nero. Questa posizione non... potrebbe anche pensare di togliere l'Alfiere a titolo preventivo, giocando Alfiere di 8 Cosa ne pensi di Alfiere di 8 che è probabilmente è uguale a prima, faccio cavallo per E5. intanto Accogliamo la segnalazione di Gucci 000 che ci dice andate a vedere Wang Grishuk che stanno facendo un massacro. Vediamo, poi torniamo qui naturalmente. Eh? Cavallo C4, il bianco ha giocato Donna C2, Cavallo E7 del nero, che non mi ha fatto impazzire a prima vista vederla così. Mm -hmm. arrocco corto finalmente il bianco mette a posto sto, sto re C. e5 mossa normale in questi casi è prendere presa in e5 alfiere f5 presa in f6 vabbè ha dato la donna per quanti pezzi presa in f6 1 2 2 sto contando male Uno. Però poteva anche tenersi la donna e fare donna C1, no? Donna per due pezzi. Eh, okay. Poteva tenersi la donna e fare donna C1. Sì. Cioè, non c'era niente di drammatico in questa posizione. Diciamo che il nero fa donna per e 5. No, ma è un sacrificio interessante. E A questo punto metto un cavallo in D4 e in F4. Mi, 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 mi piace. Invece dalla donna oh. fa E per F6. L'altro la, gliela mangia Prende le E7 Sì sì ma sono tanti Sposta da... la torre No Beh. no mi piace l'iniziativa E a questo punto che cosa fa Nicolò in questa posizione? So, C'è un pedone in presa con scacco Di solito sono buoni Però eh. potrei anche pensare Anche di, cavallo F4 eh, di fare cavallo sì, F4 eh. perché così Me lo vado a mangiare col cavallo E mi tengo il pedone in E7 sì, il punto è che non puoi. Esatto, non puoi. Mh, non puoi difendere. Sì, comunque Wang Gao, cioè. Eh, no, no, Uomo vero. Uomo vero, ecco. Uomo no. vero anche, anche, anche un po' eccessivamente. Nel senso che io, se fosse il suo compagno che gioca a squadre con lui, non lo guarderei benissimo: di proprio il sacrificio di donna. Uomo vero. Uomo C vero, d'accordo. Allora, commento del, del maestro Fide Pasini su. E per F6, Wangao uomo vero. Eh vabbè, scusa se... Ok, cavallo B6, alfiere per, donna per, cavallo D4, donna B2. Eh? eh cavallo B6, devo difendere. Cavallo B6? Mangerò in B6, donna per, scacco... Se faccio re H1 puoi mangiare in B3, quindi devo fare cavallo di 4 mangi cioè. in B2. Perciò dai la coppia alfiere e fai alfiere per B6. Sì, tanto l'alfiere in F2 non fa niente. E metti un cavallo in D4. Donna per B2. Cavallo per C2. Sì, perché... Donna per C2, cavallo per D5, il cavallo da D5 non lo levi mai. Ah, compenso pieno. Sì, sì. Eh, con questi due pezzi più il pedone 7, sì, 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 sì. Ah, no. mi piace, mi piace. Torre F2, torre F1 Problemi in F8. Ok, ti, ti devo dire che mi hai convinto, Nicolò. Eh? Grazie, grazie. <ride> eh, sta anche per arrivare i cavallo C7 in alcune linee. Non è facile intanto si sono si sono, io qualche commento non lo leggo ma si sono scatenati eh, facendo delle valutazioni eh, riferite a Wang Gao e a delle sue potenziali eh, caratteristiche anatomiche mettiamola così cosa intanto Nicolò torniamo su Fabiano H5 la tua mossa da parte di Ding Lijen sei contento? Eh, boh, ma ripeto, non sono così convinto di questa h 5 cioè Nel senso, eh, ci sta. Perché non apro la posizione del re, eh, però non so, sembra, sembra che il gioco del, del bianco sia sufficientemente dinamico da, eh, da compensare. Per la mancata apertura sul lato di re. Uh, sì, alfiere di 8, cavallo per 5. Quella linea che abbiamo visto prima sembrava convincente. Beh, Fabiano. Hai G6 alla fine, come dicevi tu giustamente. Fabiano, 10 minuti sull'orologio. Credo che debba giocare G5 abbastanza velocemente. Perché se non G5, eh. che cosa? Ah, ok. G5 basta. Certo. So. Cioè, potrebbe anche giocare donne e 4, eh? No, no, G5. Però, voglio dire, G5 è la sua, anche perché recupero il pedone. No, hai bisogno di tempi in queste posizioni, G5 è, è G5. Sono d'accordo con te. G5 mm -hmm. è tutta la vita. Cioè, è una posizione mh, dinamica, non puoi... Per... Cioè, donna e 4 è un po' fuori luogo, no? Mm -hmm. Magari è la mossa giusta, per l'amor del cielo, però è strano che sia la mossa giusta. Cioè, se lo fosse, sarebbe parecchio strano. Sì, è molto più spontaneo giocare G5 e, e a questo punto, diciamo alfiere di 8 o alfiere 7. Una delle due, forse alfiere di 8. No, e... alfiere di 8 mi piaceva con l'idea di alfiere a 5, ma alla fine, come hai detto, tu c'era quella donna G6 che salvava, la... salvava il tutto. E... Eh sì, cavallo per e 5, e qui parlavamo di alfiere a 5 su cui proponevamo torre 1 e 2 e sulla eventuale cavallo di 4, perché se no dovremmo mettere la torre altrove, altro c'è la donna G6 F. che pare salvare tutto. Il bianco sembra vivere un po' pericolosamente, ma neanche poi tanto, perché nel momento in cui funziona questo tatticismo, poi la prossima mossa sposterà la torre. I like living on the edge. Living on the edge. Ok. È arrivato nella nostra stanza, nella nostra waiting room. È arrivato il grande maestro Sabino Brunello. Sì. Dunque, eh, andiamo un attimo in pausa con un tantissimi yes. ringraziamenti a Nicolò, che sarà di nuovo con noi nei prossimi giorni. Uh, e credo, non me lo ciao. ricordo, ma tanto sei sempre benvenuto, Nicolò. Va bene, <ride> grazie mille. Anche solo per una finestra sulle aperture della giornata, ti chiameremo. Va bene, va bene naturalmente se sei a disposizione. Sino, come ti ho detto, gioco fermo questo weekend, ma dopo il torneo ci sono. Ok, penso che anche i ragazzi in chat, un ringraziamento a Nicolò è dovuto. Con, che è qui da due giorni a darci una mano con tutte le sue varianti di apertura e tantissime analisi, e andiamo in pausa, fra un minuto netto siamo di nuovo con voi, con il grande maestro eh, Sabino Brunello. Grazie mille a tutti, ragazzi. Buona giornata. Ciao, Matteo. Grazie, Nicolò. Io provo a lasciarvi la posizione, eh. Buon pomeriggio, sono il maestro Matteo Zoldan perché si fosse messo in contatto con noi solo eh, da poco. Sono qui con il grande maestro Sabino Brunello. Benvenuto Sabino. Ciao a tutti. La partita che puoi vedere, Sabino, è quella fra Fabiano Caruana con il Bianco che oggi affronta un giocatore che storicamente gli ha sempre dato un po' fastidio, che è il cinese Ding Rijen. Noi abbiamo lasciato i, nost i nostri due. Eh, giocatori dopo h5 giocata dal nero in questa posizione uh -huh. eh, il nero ha scelto di non farsi fare g5 dal bianco con il cambio dei, potenziale cambio dei pedoni l'apertura delle linee sul, sull'arrocco e ha fatto lui h5 il bianco ci ha pensato un po' e ha fatto g5 il nero ha ritirato l'alfiere in e7 a questo punto è seguita, noi avevamo ipotizzato Alfiere di 8 in realtà, eh, è seguita cavallo per E5, Alfiere per C5, Alfiere per C5. Ok. È un po' una semplificazione della posizione, Sabino. Sì, si stanno mangiando tutto. Uh -huh. <ride> Cosa Vol pensi? È molto questa, difficile questa dire qualcosa di... È... È a, è a favore più di, di chi dei due giocatori? Dipende dalla posizione finale, dipende da tutti i dettagli. Uh -huh. Prima di tutto dobbiamo capire come fa il nero a rimangiarsi il pezzo, ha due torri a disposizione per farlo. E... Già questa non è una domanda ovvia. Allora, mi dicono che non ti sentono, ma invece a me risulta. Prova a parlare. Sì. A me risulta che, che sei correttamente, che ti si sente correttamente. Uh, sì. Ah, si sente. Forse devi semplicemente, se puoi alzare un po' il tuo volume. Alzare un po' il mio volume. Perché sei un po' basso, però ti si sente correttamente. Sì. Forse sono un pochino lontano. Sì, forse eh... sei un filo lontano dal, dal tuo microfono. Sì, ecco, solo quello. sì, un secondo, ecco, mi avvicino appena appena. Okay. Comunque, stavo facendo abbastanza silenzio perché <ride> è molto difficile dire qualcosa di sensato su questa posizione, perché c'è tanta tattica. E... Non vorrei lasciare un pezzo in presa proprio. Per prima cosa che dico, no? <ride> certo. Se fossimo partiti dall'apertura, vabbè, magari sai, uno si arrangia con un po' di teoria, ma qui sta succedendo il mondo. Se dico che il bianco sta meglio e poi vince il nero, faccio una figuraccia. Eh, soprattutto <ride> Beh, se vinci un paio di ti Non capisco tizze, bene magari. perché. Eh, puoi pensare come mi sono sentito l'altro giorno nella partita fra Caruana e Vasce Lagrave del, pr del primo turno di rientro a questo torneo, no? In quel famoso pedone avvelenato dove c'erano. Fabiano, ogni mossa lasciava un pedone in presa, poi come un conto, ha lasciato. cioè in presa, dava un pedone. Per cercare di indovinarle, e, e poi <ride> ha dato anche un pezzo, no? sì, sì, sì. Poi dopo un po', eh, Vasce ha restituito il pezzo. Ok, la partita eh... ha portato una. 30 secondi, uh -huh. l'ho guardato. Ho visto questo finale ho detto vabbè, finirà patto. Ho chiuso. E eh... ma non è finita. <ride> è successo di tutto. <ride> ok, io ti sento sempre un po' basso però è ti sento. Un po basso. Mm, vediamo ho se. Ho anche alzato il volume, è molto strano. Aspetta, vediamo se posso fare anch'io qualche cosa su Skype. Boh. Sto avendo qualche problema di connessione. Quello potrebbe essere un po' il problema, magari. No, ma la linea mi sembra fluida, sai. Sì, sì, sì. sì e, Su bo. fluidità, su quello nessun problema particolare. Senti, torniamo a noi. Il, alla fine sì. il nero ha risolto il problema per te, cioè ha mangiato il mangiato C5 con la torre, torre B. Eh, ero in dubbio se il bianco fa donna G6 qui, che mi sembra la mossa più aggressiva, più spontanea. Mm -hmm. eh, è un cambio di donne, chiaramente, però quantomeno riesce a mantenere dei pezzi pesanti sulla scacchiera. Perché purtroppo l'alternativa era permettere al nero di mangiare in E5. Se il nero mangia in E5 c'è una semplificazione enorme, ad esempio donna B2, cavallo per E5, torre per E5, presa, 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 tutto il mondo. Beh, puoi anche fare donna C6 scacco. Sì, mi veniva a fare donna C6 scacco, hai capito subito. Ci Comunque, sta. torre per E5, donna per E5, donna... Sì? Donna C6 C6, sì. ok. In realtà sai che forse hai ragione, donna C6 scacco, forse vinceva addirittura per il nero. Comunque, questa non è la direzione corretta per il bianco in ogni caso. La tua donna C6 mi sembra molto più forte comunque perché qui è una domanda spiacevole al bianco. F3 perde per, tor per torre C2, g 1, torre C1 è disastrosa Re K2. Non lo so esattamente, re G3. Comunque c'è sempre donna D6 in chiodatura. Sì. Quindi questo... e sei, co sei costretto a fare una mossa che non vorresti mai fare uh, donna di tre esatto sì. quindi come potete vedere una mossa sbagliata e crolla tutto eh, allora in partita parentesi, mentre eh, stavo in partita tutto, tu hai, hai, ci hai preso correttamente perché hai, hai proposto la mossa più spontanea eh, donna g6, g6. Giustamente il bianco che ha il re un po' debole eh, dice io cambio le donne e in questo modo creo anche pressione contro il pedone 6. No? Sì, e poi volevo mantenere il cavallo, volevo mantenere le torri. Eh, la mia impressione era che il bianco stesse giocando per vincere, quindi non era una cosa difensiva, è il modo di provare a fare qualcosa. Comunque, il nero ha risolto un bel po' di problemi qui. Può provare a fare il Re F7 invitando cavallo per E5 perché in un finale in cui il re è sufficientemente attivo il, re, il nero sicuramente non ha senti ti faccio una domanda e se col beh. bianco gioco F5? esatto, questa è quella critica ovviamente Però... qui come dici tu, provo a giocare per vincere o almeno per, per, per avere una posizione che mi dia la possibilità di vincere sì, beh quantomeno per mantenere un po' di possibilità dinamiche eh... Però il nero è un pedone in più. E... Bisogna chiedersi se si può fare cavallo D4, se si può fare E4 come idea. Eh, beh, cavallo D4 ho lasciato un pedone E5 in presa. Quindi mm. sono, sono già un po' stanchino prima di cominciare. <ride> cavallo per E5 scacco e questa, esatto. è... cartellino rosso. Sì, questa è disastrosa. E4 è possibile, però magari torre per E4, torre per F5, cavallo h 8 Wow, ok, quasi matto. Quanto meno una bella illusione. RG8 è necessario, torre 8. Scacco <coughs> e qui. Eh, re h7 era un po' il trucco che stavo cercando eh, di fare c'è g6 no? g6 sì non so se vince però torre 6 Forse... pensavo l'altra torre esatto sì meglio tenersi questa per riparare meglio il re Poi facciamo e adesso cavallo minacciamo h7. ovviamente cavallo h7 sì. questa variante credo che sia completamente sbagliata ma è molto bella <ride> sì, adesso il Liro in realtà ha una mossa, forse può giocare cavallo e 5, però comunque... Sì. Corre per E5. Torre per e 5. Torre 1 per e 5. Grande, torre 1 per e 5, giustamente, e quando alla fine... Ok, poi non so in realtà... Come eh. Se... Eh, non è vero. benissimo. Però se tiri indietro due mosse... Però puoi fare Guarda. di meglio. Puoi fare di meglio. Aspetta, ancora una. Cavallo F7. Esatto. Però questa è, è meglio, no? È fatta anche questa, eh? Torre per F7. Torre per F7, G per F7. G per F7, così non può mangiare la torre che va a donna. Torre per F6. Torre Esca per F6. È necessario. Promuove. Per donna. Però temo che questo sia patto. Eh sì, l'impressione è che... Qualsiasi, sì. qualsiasi mossa all'incirca. Torre F6. Sì, torre F6. E poi fortezza con il re che faccio così. No? Sì, eh, più che altro il re va verso G8. Sì, di solito quello che mi hanno insegnato è che se il più il pedone è indietro è meglio è per il nero, perché poi ha modo di mettersi in posizioni di questo tipo e per il bianco non c'è lo spazio esatto. per obbligare il re ad uscire dalla posizione, no? Sì, questa è appena, appena pericolosa perché il re è avanti in H6. Vorrei averlo una casa più indietro. Però non credo che faccia una differenza. Sì. Voglio avere il range 8. L'unica cosa che devo fare è mettere il range 8, mantenere torre F6 e pedone certo. G7. È Quindi... Anche, anche perdendo il pedone H5, che è irrilevante, no? Sì, voglio perdere H5 e perdere A6. Entrambi certo. non mi servono. Ma non vuoi perdere la partita? La partita no. <ride> ok. Va bene, senti torniamo sull'attualità perché le cose sono andate diversamente. Sì, ci siamo divertiti molto in questa variante. <ride> sì, F4. Sì, allora, era è stata giocata F5. È stata giocata F4 Torre di 2. Il Nero, okay. perciò, ha scelto di fare Torre di 2 scacco sì, al posto che... di Re H7. Perché sta giocando per vincere. E quando il e Bianco parato. raggiunge quell'F5, ha buone possibilità di cavarsela, probabilmente. Quindi sta cercando di. Alla fine il pedone che Fabiano ha dato non è mai più tornato indietro nella partita. Eh sì, piano piano il pedone A diventa importante. Però mi sembra che il Bianco abbia comunque compenso sufficiente a, a stare Senti, in gioco. Senti, ti faccio una domanda. Se cambiano i pedoni F col pedone E e in futuro cambiassero sia un cavallo che una torre, il finale che rimane è, è un finale patto? Con... con un pedone in più dell'Arena 6? Sì. Beh, direi che il pedone promuove. Quindi. Ah, ok. Cioè se rimani con una torre sola, no, non cambiando tutto, eh? Eh, Sì. No, scusa. Ho capito. No, se cambi il cavallo, e una torre, non due torri. Ah, con una torre a testa. No, vabbè, ok, se, se cambi no, infatti, <ride> penso, mi sta facendo una domanda da principiante. Proprio <ride> se cambi tutto, effettivamente come mi hai guardato tu, come dire, ma che domanda è? Sì, è certo oh, che Pedone. magari... No, va bene. Con una torre sola... Farmi invece... una domanda facile. Certo, con una torre sola? Con una torre? Eh, questa è una domanda molto difficile. Eh... Io voto per la patta. Eh, okay. no, salvo situazioni particolari, in generale mettiamo la torre dietro il pedone in A6 ad esempio tagliamo il re abbiamo del controgioco e non dovrebbe essere particolarmente pericoloso dipende da dove sta il pedone A se il pedone in A6 è molto lontano dalla promozione se il pedone sta in A3 diventa molto più pericolosa cioè perciò prima blocchi il pedone meglio è sì assolutamente okay. va bene e... però siamo lontani dal cambiare tutti beh uno l'abbiamo appena cambiata eh, ma i cavalli sono per. I pericolosi. cavalli è più dura, è più dura. I, Invece salta, tra... il nero, secondo me, dovrebbe puntare al finale di cavalli. Eh... Sì, beh, in, in astratto sì, sicuramente. Beh, il okay. nero deve puntare Ovviamente a correre col Ovviamente il finale che possibile. il nero preferirebbe è quello senza le torri e senza i cavalli. Perché quello, come dici tu, hai detto tu prima, è vinto certo. immediatamente. Però, sì. faccio, però è molto improbabile... Però, fra il cambiare le due torri e cambiare i due cavalli, se il nero potesse scegliere, preferirebbe cambiare le due torri e rimanere coi cavalli. Beh, queste sono osservazioni più o meno interessanti dal punto di vista didattico. Ma se tu pensi a come invece il gioco pratico funziona, non devi vedere che tipo, di, che tipo di occasioni hai, perché non puoi dire voglio cambiare il cavallo, o no, voglio no, cambiare la torre. Certo, è per capire se si creassero degli scenari di un certo tipo se. E dobbiamo andare in una certa direzione oppure no, certo, sì. eh, anche se in questo momento stanno davvero lottando sulla possibilità di riuscire a fare qualcosa di concreto. Eh, beh, la tua domanda può diventare rilevante nel caso, tipo qui non succede niente per dire una mossa del nero che fa tipo passo A5 F5, sì, oppure, per esempio, re F7 cambia subito il materiale. Eh, sul F7 è ancora F5. Ah è giusto, sul F7 torna, torna attuale e F5. Ma ehm, il bianco è meglio per lui fare F5 o cambiare più, più cose possibili? Uh, Difficile, forse. La domanda è molto interessante. In realtà F5 in questa posizione che noi abbiamo sulla scacchiera uh -huh. permette cavallo d 4 in una versione molto migliore che con il Ren F7. Certo. il motivo non è incredibile è che quando un cavallo arriva in E5 con il re F7 scacco con il re in 8 invece no quindi il mio primo istinto era portare il re però in realtà potrebbe essere svantaggioso per questo motivo per il nero. Se qui facci... Intanti, Intanto in chat avanti Savostarchi ci dice che secondo lui F5 la vince Caluana. Io questa cosa tenderei ad escludere. Non so fino a che punto sia. Secondo me questa partita in questo momento è X2, cioè o finisce Patta o vince Ding. Vincere Fabiano mi sembra molto improbabile. Sì, decisamente improbabile. Cioè ci vuole però proprio... visto che noi siamo... Il cosiddetto blasto, che no? stiamo tifando per lui, non dobbiamo disperarci perché ha ottime possibilità di pattare. Secondo me, sì. ci chiedono quando giocano Caruana e Nepo. Questa è la domanda: mi sa più per me che per te. Eh, sì. Allora, la risposta è, è che giocano. Eh, se mi ricordo bene, ve domani è giorno di riposo. Giocano mi sembra venerdì. Comunque, ve lo, lo verifichiamo subito, ragazzi. Questo è il turno di venerdì. Eccolo qua. Mm. E Nepo e Fabiano giocano venerdì. Bene. Tornando a questa partita, ha fatto una gran mossa a cavallo D4. Ding. Wow. S Sacrificio di pedone. Questa mossa, Sabino, perché lascia un pedone in presa da tre pezzi. Sì, vuole cambiare le torri. Andare... L'unico vantaggio che ottiene è il cambio delle torri. In realtà la mossa è fortissima. Cioè, Mi sa che eri più vicino ma tu a trovarla. Eh. Anche per pedone? Beh sì, è un prezzo da pagare. Eh. Cioè, Grande la mossa Ovvio comunque. che non posso di mangiare che... di pedone e non posso mangiare di cavallo perché perdo la torre. Dunque devo sì, mangiare di torre. Mangio ma di per torre. Per adesso non è che te l'ha detto il dottore no se no devo spostare la torre facciamo la, la prima canalizzazione cioè, cambio mangia sì? diciamo che mangio di cavallo sì perché dobbiamo fermare il pedone A esatto e qui fa 5 qui fa 5 diciamo che, fa, che ho ancora un tempo prima di sì però cavallo c4 ti conviene farlo facciamola perché cavallo c4 giustamente farla. attacca A il pedone e a questo punto, se non voglio evitare che mi faccia cavallo B5, forse devo fare anche cavallo A3. Sì, che è una mossa tristissima. È una mossa cavallo tristissima, F5. sono d'accordo con te. Cavallo F5. Cavallo F5. Wow. Comincio a capire il piano di Ding: è un gran piano. 3H3 eh. per proteggere il Pedone. G6 fa la G6 che è piccola eh, profilassi Sì, hai ragione, tanto non è una yeah. questione di tempi ormai qui. Esatto. Qui facciamo una passeggiata sulla Didona, quindi e questo adesso... è... Opla e sì. poi opla e poi opla. In realtà il piano sarebbe andare a promuovere il pedone A, penso. Però se è fermo posso anche mangiarmi nel frattempo il pedone F. Già che stai passeggiando. <ride> ok. <Sì. ride> e allora però facciamo un piano, perché questo piano sembra tra virgolette come, come Thanos nel film Vendicatori, cioè inevitabile. Eh, dunque, forse non no, dobbiamo eh, mangiare eh, nei 5. Forse siamo poco collaborativi col piano. Forse sì, non conviene mangiare nei 5, Però questo vuol dire che Cavallo di 4 è una mossa gratis, tra virgolette. Eh sì. È riuscito a creare delle cose. però sì, diciamo che torre faccio 4. torre a due. Torre a due anche, sì. Possibile, però qui magari torre C2, non so se è migliorato tanto la posizione. Ah, è vero. Ho, adesso ho, ho torre C2. Sì. Non credo valga la pena di inserire e per F4, perché comunque perde un pedone in H5. Però torre C2 sembra antipatica. Al di là del fatto che anche A5 è, è del tutto giocato. Ok, le cose sono andate diversamente, ti faccio vedere cosa hanno giocato alla scacchiera. Fabiano ha giocato Torre 4. Torre 4. Che è una bella idea perché adesso l'avversario non può mangiargli F4 perché perde il cavallo. Sì. Salvo torre che C2. il nero però non riesca a spostare questo cavallo dando scacco. Eh, sì, in realtà penso che il nero stia cercando di coordinare un po' i pezzi come obiettivo. Torre C2 mi sembra una mossa molto importante E l'ha ah, già anche giocata E il bianco ha fatto F1 Sì Scacco ancora Scacco ancora Ha fatto Su cavallo F5 il problema era che c'era Torre per E5 E su cavallo F3 qual è il problema? Beh, adesso Chissà. la mossa al posto di, di dare scacco? Sì Adesso ha fatto F2 Scacchettino Ah perché Ding ha ancora meno tempo di, di Fabiano Eh sì ha poco tempo A che mossa siamo? Siamo alla trentasettesima. Ah, quindi è alla quasi... Alla quarantesima, sì, comunque di tempo ne hanno. Alla quarantesima sì, sì. avranno 50 minuti. Però sai, questa è una decisione critica, perché se trovi il modo giusto di giocare, bene. Se non lo trovi, non è detto che avrai un'altra occasione. S sono totalmente d'accordo con te. Eh, ho appena visto, mi è entrato per un secondo in testa, una coordinazione del bianco che può essere pericolosa. E per F4, torre per F4 è quasi matto in realtà. Se, se lo immaginiamo, E per F4, torre per F4, poi cavallo e 7. Re allora, H7 G6. che faccia Re F1, no? Sì. Re F1 e per F4, torre per F4. Sì. A5 per dire A5, questo sì. Torre F8 sì. scacco. No, cavallo e 7. Ah, giusto, hai ragione. Cavallo e 7 scacco è meglio. Re h 7 g6, g6 Re h6 Re h6 e Torre f8 e torre f8 Sono e riuscito a ucciderlo di nuovo. Un atto in h Sì, questo è uno dei modi pericolosi. Chiaramente la variante è tutta sbagliata, non è forzato, non c'è niente di questo. Assolutamente, tipo. però è per far però capire è che non puoi fare sì. esattamente quello che ti pare. Allora, sì, siamo no. però messi così. Ha giocato ref 1 Re 1 Ora e bisogna tocca vedere a Ding se prende che la... ha due minuti sull'orologio Sabino, eh. Uh. Ripetizione o trova qualcosa? Due minuti sull'orologio. Qui okay, grandissima cavall tensione. Cavallo F3 era il tentativo. Aspetta, aspetta che vado a spostare un attimo la zoomata sulle su telecamere, se riesco. Su loro per vedere... Sì. Comunque la variante matta di prima mi è venuta da Cavallo F3, Torre B4. E pensavo E per F4, Torre per F4. E il bianco ha realizzato proprio la coordinazione pericolosissima che ho appena detto con cavallo 7 g6 e quindi ecco qui siamo okay. su, su Fabiano ed ing mm -hmm. tensione alle stelle come sarà indubbiamente secondo me prende patta L'avete allora, ah, sentito tutti: eh? il Grande Maestro Sabino Brunello si è sbilanciato e ha detto che fa patta. E l'impressione è che sta quarantesima. Eh? Però adesso ha raggiunto Ha raggiunto, i, ha raggiunto i c... la quarantesima? Ha raggiunto la quarantesima Sabino. Dunque adesso ha tutto il tempo no. per pensarci. No, adesso me la rimangio allora. Ah, ok. okay. No, la considerazione <ride> del tempo cambiava sei riuscito a arrivare alla quaranta. ma non ha ripetuto quante volte ha ripetuto? Eh, ma bisogna guardare se hanno ripetuto tre volte oppure no. Eh. Allora, la posizione, di era, guarda, che... la posizione di partenza era così, sì, però con RF1. il Re in G2. No, eh, poi RF... ne hanno fatta RF... una con il Re in F1, poi ne hanno fatta una con il Re in F2, un'altra con il Re in F1, un'altra con il Re F2. Dunque l'hanno raggiunta entrambe due volte, non tre. Ma con il Rai F1 può chiamare patta, è la terza. Ma con la torre in C1 fammi vedere. Con la torre in C2 ha dato scacco tre volte in c 1 Hai ragione. Hai ragione. Eh sì. Se adesso Fabiano gioca, gioca f 1 può chiedere patta. Sì, e finisce patta. Patta, oh, ah, ah. e, fi e finisce la patta. La mia previsione ha funzionato. Sì, Bene, eh... vediamo, vediamo se si dicono qualcosa. Ah. Mm. Bella partita. Vediamo se si dicono qualche cosa sulla posizione. Adesso stanno firmando, però non si stanno ancora dicendo nulla. Di solito adesso c'è un attimo di suspense e poi uno dei due in questi casi fa un commento. Mm -hmm. Ding sembra tanto, più dei due sembra quello sentirlo, un po' più. Sì. Un po' più scontento del, del risultato finale. Sì, anche se non so se è mancato davvero qualcosa o se... Comunque Niente, eh, è questi cinesi... Fabiano non è che sia il più espansivo del mondo, ma questi cinesi non proferiscono parola. Dunque hanno <ride> lasciato la sala. <ride> Va bene, andiamo sull'ultima partita in gioco. Andiamo sulla partita dove sta succedendo di tutto. Perché in realtà, allora, eccoci qua. C'è solo una. Sì? Wangao contro Grishuk. Spettacolo. È quella dove il bianco ha sacrificato la donna, ok. In realtà, la partita ha smesso di essere interessante proprio quando l'abbiamo fatto. Esatto, perta. nel momento stavo, stavo pensando la stessa cosa. Sai, che dopo, dopo torre per d 6, torre per di 6. Adesso metterà una torre. non so, in D4. Sì, l'unica cosa che dobbiamo evitare col bianco è di perdere il pedone a 2 che però sembra fattibile, basta fare a tre alla prossima. Esatto. Dopodiché la tutto torre è difesa. Adesso basta difendere il pedone a due. Esatto, tutto il resto è difeso. E... Ma una domanda vincere... Sabino pensi che, eh, che facciano patta? O, uno dei, o per esempio... Ma io però non vedo neanche che tentativi possa fare. Perché? L'unico che, fare, che può tutto. vincere è il bianco. Sì, creandosi il pedone passato sul lato di, Do di Re. Sì però deve risolvere il problema della sicurezza del, re. del proprio re. Di solito finisce che quando apre la posizione di più a un certo punto prende il perpetuo. Sì, sicuramente. Quello in generale, ma qui abbiamo difficoltà addirittura ad arrivare ad aprire la posizione. Aspetta che hai risposto lo zoom perché così li vediamo meglio tutte e due. Un piano potrebbe essere prendere il re e metterlo in H4. però capirete, si può dire così mentre si commenta, però farlo davvero in partita non è molto evidente. Fra l'altro, H4 non è accessibile in questo momento, quindi è abbastanza improbabile. Il nero deve solo mettere un range 6 ed è, ed è sicuramente a posto, poi continua a dare scacco. Eh... Sì, il bianco farà A3, farà Torre F4. Sì, io beh, prima cosa fare... la prima cosa che farei esatto è fare A3, e... perché così evito di perdere il pedone, sono tranquillo. Ci siamo giocati Sabino, ragazzi, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Ora è frizzato. No dai, Mr. KC Schaffer, credo che Fabiano oggi abbia fatto una partita normale. Eh, avrà, come capita in questi casi, stiamo veramente parlando di mo alcuni momenti critici dove forse invece che quella mossa lì, che è la prima del computer, hai giocato la seconda, la terza. Però non mi sembra che abbia fatto grandi errori. Eh, Ding ha giocato bene oggi. Um sicuramente molto meglio di come ha giocato ieri contro NVL, no? eh, anche se di fatto ieri aveva raggiunto posizione vinta e, e oggi no. Nel frattempo hanno raggiunto la patta anche in questa partita, dunque adesso cercheremo di chiamare Sabino nuovamente e vedremo una delle partite che, abbiamo giocato, che sono state giocate oggi, ne scegliamo una e la guardiamo insieme a lui. Tanto Wangao Gao e Grishuk sono alla scacchiera che stanno analizzando la, la partita. E adesso però si sono alzati e se ne vanno. E dunque qui non ci saranno più telecamere e noi andiamo a chiudere. Ok, ecco che Sabino è tornato. Perfetto, allora un attimo solo che ti rinserisco, intanto accendo il sonoro così ti sentono e poi sì. vediamo come la situazione su, su Skype. Ecco di qua. Perfetto, scusate. Adesso ti vedono anche e eh, vabbè non è mica colpa tua. Allora, eh, nel frattempo hanno fatto patta. Ah, è finita? Sì. Allora, è, è poco finita da anche dire. questa. Fabino, sei arrivato tu o hai finito tutte le partite? <ride> sì, davvero, si sono rifiutati di... <ride> Senti, se vuoi possiamo sceglierne una, come dicevo agli spettatori. Um, sì. E... Allora, sai, sai che cosa? Possiamo vedere l'ultima parte della, della Wang Hao Grishuk, e sì, che, che è piuttosto fatto. corta, e poi rivediamo la partita di Fabiano velocemente. Oppure la partita eh. di Vascela Grave Ghiri, che non, abbiamo, che non abbiamo visto oggi. No, forse la partita di Vascela Grave Ghiri. Ok, vediamo allora le mosse che ci mancano di questa. Metti condivisione schermo però. Sì, certo. Sta arrivando, eh. Eccolo qua. Sì. Quando sei disconnesso stavo cercando disperatamente il modo di creare qualcosa col bianco. <ride> <ride> allora... Vaneggiavo di un pedone H, magari. <ride> allora, ascolta. Uh, partita Grishuk Wang Hao. Mm -hmm. uh, 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 uh. Ti volevo portare in questa posizione qua. Eccoci qui. Sì, non vedo niente ancora. Eh, eh adesso arriva. Sì. Anzi, facciamo un passo dietro ancora in questa posizione. Il nero ha appena giocato cavallo e 7 il cavallo era in C6, che è una mossa che noi non ci aspettavamo. Però io effettivamente... Io non vedo la condivisione. La vedi o non la vedi? No, non vedo assolutamente niente. Ok. Non è proprio partita. Non è... Boh, non so perché adesso la rifaccio. E adesso? No. Perché no? <ride> Ottima <ride> domanda. Perché no? Eh, Skype dice che ho condiviso lo schermo. E di qui non è arrivato niente. E qui non è arrivato niente, ma porca miseria. Questi qui sono i misteri della tecnologia. sì Allora, io ho condiviso, ma a te non è arrivato niente. Fantastico. Sì, sì, Condividi schermo. Cambia schermata a finestra. E io voglio questa. Tanto si vede anche quando lo faccio, dunque, uh -huh. i nostri amici sono testimoni che io l'ho fatto. Senti, cosa fai? Provi a seguirmi su Twitch. Eh? Io vado piano. Tanto, eh, so sì. che c'è un minimo di lag fra le due, fra le due piattaforme. E... <ride> <ride> Grazie, Deverse, Boomer Moment. ok. Eh... <ride> ti, aspetto, ti aspetto su, su Twitch si sì, va benissimo ricordati di togliere bene. il volume eh. aspetta è partita la condivisione schermo adesso ah no, vedi aspetta. che è partita vedi sì, che è, è partita un allora, scusa un attimo che devo fare che tolgo la scacchiera live che non ci serve più e sistemo un attimo Beh, fantastico perché ho tolto la scacchiera live e è saltato fuori qualche cos'altro e poi ci siamo e possiamo partire questa cosa. Eh. Ah. Uh -huh. Bene, allora vedo il mio faccione. Vedo una posizione con un cavallo 2. Dammi solo un secondo, che ci sono. Ma... Qualcuno suggerisce: mandate la pubblicità. <ride> no, vabbè, non ha senso. Io ve la mando anche la pubblicità, però. Ecco qua, siamo pronti. Bene. siamo pronti. Allora Sabino. Eh, torniamo alla nostra posizione. Come ti dicevo, l'ultima mossa giocata in questa posizione, il bianco ha fatto donna C2, il nero ha giocato cavallo E7, che noi inizialmente non ci aspettavamo, ma il senso è abbastanza chiaro, vuole difendere il pedone in D5 per poter spingere in E5. Sì. Il bianco ha fatto arrocco corto e anche uh -huh. qui come criticarlo e il nero ha spinto in E5 presa okay. e qui è arrivata al fiere F5 Sì, e molto F5. aggressivo volevo dire una cosa E5 non era necessaria il nero poteva giocare anche in maniera più prudente conservativa facendo cavallo F5 ad esempio il nero è un'ottima posizione in generale uh -huh. facendo E5 è aggressivo sta creando qualcosa eh... Molto interessante, dicono che avevano già poco tempo in questa posizione. Così presto, mm, no, ce l'avevano, ah. un po' di tempo ce sì. l'avevano anche Immagino. perché siamo alla diciannovesima, ce l'avevano tempo. Sì, quindi, Grisciuc aveva ancora 7-8 minuti. Beh, aspetta, no, dividiamo Juan Gao, ce l'aveva, Grisciuc, non tanto, <ride> Grisciuc non aveva tanto tempo. Perché okay. ne aveva investito prima una marea per pensare una linea che poi non ha giocato, che tra l'altro sarebbe stata buona. Perciò ha ragione il ah. nostro amico quando dice: È vero, eh, ragazzi! La classifica giornata arriverà. Dunque, abbiate un attimo di pazienza e ve la vado a recuperare. Però la stanno facendo i nostri grafici. Mentre noi analizziamo la partita, loro preparano la classifica giornata. Allora, Cavallo F5 assolutamente. Tanto che io pensavo che l'idea di Cavallo F7 fosse questa. Ehm e come dicevi tu poteva difficile. prendere le cose con calma, no? Certo. Adesso mi 3. Era solo per dire che esiste la possibilità. Se minaccia anche il doppione 3 qui? Sì. Beh, no, un, molto... Non lo so, forse torre 1, non lo so. Sì, però cavallo 3, mangia G2. Vabbè, è un'altra cosa. Eh, sì, infatti. Però come fai a impedirgliela? Bah, donna C1, magari. Forse donna C1, sì. Donna C1. Però, vabbè. Cavalli con con l'idea no. del futuro di giocare cavallo di 4 forse. Sì, sì. Il nero È una battaglia. Sta bene comunque il nero, no? Sì, penso di sì. Non ha mi una bella posizione. Capia. Se riuscisse ad attivare questa quest'alfiere e portarlo magari da queste parti... Ah beh, allora sarebbe... Sarebbe una festa. Sì. Ok, invece Grishuk, forse perché come diceva il nostro amico, aveva poco tempo, gioca E5 uh -huh. e decide di forzare gli eventi. Bianco la me prende... non era una critica la mossa sembra molto interessante al filo F5. F5 qui il bianco mm. avrebbe potuto anche giocare donna C1 e Immagino. in caso per esempio di donna per E5 piazzare un cavallo in D4 sì. no, anzi, forse l'altro in F4 uh -huh. sì, o sì, uno F4, in D4 e uno, uno D4. in F4 Bo, uno nei due posti uh -huh. se fai cavallo B BD4 magari riesci a farle entrambe hai ragione anche tu. No, mi spaventava un po' su cavallo F4 alfiere G5, ma in realtà c'è alfiere D4 che risolve ogni problema. Sì. sì. Invece il bianco gli ha sparato e per F6. Oh. Beh, forzata alfiere per C2. Presa sì. in E7. Mm -hmm. Torre F E8. Wow. Questa partita è complicatissima. Ok. Domanda. Mm. Poteva mangiare <ride> in... Ho tante domande anche ah, io perché qui. donna per E7 c'è alfiere C5. C'è alfiere per D5. Ah, però poi cambio in F1. Alfiere per D5 e alfiere per C4. Ah, giusto, hai ragione. Hai ragione. Mm. Per quello che non può togliere la donna da E7. Perché c'è alfiere per D5 re h8 e alfiere per c4 sì e a questo punto diventano tre pezzi, tre pezzi. e un pedone eh. sì e, e se un poi buon il bianco centro. riesce a coordinarli poi per il nero so sono cavoli sì però qui torre c8 sì f forse f ok Colpa mia, che non ti ho detto quale volevo. no, Vuoi sottrarti ai cambi? Ok. Sì. Cavallo Ehi, e 4 Adesso D4, minaccia sempre... torre per C4 e che lo mangi e poi c'ho anche i cavalli in E2 impresa. Sì. In... Non posso fare al C5 perché c'è torre per C5. Sì. Cavallo e D4. Mi sembra l'unica mossa possibile per non perdere materiale. Cavallo E di 4, giusto? Adesso se alfiere per B3, alfiere per B3 salva il pezzo. Sì. Se invece torre per C4, cavallo per C2. E se l'ha cavata? E se l'hai cavata. Ok, sembra a posto per il bianco. Questo alfiere, modi di attaccare la torre, non ne ha. No. E, no. e dunque il bianco è a posto. Allora, il all Nero ha fatto Torre F8. Ok. Qui invece che fare Alfieri per D5 più sottile ha fatto Cavallo F4. Ok. Scusa. Tanto per mangiare in D5 ha sempre tempo. Esatto. Cavallo B6. Sì. Qui Pasini aveva suggerito Alfieri per B6. Che secondo me era interessante. Sì, anche a me sembra interessante. Alfiere per b6, donna per b6, cavallo e... d4. Cavallo d4, donna per b2, cavallo per c2, donna per c2. E adesso cavallo per d5. Ok, questa variante non è forzata, ma. Sì, assolutamente. Da, da donna per b2 in poi. Sì fantasiosa eh, ci sono diverse mosse qui da considerare alfiere per d 5 mi sembra molto senti sa su wifi mi dice lo prendo non lo prendo come un'offesa ma mi dice sbaglio questo turno è durato davvero, davvero poco ascolta l'altro ieri ho fatto 7 ore ieri ho fatto 6 ore se anche oggi faccio solo 4 ore e mezza... Sei contento lo stesso? Sono contento lo stesso. No, sto scherzando. Assolutamente. Oggi le partite si sono concluse molto più velocemente. Eh, mm. Beh, comunque sembra abbastanza logico quel seguito di prima, no? Elimino l'alfiere al fiere, per... mangio D5. Provami al per D5. Ok, Qui. al per D5. Racaldo, torre AC1 vorrei. Torre AC1. E ora... Non hai tante case. Di qui? Ti tocca, sì. Devi andare lì. Eh, però. Vuoi andare qui? Io stavo cercando di darti matto. Eh, <ride> Volevo fare Evo, avevo cominciato G6. vagamente a capire. Eh? <ride> no? Quando ho visto che mi volevi spedire con la Fiera G6, ho cominciato a capire che avevi delle brutte idee di mangiare e poi fare torre F4, torre H4. Esatto. Cosa di questo tipo, ma no? ah, infatti, qui cosa succede se faccio? Torre e 1? Torre C e 1? Grazie, Fabio. Grazie, no, scusami, Sabino. Sì, torre C e 1? Eh, scusami, fila 4? Torre C e 1. Torre C e 1, ok, non fa una grinza. Eh, ovviamente, proviamo. Donna per, D per C3. Eh? Per C3, sì, suppongo. Torre 4 centralizzando tutto sì. la minaccia è molto telefonata sei veramente anche... cattivo Sabino <ride> Facciamo, facciamola vedere per, i, per esempio torre non so qualsiasi cosa faccio cavallo di 7 no. cavallo g6 cavallo g6 scacco h per g6 torre h4 ve l'ho detto che voleva dare matto sto arrivando <ride> però forse non ci riesco okay. perché qui Anziché collaborare, può fare G6. G6? Oh, G6 è matto, cavallo per G6. Ah è, <ride> <ride> okay. ah, è vero, è vero, è vero, perché cavallo oh, per G6, per G6, torre H4, re G7, torre F7. Ok. Vabbè, ok. E adesso... Tocco, Vabbè, che così guadagna la donna per la cronaca, eh? no? Ma facciamo torre h7, dai. Esatto. Ma gli piace di più fare torre h7, Savino? E da male, dunque, niente. G6? No, G6 no, mi è uscita male. G5? G5, ok? Perché difende la casa h4. Sì. In più, lascia anche una casa in più a re quando esce. Sì, infatti, qui volevo quasi fare cavallo h5. Eh, infatti mi sembra Anche perché inserisce Dell'idea anche di cavallo F6 Torre F7 cavallo F6 Il nero ha tutti i pezzi fuori gioco Io ho tutti i pezzi sul re eh, Assolutamente Pensa se giocava a sta linea ehm, Forse il bianco mm. è stato un po' troppo Gridi tro... Scusa il bianco il nero è stato un po' troppo gridi è mangiato un po' troppi pedoni no? Ma in realtà qui ha torre per E7 Torre per E7 torre sì. per E7 donna, donna per, per D4. D4 scacco diciamo torre F2 sì. donna di 5 torre eh magari H7. qui c'è torre per H7 ma può fare donna vedi, D1 vedi di 1 vedi che anch'io so essere bastardo sì però purtroppo c'era donna di 1 e perdevamo il cavallo <ride> <ride> è andata male molto rapidamente questa partita Oh, ti sento di nuovo bassissimo. Sì? Eh sì, un po' sì. Spero che non si stia disconnettendo di nuovo. No, ma la disconnessione è più una cosa improvvisa. Quando ti sento basso, perdura. <ride> ma perché sì. sei col cellulare? Eh, mi sono connesso tramite cellulare, sì. Ah, si sì, hai fatto l'hotspot col cellulare, ok. Sì. Senti, al fine per B6 era interessante, molto interessante. Sì. Ma, Abbiamo eh... avuto un po' di fantasia, chissà. Sì, ma eh, Grishuk... Eh, no, ma Wang Hao ha giocato cavallo per D5. Sì. Cavallo per D5, alfiere per D5, re H8, cavallo di 4 attaccando l'alfiere, donna di 7 attaccando l'altro alfiere. C4. Okay, sono, sono un po' confuso, devo dire. C'è un motivo specifico per cui fa donna di 7? Eh, beh, effettivamente, semplicemente... anche Tu, nel senso che... Tu dici, perché, perché non ha mangiato... Beh, adesso ha solo il cavallo sotto, no? Giù solo l'alfiere sotto. Se no, deve togliere l'alfiere. Sì, ma perché non l'alfiere G6? Esatto, perché non l'alfiere G6? Sembra molto normale. Assolutamente, sono d'accordo con te. Perché non l'alfiere G6? Mm. Anche perché adesso il pedone sembra in presa. Sì, eh, non vedo come si fa a difenderlo. Esatto. Concordo con te. Um... Mm. Quindi abbiamo torto di sicuro per qualche motivo. Ma non lo so, stavo guardando... vabbè, la Cavalle cosa più normale sei. è fare torre 1 e cambiare, e poi fare di nuovo torre 1, no? Cioè, tipo torre 1, così... Sì, così. però qui sono solo due pezzi. Esatto. Sono due pezzi per la donna, quindi tutto sommato, e, vero? E poi sì, sono due pezzi per la donna. Sì, la coppia degli alfieri, sono tutti molto ben centralizzati, però... Capisco, però sono solo due. Eh, però sono sì. solo due, infatti. Sì. E... Per, per chi non lo sa sono Un giocatore matematico Nel senso che Mi piace averne più tanti Invece ha fatto donna di 7 Il bianco ha fatto C4 Adesso di nuovo sì. Vabbè l'unica differenza è che adesso c'è un pedone in C4 Che però migliora le cose per il bianco Alfiere sì. G6 sì. Cavallo E6 Allora magari E vedi prima non avrebbe potuto fare cavallo E6 Sì su cavallo E6 avrei mangiato in D7 Senza particolari problemi su cioè suppongo. avresti mangiato in D5 ah no perché la donna no, però prova. era in C7 allora avresti sì. mangiato in E7 certo certo avresti mangiato in E7 dunque la stesso tipo di posizione qui sì. su alfiere qua cavallo E6 avresti fatto donna per E7 sì. può essere che alfiere D4 gli deve essere fastidio quindi. ah questo è vero adesso che siamo arrivati in questa posizione beh sì, fastidio G7 da, è, molto eh. debole. è fastidioso, sì. cosa fa? deve fare torre G8, mm, sì, però è triste. Cavallo F4. Eh, è triste, no. sì. È okay. triste, okay. Sì. Vedi che un anche motivo? torre 1, sì. Sì, la torre Beh, in G8 Partirei da torre 1, giusto? Sì, sì, sì. sì, sì. No, adesso minaccio cavallo per G7. Okay. Penso che questo risponda alla domanda del perché ha fatto okay. donna D7. Abbiamo Benissimo. capito perché ha fatto donna D7. Uh, ho visto un grandissimo complimento nella chat, mi dicono Sabino qualcosa di Anand, perfetto. Non so cosa sia. Io gli ho rubato far, qualcosa. Posso fare una brutta battuta? Spero, Beh, sì, spero non i capelli. Ah. <ride> Ma non per te, è una brutta battuta su Anand. Va bene, C4, Alfiere G6, Cavallo E6, uh -huh. eh, Torre per E7. Re 1 no, questa è la... ah sì. Ok, Beh, è riuscito a difendere G7 da un lato migliore. È riuscito a difendere G7 da un lato il migliore. Domani è riposo. Confermo al Fiere F7. Ah, intanto dovrebbe essere. Dammi un secondo, Sabino. Che dovrebbe okay. essere arrivato il, la classifica. Dunque vado un attimo a scaricarla. Ok E infatti, è arrivata la classifica. È un casino, eh? No, non la classifica, questa posizione. Ah, <ride> pensavo la classifica, dicevo no, no, che è la... poverina. Devo dire onestamente, la classifica mi interessa abbastanza poco. Eh, Personalmente... ma invece agli spettatori la classifica piace agli sempre tanto, Agli spettatori tantissimo. piace tanto, sic sicuramente. No, ma anche a me interessa sapere chi vincerà il torneo alla fine. Però quando ho una posizione così sulla scacchiera. Non... <ride> Lo so, tu sei, sei un. un ecco la classifica, ragazzi. Allora, 6,5 e mezzo Nepo che allunga il ridiventa chiaramente favorito. 5,5 eh. e mezzo Fabiano, 5,5 e mezzo Maxim, 5 e mezzo Anish. Gli altri, secondo me, tagliati fuori. 4,5 e mezzo Wang, Ka Wang Hao, Yshiuk. 4 Alexenko e Ding Lijen. E mentre ieri, quando mi hanno chiesto su che avrei scommesso, ho detto che avrei scommesso su Fabiano. Adesso se dovessi riscommettere oggi, scommetterei su eh, Nepo Perché? Perché a ah, mi sembra 4 turni dalla fine, poi conto. O 4 o 5 turni dalla fine. Un punto di vantaggio non è affatto poco. Un punto di vantaggio è un sacco. È un sacco, eh. è certo. È vero che no, c'è lo scontro sì, diretto, eh? però, quindi... però capisci che se, se supera lo scontro diretto con una patta, poi dopo sì. vanno a questi prendere. questi tornei noi sappiamo che fino alla fine non, non si sa mai, certo. perché ci sono tante componenti sportive difficili da valutare. Però se, cioè voglio dire, chi è che non vorrebbe avere un punto di vantaggio? Beh, di vantaggio le scommesse è chiaro che che è una questione probabilistica prendi il punto di vantaggio sicuramente e per quanto riguarda invece il I risultati di oggi per chi non li avesse non li avesse visti perché è arrivato magari all'ultimo momento questi sono i risultati di oggi Fatta patta patta, e Neponiaci ha spaccato Alexienka, perché mi hanno detto che si pronuncia così, <ride> letteralmente Vedi, spaccato. Vedo che stai, stai cercando di pronunciare tutti i nomi correttamente. Dai, faccio il mio, il, mio, il mio sporco lavoro di commentatore. Cerco di farlo certo, fai il meglio possibile. possibile è difficile. Comunque, è un lavoro difficile. Come tutti i lavori è un lavoro difficile. Ok, ehm... ci sono. Dunque, torniamo alla partita, che alla fine sì. è quello che vuoi vedere tu, io lo so. Alfiere F7. <ride> Alfiere F7, sì. Cavallo C5 sembra normale. Ma non è andata così. Cavallo per eh. G7. Cavallo per G7. No, non yes. indovinano anche neanche uno. Yes. Sì, io volevo andare sulla di donna. E lui voleva andare per D5. Allora, perché per... se gioca Re per G7. Al fiere di 4. Al di 4 scacco. E adesso mm -hmm. se va in F8 c'è la letale al fiere C5. Eh già. Questa è veramente letale. E se va in G8? Se invece va in G8... mi sembra una schifezza sì, il finale è pericoloso in... per il bianco nonostante i due pedoni per la qualità eh ma infatti volevo dirti è, è pericoloso? cioè sì. se faccio torre per E7, donna per E7 torre per F7, donna per F7 alfiere per F7 re per F7 ho due pedoni tipo vado per centralizzare il re si sì, è sempre difficile valutare queste posizioni correttamente però... Però un pedone per lato Sì, questo è vero eh, beh, sarei più felice Con il bianco se riuscissi beh, a cambiare Beh, chiaro, tu fortemente. lo vorresti Il pedone in, in H2 lo vorresti in D5 Beh, quello sarebbe, sì Mi aiuterebbe molto il rumore <ride> <ride> Però mi accontenterei di far sparire i pedoni H Ok con... Per senza, senza questi due Senza questi due sarebbe ancora. patta Però mi sembra sì, quindi che quindi sì, si la patta è no? più verso la patta, ok, poteva Però, fare, re G8, il ma invece ha scelto, poteva fare re per g7, ma invece ha scelto al per D5. ok Torre per e 7, qualcosa di più. ha ragione, donna per e 7, sì. cavallo F5 attacca la donna, sì. guarda che furbetto e adesso su donna F8 scacco poteva anche uh -huh. non darlo ma era la stessa cosa però a buon conto lo dà sì. regi 8 e mo si mangia Sper... il pezzo in D5 e uh. ha trasformato la posizione in torre cavallo e due pedoni uh -huh. per la donna certo, vuole fare D6 cavallo e 7 matta essenzialmente eh sì che bella partita H5 H5 uh -huh. D6, come dici giustamente tu. Sì. Re H7. H7, sì. Cavallo E7. Certo. Donna E8. Torre F6. Domanda. Ma non piacevole per Griccio che Zaino vedersi girare tutta questa, questa roba intorno al re, no? Eh sì domanda perché torre f6 non torre f5 per farti le domande facili così torre f5 beh ma farà penso lo stesso piano il nero cioè giocherà torre d 8 con l'idea di mangiare il pedone di 6 sì volevo fare tire 5 Ah, tu vuoi lasciare libero quella casa perché vuoi fare il fiere 5. Però forse fa torre 7 e punta a restituire la qualità. In ogni caso. Torre D7 e punta a restituire la qualità. Sì. Ma qui farei H4? H4. <ride> ok, se restituisco e perdo H5... Eh... eh adesso è molto più grave rispetto alla partita. Non eh, sì, posso garantirti re... che vincerò, ma... Eh sì, eh sì, sì. Perché um, i, eh, il Re adesso ha una, zona, ha una zona molto più sicura dove nascondersi? No? Sì, ha un pedone in più anche. E poi, esatto, e poi i pedoni passati adesso sono due eppure uniti. Sì. Manca solo la perfezione che fossero sul bianco invece che sul nero, però vanno bene anche così. Tanto si possono no, muovere. Sì, no? Ci accontentiamo dai. Come faccio a vincere? Però, però se, domanda, se non, se non la dà subito e eh, deve fare una mossa Fabio ha fatto patta oggi ragazzi e eh, il problema è che mossa fa che mossa fa? è una bella domanda che spettacolo re h6 forse eh, minacciando h6, torre per forse, forse torre f6 oppure al alfiere sì, f4 scusami mi H7. è scappata la torre eh, mouse Sleep. torre f6 oppure al alfiere f4 sì. in entrambi i casi torna indietro con il re eh certo Vediamo torre F6, torre F6 re H7 mm -hmm. torre G6. Beh, no, qui torre per e non è una buona idea perché torre per E7 e sono fregato. Dunque, non è mm. una buona idea. Male. Dove la posso mettere Sta eh. E se faccio alfier F4, ok. Però, qui Però adesso sei... è arrivato il momento che, da, che darà. Sì. Però. Ok, però non mangio per S7, uguale, S7, no? Sì. Presa, no? Presa, presa, no. presa, scacco. Reggi 7, occhio. Reggi 7. No, la parlo. perdo la torre se mangio? Sì, donna è 1, donna e 2. Eh sì, la perdo sì. Pensate che bello perdere la torre in questo modo. <ride> Ovviamente Beh, una volta posso la non è mangiare, però se comincio a non simile. mangiare H5 poi vincere diventa un altro discorso, no? Anche perché ora comincia ad andarmi a attaccare questi, poi se li comincia a mangiare, poi gioca lui per vincere. No, no, la torre in H6 sta malissimo. No, la torre in H6 sta malissimo, hai ragione. Non si può vedere. No, è patta lo stesso, però... Sì, sì, evitiamo. ma... Eh... Ok. Va bene, non siamo riusciti a vincere, non è riuscito a vincere neanche lui, è tutto a posto, no? No, infatti. Torre F6... <ride> Torre di 8, alfiere C3, torre per. Vabbè, qui eh, sì. si era già rassegnato. Sì. quando ha fatto alfiere C3 si era già rassegnato. Qui quando ha fatto alfiere C3 si era già rassegnato che non vinceva. Sì, alfiere 5 era necessaria. Alfiere sì. 5 era necessaria, però la domanda è perché non l'ha fatta? Ma evidentemente, torre di 7, è... poi quella di prima, no? che dicevamo, torre di 7. Sì. E qui non ha visto come, come continuare. Sì. Senti, ma ti chiedo, ma portare su il re? Sì, su dove però? <ride> sì, è una buona domanda. Anche perché adesso no, mi lascia generale... sacrificare perché il pedone non è in presa. Eh, infatti. Allora rimetto la torre in F5. Sì. Però eh, devo eh, stare attento lo stesso a mangiarlo perché... Così, così, così... Eh così. sì così. Devo stare attento lo stesso a mangiarlo Vabbè ho G4, però G4. Se, se becca lo scacco giusto Mi salta G4 E qui può fare donna E6 Può fare donna E6 Sì, non bisogna lasciare roba in presa Però, po potrei, sì, però potrei dire che do A2 In cambio di avere due pedoni sul lato di don Di re Sì, ma non promuovono tanto velocemente Comunque devi mantenere il re protetto E comunque i pedoni contano Però non perdo al inter... massimo fatto, no? Cioè tipo qui sì, gioco, no, tor qui sì, gioco okay. Torre F5 sì. Mi faccio mangiare a 2 Io H3 la farei dal e, punto e, di vista. adesso diciamo che, che, vado, che vado su co con il Re Insisti eh <ride> Ti ho appena consigliato Con un consiglio d'amico Di tenere difeso quel pedone G4 e comunque Va bene, va bene faccio, faccio H3 va bene sì, Dai fai il bravo <ride> Quante partite sono state perse perché uno no, non vuole fare la mossa di pedone che consolida? <ride> no, ero solo io. dispettoso. Ok, l'ultima cosa che volevo farti vedere di questa partita uh -huh. era questa posizione molto interessante che si è verificata. Avendo un commento che chiede perché non H4, che è più aggressiva. Eh, perché se eh. perdiamo G4 è quello che Sabino ha paura. Io, sì, io, io paura in realtà, volevo per... fare questo: volevo portare il re in G3 e poi fare h4 capito, a parte il va. fatto che quando arrivo in g3 lui mi dà la scacco e poi mi, 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 mi dà ah. fastidio eh, però se facciamo h4 e sfortunatamente perdiamo g4 salta tutta <ride> la posizione Eh sì. però è anche vero che se diamo scacco cioè tipo se riesce a fare h5 sì però ci eh, sono scacchi in arrivo Perché non, donna non b1 faccio regi 2 e poi eh. vado in g3 al, non eh, poi vado, oppure vado in H3, mi, mi blindo e poi faccio H5 poi riporto l'Alfieri in E5. Certo, lui giustamente ci ricorda che anche quando il nero mangia in G4 c'è sempre torre G5. Se non mangia con scacco? Se non mangia con scacco. Ah, però giusto, col pedone in H4 e lui comunque... dice anche se mangia con scacco poi dopo ci sarà torre G5. No, se mangia con scacco non c'è torre G5 perché è scacco. Ah no, è giusto, perché è scacco, no? È giusto. E siccome lui mangia con scacco, perché per mangiare alla fine deve mangiare con scacco. Mi sa che mangerà con scacco. Eh sì. Ma, la Ma cosa comunque prenderemo il perpecu. No, è... comunque H4 è possibile. Eh? Secondo me Sabino voleva semplicemente fare le cose un po' più con calma e fare sì, non... H3 e poi no, più avanti... No, non, fare non mi sembrava sensato giocare per vincere. Considerate che se mangio in G4 nel modo sbagliato mi becco torre G5. E gioco quel finale col pezzi in meno, probabilmente è fatto lo stesso, no? Mm. Cioè, dipende da dove sta starre esattamente, certo. però probabilmente il nero è più vicino a arrivare nell'angolo. Ok, ma tutto questo è un po' speculativo, volevo portarti a vedere questa posizione, mm -hmm. perché è dove abbiamo criticato Grishuk. Lui è ah. nero, ok pensa tipo 35 minuti. Mm -hmm. E dopo 35 minuti, invece di giocare la mossa che ci piaceva a noi, cioè F Ma per Quella che piace a lui. Esatto. <ride> cioè <ride> F per 5. Che valore Su cui fondamentalmente il bianco, la sequenza è abbastanza forzata, perché cosa vuoi fare su F per 5 con, con il bianco? Cavallo per e 6. Devi fare cavallo per e 6. Cioè. E qui la nostra idea, soprattutto l'idea di Pasini, era fare D4. Ed è giusta? Beh, non lo sappiamo, non abbiamo il computer, perciò non lo sappiamo. Ma secondo noi è giusta. Okay. E siccome noi due sommati, facciamo Avete più, più di, di Grishuk, abbiamo più Elo di Grishuk, <ride> dunque abbiamo ragione noi. Ok, può essere. E va bene, l'idea era c per D4. Okay. Facciamo al fiere B4. Deve fare per forza cavallo c3 sì. quindi manca l'intermedia finita a questo punto che dici mangiamo in d4 no Sì. no ma non, non credo che funzioni è buona per il, per il nero no no secondo me è buona per il bianco perché che cosa fa eh... Non lo so, ha una bruttissima cera. Può anche essere che funzioni, eh? Non si sa mai. È un gioco, È un gioco difficile. Che ci sembrava buona questa posizione per il so. candidate cavallo per d4, cavallo per f8 al fine c4. Potrebbero essercene anche di più. Alfiere F2, ad esempio, non è gravissima. No, d'accordo, Alfiere F2 non è gravissima e diciamo che su Alfiere F2... Ma forse Cavallo C5 qui è buona, probabilmente Alfiere F2 la peggiori ma F... tutte quelle no, cose. No, scusami Sabino, Alfiere F2 ti faccio Torre 8. Sì, ma ah, è su F5 Cavallo C5, sì, no, no, a no, Fier F2 è sbagliato Lascia stare a Fier F2 mm. eh, Andiamo in ordine La prima che ho detto cavallo per D4, giusto? Sì Materiale, bene Direi Torre 8 Può essere Arrocco lungo mi sembra la più spontanea. Ok. Tigra lunga. Se ti mangio in E3? No, dai adesso. Ah, perché poi dopo, scusami, perché poi la torre tiene di 4, no, non mangio in E3. Sì, sì. Il ehm... problema è che se fai Alfiere C5 faccio Alfiere F2. Nella chat mm -hmm. propone Cavallo F6 al posto di Torre 8 per sviluppare l'Alfiere. Ok, ci ma... Propongono Cavallo F6 al posto di Torre 8. Sì, ma c'è un bel difetto. Uh, Ok, questa è bellissima. su alfiere c4. Si. Sì. Re 8 cavalle 6. Sì. Che è un tentato omicidio. Alfiere per e6. Sacrifiere per donna. e6. Sì, alfiere e per b6, su alfiere per b6. Alfiere per c4. Alfiere per c4. Stavolta è il nero che dà la donna. Spettacolo. Cavalle 4 e tutto. Però eh, è sì, qui con l'arrivo poi della torre perché se non salva il pezzo è chiaro che si mangia il pezzo e... a parte il fatto che a corto non può arroccare potrebbe no. arroccare lungo però voglio dire dopo A per B6 no no, no questo è troppo pericoloso esatto cioè... però c'è un, un, un difetto abbastanza tra l'altro sta arrivando non è <ride> eh sì c'è questo piccolo difetto <ride> cavallo F6 che comunque sembra interessante come mossa. Forse Cavalli. devi fare di nuovo... Perché vuoi fare cavallo e 4 eh? Sì, qui posso fare cavallo E6 subito. Cavallo E6 subito. Mm -hmm. Penso, se, sacrificio di donna è un sì, po' meno... Quello, sì, era quello che chiaro. dava fastidio a me prima per cui facevo torre 8. Oddio, qui magari c'è un donna A5. Sì, magari poi ha compenso il nero. Eh? Eh, però intanto... Sì. Poi mangi di re. Sì. No, può provare anche cavalle E4. Però... Mi sembra un po' dubbio. Donna C2. Ma ah no, scusa, ma al fine C4 prima, ah ecco. Al fine C4 scatta. Vabbè, Refere 8, F8. Re F8, Donna C2 cavallo per C3. Io sì, arrocco corto. Tu arrochi ah, corto, e a Casino questo punto... <ride> sì. E a questo punto, eh... <ride> boh, cavallo B5. So, io pensavo al Fier F5, cavallo E4, cavallo B5 e eh, qui c'è donna per H7. Che è fastidiosa. è Piuttosto grave, sì. Però eh, vedi il sì. fiore F5. Ah sì, giusto. Hai ragione. Alfier sì, F5. ma è presto per festeggiare. Qui siamo solo all'inizio. C'è donna B3. Donna B3. E4. Stavolta, Unica, direi. Stavolta il cavallo lo metto in E4. Sì onestamente non lo so come sia questa pensavo torre di una mossa furba ma c'è cavallo C5 non ho casa per la donna eh, sì. eh, ragazzi qui chiediamo al motore <ride> assolutamente però era una linea interessante è una linea interessante sicuramente però c'è tanto rischio anche da parte del nero questa è una di tante varianti sì sì no sembra che sta bene ma, ma d'altronde scusami eh, Sabino oltre che al fiere B4 però sì. Avevamo anche una seconda proposta. Mm -hmm. Cioè, E per D4 subito. Ok. Che secondo me è ancora più forte. È più forzante. Se mangia col cavallo 6, probabilmente ci assomiglia molto. Ma effettivamente è molto interessante la variante. Questa mi piaceva di più. Eh, L'altra mm -hmm. era diciamo la back option. Perché così sì. non gli do il tempo di fare cavallo C3. Sì. Va bene, penso che mangerà col cavallo 6, quindi... Col cavallo 6 torna indietro. Sì. Ok. Si assomigliano abbastanza, penso. Eh sì, perché se adesso facciamo alfiere B4 dopo cavallo C3 siamo orientati nella stessa posizione. Sì. Eh sì, e questo è vero. È vero. Un Tornando save... un secondo alla variante di prima. Uh -huh. eh, permettimi un altro tentativo. Alfiere B4, cavallo C3, qui avete detto cavallo F6. Aspetta, aspetta, perché non ha Perché non mangia la torre in F8? Perché il nero stava cercando di mangiare in E3. E l'alfiere in E3 è molto... E quando mangi la torre in F8? Cioè se tu mangi la torre in F8 adesso, il, il, il nero ti mangia in E3, ti attacca la donna. Puoi fare donna a scacco, ma fa re per F8 e adesso. Il problema è che non solo hai due pezzi, hai la torre per due pezzi, ma guarda i tuoi pezzi, cioè sono tutti sì. a casa. Tutte le case nere sono molto deboli. A causa della presenza questa è in che... arrivo. Questa in arrivo con guadagno di tempo. Sì. Questa donna poi per sarà due. Arri... Questo sarà, poi in arrivo di qui di qui. e La posizione è bruttissima dunque non puoi, non puoi mangiare in F8 dobbiamo cercare di guadagnare materiale con il bianco mantenendo il controllo delle case critiche quindi vai col cavallo 6, alfiere B4, cavallo C3 ho un Questa altro è, tentativo B4, nella variante di prima no scusami e... prima bianco aspetta, eh, alfiere B4 cavallo C3 e per D4 Sì, cavallo per... e qui tu proponevi alfiere F2 prima no? No, f 2 era l'ultima delle candidate. Hai scelto quella ah, più tipo No, schiposa. scusami, che poi era quella perdente <ride> perché c'era Torre8. Sì, cavallo sì, sì. per D4. Cavallo Avevi per D 4 diversa adesso? Sì? No, no, cavallo per D4 va bene. Okay. Cavallo F6 avevate proposto come mossa interessante, in effetti e qui ho detto cavallo E6 eccetera eccetera, ma non è obbligata. Non è l'unica no, mossa che cavallo ho. Cavallo 6 non è ovviata. Poglio. Mi piaceva molto fare alfiere c4, ma un'alternativa può essere alfiere g2 che alfire intensifica l'attacco su c6 e sviluppa, mm -hmm. e difende. Il 4. Ok, diciamo che perché il problema è che tu, se io faccio alfiere g4, mi arrocchi corto, se faccio cavallo g4. casino. Mangiare in C6, mangiare in B4. <ride> Sto mangiando tante cose, ma hai tanti pezzi attivi. In realtà quello che potevi fare anziché cavallo G4 era anche cavallo per D4, forse. Però forse donna per D4, me la cavo. Mm, vero? E poi alla fine era di due. Sì, però torre di 8 sono ancora inchiodato. Ma la fira è ancora in C8, cioè scusami, tu dicevi. Sì, no, vabbè. Sì, cavallo okay, per D4. Puoi usare anche la Torre D4, A va bene. Donna per, presa, D4, presa. per D4. No, io devo... Ok, tu dicevi Torre, torre 8, 8 scacco. scacco. E adesso su Re di 2 fai Torre di 8. Torre okay. di 8. Sì. Preferirei usare la Torre A, però, vabbè. Ok, e su. Su Re F2 mi fai Cavallo G4. Però non è un dramma, forse, se mi fai Cavallo G4, no? F2... Chat chiede perché non giocare a Torre di 8 al posto di Cavallo G4, un'altra candidata interessante Cavallo sì, per mi, sembra, mi sembra mi sembra che il bianco comunque Cos ha un pedone in più ma una posizione un po', ancora un po', po ballante sì. però è tutto questione di una mossa eh? perché per esempio sì. se ci fosse il pedone in h3 già il problema sarebbe eliminato sì. però ci sono diversi problemi ancora non lo so è troppo difficile ok perché mm. la mia idea è che è su cavallo, cavallo G4. G4 faccio Re F3. <ride> Pensavo Re G1, però non si sa mai. No, volevo fare Re G3 vivendo pericolosamente. Re F3, grandissimo. Non ci capisco niente. È, è, è difficile, è davvero difficile. Eh... No, mi preoccupava di reggi 1. Ah, però è anche vero che tu in E2. Tanto non ci puoi entrare perché io. Ah, però. Boh. No, no, ma va vai avanti. Corredo, ma a me piace f 3 Ma sì. Re f 3 di H3 di a torre ah, 1. Pa la partita è la sua, eh? no? Torre 1 no, <ride> perché ho cavallo per, per H2. Voglio fare H3 e poi voglio fare torre 1. No, no, sì, sì. No. La tua idea è sensata, per quello rido. No, non ti sto prendendo in giro. Eh. È davvero. Ha suo perché. Eh, sono quelle mosse che per me sono un po' assurde, però può funzionare. <ride> cioè, magari, magari... In giro, cioè. no, no, magari la mossa giusta è. Non è necessariamente una mossa stupida, anche se a me non sarebbe mai venuta in testa. No, eh No, eh, beh, scusa, stai chiudendo l'altiere e il re davanti a tutti Ma momentaneamente, perché poi ah, oh. se, se sopravvivo a una mossa e faccio H3, poi faccio torre 1, poi il re lo rimetto in F2. Sì, sì, sì. sì. Il problema eh. è che bi bisogna essere sicuri che in quella mossa non succeda niente di irreparabile. Sì. No, ma il Raffaele mi piace in realtà. Secondo me è buona. Basta, basta, Sabino, basta, basta. basta. No. Va bene. E... Vai, guarda che non ti sto prendendo in giro, davvero mi sembra buona. <ride> <ride> non posso computare. Però come... volevo dire una cosa, a me cavallo per D4 concettualmente non piace. Sì. E a me piace concettualmente Cavallo G4. Capisco. Bro. Alfiere G2 inserisci? Sì, perché se no sarebbe fantastica. Cavallo... A sì. me concettualmente piace questa. Perché voglio fare Cavallo pre 3 e mangiarmi il pezzo. Sono d'accordo. Potrai fare Arrocco Lungo, però mi devi dare l'alfiere di Casaniere? Sì. Poi bisogna vedere se l'alfiere di Casaniere vale questo, tutto questo. Eh, perché Arrocco Lungo. cavallo no, pre... no. no. No, ok. Donna per E3. Qui alfiere C5, mi sento è alfiere malissimo. Alfiere C5, esatto. Eh, c'è cavalla 4? Mm, temo di no. Alfiere per D4, molto violenta. Alfiere per D4, cavallo per B6, malfiere ma per E3 scacco e poi mangia il cavallo. Molto grave. Molto grave, sì. Ok. E qui se, se il bianco è costretto a fare cavalle 2, vuol dire che ha perso. Eh, più o meno sì. Alfiere G4. No, no, no. Sì. Questa è davvero capito. Per non farti fare alfiere per C6, cambio in D4 e poi gioco torre di 8 Ma qui magari mi hai permesso donna B3. Ma no, ma è alfiere G4 B3, fortissimo. È vero, scorrettissimo, hai ragione. No, ma tieni tutti i pezzi in gioco, alfiere G4. Eh, tu tengo tutti alfiere i pezzi G4. in gioco. Vabbè che donna B3... Come... Ah, però con alfiere G4, infatti, col alfiere G4 impedisco... E qui il bianco per, per non perdere materiale nell'immediato deve giocare al fiere per C6, ma poi si aprono nuovi problemi, no? Sì. no. Tipo al fiere per C6, B per C6 e fare torre eh, forse eh, forse torre D2. Al fiere per D2? Sì, però... No, va bene. No, scusami, torre H1. Ah, Madonna, sei ancora? Ma perderà comunque. È impossibile sopravvivere a questa posizione. No, questa fa boh, forse la torre di 8 re H8, magari. <ride> no, vai, questa è una coppia degli alfieri in una posizione con Ren C1 apertissimo. Esatto. Tutto inchiodato va bene. No, e... stare... Dunque ci, ci piace cavallo G4. No, beh, non do... col bianco non deve lasciare l'alfiere a 3 in questo modo. Lei. Dunque fa alfiere G1 può fare fila G1 oppure può provare a mangiare materiale che è sempre il test critico di tutte le cose Ok. cavallo per C6 cavallo per B4 cavallo non per non posso a questo punto la, dom la domanda è cosa mangiamo mangiamo, Fire la Fire mangiamo in E3 sì. mangia in B4 sì. ah ma puoi mangiare in G2 eh, semplicemente ma... esatto Mangia, sì. in, in, mangia in e 3 mangia in B4. Sì, sì, mangia sì. in G2 con scacco. Mangia sì. di donna in G2. Sì. Torre 8. Torre 8, importante così. Il re non arrocca. Sì. E, e questo adesso è grave. Ti devi per fare il, il segno della croce con il re. Eh sì. sì. Perché qui sei, sei lanciato verso delle lande sperdute, no? Tipo Perciò. re di 2, donna per Donna per B4 qui E qui il problema è che vorresti andare in C2 Ma non ci puoi andare perché c'è il Fier F5 oh, Qui mi sta e, crollando adesso Quindi devi posso... andare in C1 Mai giochi con una torre in meno per X numero di mosse Sì E sono mazzate Bene eh, Bella idea Però vedi che allora G4. la nostra proposta era forte La nostra proposta era fortissima la nostra prova forte era fortissima e poi magari il computer dirà: 'Eh, bisogna capire che... che cosa ha pensato Grishu. Sicuramente l'ha pensata. Sicuramente. Poi... E niente, questo volevo farti vedere. e Poi Bravo. vediamo velocemente, la, non standoci tutto questo tempo, la partita di uh, Ghiri di, di MVL contro Anish Ghiri, partendo dalla posizione dove noi ci eravamo fermati, che era questa. Ah, mi dicono che Pasini analizza con il motore? No. Vabbè, se è analizzato col motore è facile giocare F per e 5 di 4 bla bla bla. Vabbè, ma F per e 5, voglio dire, a parte il fatto che F per 5 l'ho proposta io e non Pasini, ma eh, no, no. è eh, la prima candidata e, che e uno guarda. Che tu proponga F per e 5 non sono per niente sorpreso. Cioè, Però è la è la, è la, <ride> è la prima candidata che uno guarda, poi eh, non lo so Tutto... ma poi Librizzi come fai ad essere sicuro che 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 analizza col, col motore no, eh, era, ok era una domanda lui l'ha detto io l'ho ripetuto ma io non lo so ma non lo so non c'era il punto di domanda <ride> okay. ah ok è un well no ok ok vabbè senti io non analizzo col motore perciò eh... e tanto motore è chiaro eh, Beh è chiaro Se l'abbia usato è, è, il Non lo sappiamo È troppo facile Ok eh, Alfiere B7 eh, Che si fa? Sì. Il bianco ha giocato In questa posizione Alfiere G5 Perché vuole Abbiamo detto Che vuole provocare F6 Per indebolire Questa diagonale sì. E anche perché Vuole fare sta manovra E fare pressione qui sì. E così Gli impedisce Torre D8 Il nero ha fatto H6 tu fermami se c'è qualcosa che non ti convince B, B alfiere H4 B5 alfiere B3 ora avevamo visto che A5 non ci convinceva anche sai uh, sì avevamo no non è che non ci convinceva che era possibile abbiamo ipotizzato A3 o A4 però non sembrava un miglioramento della posizione del, del nero Invece cavallo A6 ha fatto con l'idea cavallo C5. Okay. Sono tutte cose che hanno senso. Anche A5 vostra è interessante sicuramente. No, ma noi eravamo contro. Questa è un po' una delusione. 5. Donna E2 attacca B5, cavallo C5. Sì. Donna mm -hmm. per B5 dà un alfiere per mangiarsi il pedone. Sì. Ma di mm -hmm. A... Sì, beh, vuole togliere casa l'alfiere B7, è l'unica speranza. Ok, perché se, se, se mangiasse di donna, cioè qui non c'è abbastanza, tra virgolette? Sì, penso che comunque siamo con l'alfiere di colore contrario. Torre a B8, alfiere a 8, ad esempio, cercare okay. di circondare pedone B5. Forse anche, lo so. anche F6... Beh, c'è la fiera impresa quindi non subito. Ah, scusami, hai ragione, mi ero dimenticato. Sì, decisamente prima torre AB8. Sì. Vabbè, un pedone in più però non si vince cioè, solo per un torre pedone. Se si 1 Ma il suo tentativo col pedone A sembra molto interessante. Ok, vediamo A per b 3 Sì. Adesso il pedone A7 è sotto attacco. Ok, torre b 8 però non era la torre preferita. F3. F3. Vedete come cerca di mettere tutti i pedoni sul bianco per restringere e poi l'alfiere, ma soprattutto perché vuole far rientrare questo alfiere e portarlo su questa diagonale. Uh -huh. A6. Il problema del nero è che vorrebbe sempre muovere l'alfiere da B7 per dire spostarlo da B7 a D7 risolverebbe tutti i problemi. Il problema è che mentre fai l'alfiere C8 c'è donna C6. Esatto, perché che rimuove in il questa bloc. posizione se provi a fare alfiere C8... Sì, pensavo a quella di prima, comunque, sì, perché più o questa meno donna C6 è un po' difficile farla, sì qui è dura. <ride> ok, però diciamo può che fare sarebbe cercare... sì. ecco qui al Fiere C8, donna C6, esatto, cercare di rimuovere quel blocco, eh sì. questa deve essere cattiva. Proprio, ok, a okay. 6, donna mm -hmm. 5, torre C8, donna A3 bene, è riuscito a cambiare le donne ok e aumenta la forza del fatto pedone donna bene. b6 scacco alfiere f2 sì. donna uh -huh. b5 okay, ok, il nero è riuscito a non cambiare le donne però il bianco ha rimosso il bloccatore del pedone e ha centralizzato il suo alfiere meglio, no? Sì. d6 sembra molto forte l'unica esatto, cosa è fatta. che forse il nero fa e4 cercare con donna di 7, donna di 7. Eh sì, perché su E4 D7 poi donna E7. E4 D7 diciamo torre di 8 e donna E7. Torre F No, sì, torre di 8, sì, non vuoi farmi D8. promuovere il pedone. Sì, almeno attacchiamo il pedone. Ok? E donna adesso donna E7 centralizzando. Sì, presa G3. Presa F3. <ride> Mi sa che ho fatto un pasticcio. C'è cioè alfiere C6 che mi mangia il pedone. Non ci ho capito niente. allora <ride> se, se giochi che rimangi in F3 tu dici giustamente alfiere C6? Mm, sì, no, io pensavo G3 per tenere chiuso. Qui alfiere per F3 mi fa ancora più paura. Assolutamente G3 per tenere chiuso, se per alfiere C6 sempre ti cade il pedone. Eh sì. sì. Dunque, donna D7 invece più solida. Donna sì. A4. Ma allora, perché non ha fatto E4? Al di là che ha avuto i suoi motivi, avrei potuto. Forse, forse bianco prima mangia F per E4, poi prova D7. 4 fa F per E4, poi fa D7. Scusami, F eh. per E4 D7, Torre D8. Adesso pedone fa Donne 7 attacca attacca la Ma ho perso il pedone di nuovo. Al F6. Alfiere, F5. alfiere, C... Alfi... sì, alfiere C... C7. Sì. Perché continuo a perdere il mio pedone passato? Non va bene. Eh no. Beh, fino a qui diciamo che Facciamo 4 sembra... 4 ci poteva, ci poteva stare. Beh, decisamente. In generale se possiamo fare 4 è un miglioramento enorme. Certo. C'è qualcosa, che... qualcosa che non va. Perché sicuramente 4 è il tipo di mossa che considera, se non la gioca vuol dire che ha motivo. Eh, quindi... Vediamo un secondo, è 4. Sì. Se ci fosse un presa presa torre di 4 rinforzando il pedone. Bah. Eh. Presa presa torre di 4. Sono d'accordo. Sì, ma tutto sommato hai comunque spinti in e4, quindi alfiere c6 oppure alfiere f5. Sì, ma vorrei l'alfiere sulla diagonale. Perché lo vuoi qui? Voglio dare matti in g2. E qui, sì, qui però donna G5. Nah. Non lo so. C'è qualcosa che non capisco. Donna e 3, ma qui in realtà sta meglio il nero, penso. E addirittura. Molto semplicemente, ma talmente tanto, contro gioco. Donna e 2, ah, perché c'è alfieri per G2 su torre di 2 mi fai alfiere per per g2 scacco. Ah, poi lo, lo tieni il pezzo, sì lo tieni. Allora a questo punto, in questa, in questa posizione, donna 3 scacco, vado in f1. No, sto scherzando. E... No, sto scherzando. <ride> Va bene. E4 era esatto. molto interessante. Eh? Sì. Invece ha giocato donna di 7, Anish. Donna di 7. comunque ha senso fare 4 dopo, magari. però donna 4 è arrivata. Donna 4? Alfiere c6, Donna h4. Ok. Torre 8 ripropone l'idea di fare E4. Sì. Torre c1: Torre c8. Mm -hmm. Torre c4. Sempre ti controlla E4. Attacca di 6. Alfiere c5. Torre g6. Questa mm -hmm. è fastidiosa. Sì, sicuramente. Donna f2. Torre 8, di nuovo al fare 4, torre 1, e 4. Oh, c'è riuscito. Ma non è gratis. Presa in E4, torre G4. Ok. Cambiati Chiaramente tutti. adesso l'idea è che non può fare E5 perché c'è torre per G2. Sì. Il pedone perciò se lo va a rimangiare? Sì, beh, penso che sia finita H3, sia finita così, no? Esatto. Sì. Cambiato tutto hai pensato bene ok e qui hanno fatto patta perché ovviamente sì. non riesce a fare non riesce a fare progressi va sì. bene ok, okay. Eh, intanto ringraziamo boxer baba alias cosimo oppure cosimo alias Bo Bo boxer baba che sta facendo un ride con, i con due utenti benvenuti ragazzi sabino è un gm da 2600 di elo ma No, la risposta lo, è sì. Lo era e forse lo sarà. è Grande. <ride> Sic, sicuro è un GM, sicuro ha avuto 2600 di Elo. È probabile che mi auguro per lui tornerà ad averli di nuovo presto. Grazie. ma A questo punto, già che, già che spariamo i numeri anche di più. Magari facciamo i pronostici su domani, domande specifiche e, e chiudiamo la trasmissione per oggi. domani, in realtà domani è... Caruana ha fatto patta Caruana ha fatto patta allora ehm... abbiamo domani non si gioca si, ri si ritorna venerdì questi è... sono gli accoppiamenti con i pronostici però ho sbagliato una cosa, perché io ero convinto che Caruana giocasse con il bianco contro Nepognaci. Invece gioca con il nero, e non è esattamente uh -huh. la stessa cosa. Perché adesso Nepo ha un punto di vantaggio e lo scontro diretto di Bianco. Eh, sì. E la cosa Ma è si in una più bella più. posizione: no, la cosa si fa più dura, sì, decisamente. e Allora facciamo il punto i in quattro partite, eh? Un punto in quattro partite? Allora, scusami che controllo Andiamo, eh, sì. Domani è 11 11, 12, 13, 14 Sì, un punto in quattro partite Sì Che poi assumendo che domani Nepo decida di giocare super solido E faccia patta Diventa un punto in tre partite Certo Poi è chiaro che sarebbe sbagliato Psicologicamente partire con l'idea di pattare eh, però bisogna anche vedere Fabiano quanti, quanti rischi si prende domani perché se domani prende troppi rischi e perde, eh, lui ha chiuso è finita, certo esatto. e, eh. da tutto questo chi potrebbe uscirne però positivamente potrebbe anche essere Ghiri perché se domani Nepo e Fabiano fanno patta magari Ghiri vince col bianco contro Ding e recupera mezzo punto a Neponiaci. il che però inguaglierebbe ancora di più Fabiano Mm -hmm. Perché a quel punto si trova davanti Due avversari e non uno Certo Dunque bene, ma la classifica è talmente di corta Tutti i possibile Mi fai le domande difficili Vabbè buttali dei pronostici e Poi vediamo se, le, se le, le centri oppure no Allora In realtà Sabino è di, è di Bergamo Non è di Brescia Giusto? Sì, provincia di Bergamo Rogno, Provincia di Bergamo. Sì eh, Allora, Ghiri che vince lo mettiamo dai. Ghiri Perché che vince, perciò. Fa bene al torneo. Io sono con te, anch'io dico Ghiri vittorioso domani. Mm. Poi. Facciamo che Caruana vince. No, vabbè, qui mi dissocio. Sto, sto ah, io, ovviamente, eh. tifo, ma secondo me domani no, non vince. Con me. domani, secondo me, finisce patta. Sì, e poi? Quindi e le altre due patta. E Le altre due patta, ok. Dunque, sugli altre due patta, mm, 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 mm. la risposta è tendenzialmente sì. Anche e se dai, io la grave non lo vedo in buona forma. Ho piazzato eh... due vittorie nel cartellino, quindi come commentatore dovresti essere molto contento. Sì. Con due vittorie per ogni turno già. Sì, dunque, eh, diciamo, io dico tre patte domani e vittoria di Ghiri, Sabino dice due patte, vittoria di Caruana di Nero e di Ghiri di Bianco. Che sarebbe spettacolarissimo. Ok, eh, Sabino, eh, cosa facciamo? Ci giochiamo una pizza che incassi a, a, in Salento oppure eh... <ride> non ce la giochiamo oppure non ci sei in Salento? Eh, sì, so che devo darti una risposta. Probabilmente, mi sa che purtroppo devo passare quest'anno. È, è più probabile che tu non ci sia quest'anno. È più probabile che non ci sia. Se mi dai ancora qualche abbiamo, giorno per abbiamo, darti la risposta, abbiamo, abbiamo... Volevamo fare il torneo solo con i nostri commentatori perché c'eri tu, c'era Piscopo e c'era Lettieri, ah. e... e dunque eh, avevamo già tre invitati che erano tre dei nostri commentatori di CES24. Per il momento devo dirti no. Eh... Va bene Se mi dai ancora qualche giorno, altrimenti. Sì, sì, no. sì, sì figurati. <ride> Comunque, okay. va bene, ragazzi, andate al suo torneo che ci si diverte. Anche perché sarebbe <ride> bello giocare un po' di scacchi. E in guarda, assolutamente. È assolutamente. Che... La voglia è sicuramente tanta. Tra l'altro, ho letto annuncio di, di, di stamattina o di ieri. Forse di stamattina? Che si giocherà in presenza il torneo di Biel. Ah, in... in luglio? Sì, tipo dal 24, 25, 26 di luglio. Al 3, 4, 5 di agosto. Adesso la data precisa sì. non me la ricordo, comunque il periodo è quello. Vabbè, è, è scomodo, ma non è impossibile. Giocare di persona ecco se le cose si sistemano un pochino. Adesso, sperando, beh, eh, sì, c'è ancora solo la rottura della mascherina. Sì, va bene, quella, <ride> quella non possiamo evitarla. Però, sì. Sì, eh, beh, lo so, quando alla fine saremo vaccinati quasi tutti, speriamo di sì. Poi, vabbè, ci sono i divisori, mm -hmm. ma quelli non sono così fastidiosi. E, sì, sì. io, dall'esperienza che ho avuto l'anno scorso, quello che raccomando è sale fresche con aria condizionata. Perché... Il caldo con la mascherina non fa bene, <ride> beh, tu c'eri in Grecia, non è stato esattamente un, un... io ero al mare. <ride> sì, erano delle condizioni veramente assurde facile. di gioco caldo 30, 30, più di 30 gradi senza aria condizionata con la mascherina e il, il, vis il, vis vis di mascherina mascherina il visore erano eh sì. veramente devastanti va bene è stato un piacere ragazzi essere con voi anche oggi ringraziamo il grande maestro sabino brunello e vi ricordiamo per chiudere la classifica e vi diamo appuntamento a dopodomani fra le 12.45 e l'una per il decimo turno che abbiamo visto un secondo fa eh, col big match eh, neponia Caruana. prego Sabino, chiudi tu bene, in bocca al lupo per domani divertitevi, è stato un piacere essere qui eh, buona serata a tutti Ok, grazie ancora, alla prossima, andiamo di seguito.